Buonasera. Buonasera. Benvenuti a tutti quanti in questa nuova Board Game Live su Dice Games Italia. Iniziamo. Quindi, sperando che qualcuno si trattenga, vediamo di metterlo qui, perfetto, dovrebbe sentirsi tutto. E benvenuti a questa nuova bomba. Luca, hai l'aureola? Sì, ho l'aureola qua. Con questa luce che aiuterà a illuminare Hogwarts Battle. Hogwarts Battle, un gioco questo. Cooperativo. Ah, sì, certo che si chiama Hogwarts Battle. No! Già non cominciamo bene, però. Per fortuna è luna e quindi ci sta che è sbambita. Ma stiamo giocando? Quindi, benvenuti, oggi giocheremo non Hogwarts Legacy, il gioco appena uscito, perché noi non siamo mai effettivamente sulla cosa di trend del momento, ma giochiamo a Hogwarts Battle. Perché noi siamo vecchi. Siamo vecchi, quindi arriviamo sempre un po' in ritardo. Sì. Abbiamo un po' di scialica. Magari ci arriviamo poi. Abbiamo un po' di demenza senile. Chi lo sa, magari ci arriviamo ma non è detto. Quindi, allora, Hogwarts Battle è un gioco in realtà uscito già da un po' di tempo. Parecchi anni. Non mi ricordo quanti anni effettivi, ma lasciamo parlare il proprietario del gioco. Oh sì, questo è uno dei miei giochi preferiti. Allora, che cosa andremo a fare in Harry Potter Hogwarts Battle? Innanzitutto dovete sapere che è un cooperativo. Per fortuna non c'è Andre, perché sennò avremmo perso. Allora, è un gioco cooperativo in cui dobbiamo impedire al male di diffondersi in quattro luoghi iconici e canonici del mondo di Harry Potter. Sì. In questo caso, Godric's Hollow, la Gringot, la stanza delle necessità e il castello di Hogwarts. Non so se vuoi farli vedere. Sì, li faremo vedere una volta. Fanne vedere uno che è giusto per far vedere come sono fatti. Il castello di Hogwarts. Spiega come sono fatti, dai. Allora, ogni luogo ha una parte superiore e una parte inferiore. Nella parte superiore la carta indica quanti eventi arti oscure dovremo pescare all'inizio del turno di ogni giocatore. Mentre la parte sotto indica quanti teschi possono essere aggiunti al luogo, ovvero quanti mangiamorte il luogo può sopportare prima di cadere ed essere conquistato. Va bene. Per semplicità li chiameremo teschi perché i mangiamorte sono anche delle carte. Poi immagino che ognuno di questi abbia una piccola cosa speciale che succede. No, immagino. No, quando questo luogo viene rivelato... È solo l'ultimo. Ah, solo l'ultimo, ok. Perché, esatto, allora... Voglio vedere l'ultimo, spoiler. Vabbè, ma Hogwarts Battle... Chissà dove avverrà la battaglia. Allora, il gioco è abbastanza punitivo se si perdono tanti luoghi. Quindi cercare di rimanere il più possibile sul primo luogo è importante. Però purtroppo non dipenderà del tutto da noi. Ok. Quindi i luoghi, gli eventi arti oscure, semplicemente li gireremo ogni turno, vi diremo cosa succede, quindi non dobbiamo neanche spiegarli. È tutto scritto. I malvagi, come funziona? Ci sono sempre tre malvagi o creature. Prendiamo rivelati, mostriamone uno, che è un malvagio barra creatura, il dissenatore. Sì, che ha i punti vita, ha il suo potere. Esatto, e ha una ricompensa quando viene ucciso. Molto semplice. Molto easy. Ci sono sempre tre malvagi o creature rivelate. Sì. Quando se ne sconfigge uno, alla fine del turno del giocatore corrente, se ne rivela uno nuovo. Okay. Molto semplice. Ma quindi siamo già in mezzo all'azione. Siamo già in mezzo all'azione. Alla fine del mazzo c'è lui, l'inimitabile, inconfondibile, Lord Voldemort. Lo vedremo meglio più avanti. Più avanti. Quando compare Lord Voldemort, lui è attivo immediatamente, a prescindere da quanti altri malvagi ci siano qui. Non può essere attaccato, quindi non gli possiamo infliggere danni né assegnare monete finché non sono stati sconfitti tutti i malvagi e sono stati distrutti tutti gli Horcrux. Perché ricordiamo che possiamo o togliere i punti ferita o, come hai detto giustamente te prima, qualche altra carta permette di sconfiggere con le monete. Cioè, ma com'è che l'avevi descritto? Come Craxi, lanciare le monetine in testa. Deve essere segnato, giusto? Quindi per esempio quei tre non possono. Esatto, questi tre qui sono fulmini. Voldemort invece... Ah no, non è... Tra l'altro chi sono? Aspetta, però non è una scelta, Se su una carta c'è il simbolo sia dei cuori che delle monete, bisogna rispettarli tutti e due per sconfiggerli, non si può scegliere. Abbiamo un dissenatore, un mangiamorte e gli inimitabili Tiger e Goyle. Però bambini, quindi... Lui, se ricordo bene, poi è stato arrestato. Sì, qualcosa del genere, non mi ricordo se lui o l'altro. È stato arrestato per violenza domestica e possesso di droga. Sì, l'attore. Ah. In effetti,
gli Horcrux come infatti funzionano? Non c'era nell'ultimo film. Nel settimo film cambia, non c'è proprio non c'è lui ma c'è l'altro. C'è un tipo di colore. È proprio per... E tra l'altro grida come una donnicciola impaurita. Non so, beh, la traduzione... Forse è il doppiaggio italiano. No, mi sbaglio con il prigioniero Zabini, di Azkaban. È Zabini. C'è Zabini che prende il posto di Tiger perché era agli arresti. Nel prigioniero di Azkaban, però. Sì. È lì che grida... gli Horcrux sono un altro elemento, come ho detto prima a loro, ma voi non eravate ancora collegati. Il lato sinistro, mio sinistro della plancia, quindi da questa riga in avanti di qua, il gioco cerca di mettercelo in quel posto. Da questo lato in avanti, invece verso destra, il gioco cerca di darci una mano. Quindi gli Horcrux sono dei pali nel di dietro, ok? Hanno degli effetti che si attivano in base al trigger che c'è scritto. Ha detto pali, monetizzazione. Sì, mi sto sforzando. Mi sto sforzando perché voi non sapete quanto insultiamo questo gioco quando ci giochiamo. Prendo uno? Sì, prendine pure uno, fallo vedere. In alto vi dice che cosa fa questo Horcrux. Poi c'è le condizioni per distruggerlo. Quindi ottenere, in questo caso, ottenere un cuore oppure una carta sul lancio dei dadi. Io ho preso un potere che ci aiuta sul lancio dei dadi. E sotto c'è la ricompensa quando viene sconfitto. Basta semplicemente leggere e siamo a posto. Va bene. Ultimo, quindi qui abbiamo i nemici da sconfiggere. Noi perdiamo se l'ultimo luogo, quindi in questo caso il luogo 4 c'è Hogwarts, viene conquistato. Ok. La conquista viene sempre a fine del turno del giocatore corrente, se ci sono se tutte le icone mangiamorte sono coperte. Quindi questo. Esatto. Quindi alla fine del turno del giocatore se tutte sono coperte. Sì, okay. Sono di metallo, hanno fatto un investimentone. Vabbè, sono questi. Non so se si vedrà. Sono dei sassi che se lanciati fanno malissimo. Ma va bene. Carte Hogwarts sono carte che possiamo comprare con le monete. Carte fanno vari effetti. Anche io voglio comprare Dobby, voglio uno schiavo. Dobby, l'elfo. Che cattivo. Ma scusa, hai le monete e compri le scusate. No, attenzione, le monete non sono soldi. World Mystery, che fai l'incantesimo. Tecnicamente nel linguaggio di gioco sono l'influenza. L'influenza. Okay. Quindi siamo raffreddati. E perché l'influenza è un sasso? No, sono monete. Sono sassi. Ah, però le hanno fatte... Passiamo alla plancia giocatore? Allora. Faccio vedere qui c'è quella di Harry Potter. Spieghiamo brevemente come è composta la plancia giocatore. In alto abbiamo un personaggio che abbiamo scelto. Quindi in questo caso Luca ha scelto Harry Potter. Ok. Che ha il suo potere. La sua capacità. Ha il suo proprio potere. Io ho scelto Hermione Granger. Luna Lovegood. E chi manca l'appello? Ah, ci sono tutte solo fotografie dal film. Sì. Beh, Harry, Hermione, vai Luna. Chi manca l'appello? Neville. Ron non è pervenuto. Tanto. Poi ognuno di noi ha una competenza che è la carta accanto che ci dà un potere ulteriore aggiuntivo che possiamo utilizzare a seconda delle condizioni. Tanto li vedrete man mano che li giocheremo, quindi non è un problema. Per esempio ho preso difesa contro le arti oscure. Sì, sono banale. Chissà perché. Dai, ho preso erborologia. Poi abbiamo una branca di incantesimi in cui siamo più bravi, che è il pezzettino immediatamente sotto della nostra plancettina giocatore. Che si attiva in base a. Si può attivare in base a quanti punti di vita abbiamo. È un pezzo dell'espansione, giusto? Sì, espansione, incanti e pozioni. Questo gioco praticamente giocheremo espansione, incanti e pozioni e libro mostro dei mostri. Ma senza le pozioni. Senza questa roba delle pozioni, perché è una delle cose più brutte, tediose, schifose che io abbia mai visto e sperimentato. Quindi è stata eliminata. Perché non voglio annoiarmi né annoiarvi. Il vantaggio di aver giocato un gioco tantissimo prima, no? Che quando lo porti puoi permettere di fare queste cose. E l'ultima parte della plancetta indica la salute del nostro personaggio. E abbiamo anche due spazietini per mettere i fulmini e le monete che raccogliamo. Partiamo a zero, giusto? È un gioco di deck building, tra l'altro. Sì, è un gioco di... Quindi noi compreremo queste carte. O riceveremo delle punizioni che romperanno le scatole nel nostro mazzo. Oh no, com'è la punizione? Sì, le punizioni. Palle. E come le otteniamo le punizioni? Si mescolano dentro. Ma noi, sono casi noi stiamo... perché le dobbiamo prendere? Sì, ma professore, io sto cercando di sconfiggere il mago oscuro, non mi interessa in punizione. Punizione, signor Potter! Esatto. Poi tu sei il signor Potter. Sono il signor Potter.
Ok, come funziona il turno? Facilissimo. Prima cosa, si rivelano tanti eventi arti oscure quanti dicono il luogo in cui siamo e eventuali modifiche dei malvagi o delle carte Horcrux. Si rivela, si legge, si applica l'effetto. No, serve. Non bene. Serve. Ma quella non l'accendi? Eh? Alex, accendi sala. Ok. No. Facciamo. Alexa, spegni sala. Ok. Sì, non cambia niente. È differente. È assolutamente indifferente. No, ma si vede, dai. Eh sì, non la volevo nell'inquadratura. C'è lo stesso. È tantissimo nell'inquadratura così. Ma lasciala dove. Va bene, scusate, vai, riprendi. L'aureola non ti piace più. Riprendi, non puoi mettere di qua? Di qua non si vedrebbe. Metti lì. Vabbè, non importa. Nel nostro turno cosa andiamo a fare? Prima di tutto eventi arti oscure. Sì. Dopo che abbiamo fatto gli eventi arti oscure, facciamo i malvagi. Sì. Gli effetti dei malvagi. Possiamo scegliere l'ordine in cui farli. Ok? In generale, quando un malvagio pone una scelta, tipo fai questo oppure questo, noi dobbiamo sempre scegliere ciò che è possibile fare. Quindi se una delle due non è possibile, dobbiamo scegliere quella che è possibile. Okay. Purtroppo per noi. Questo in generale, sempre così, questo gioco di schifo. Ma hai detto che ti piaceva. È bellissimo, io lo amo, ma lo odio. E gli Horcrux poi si applicano a seconda di cosa c'è scritto sulla carta in un certo modo. Ad esempio questo ci fa perdere vita quando giochiamo alleati. Quale? Il diario di Tom Riddle dice ogni volta che un eroe gioca un alleato, quell'eroe perde un cuore. Fischia, che esatto, bastardo. Esatto, perché Tom Riddle corrompe i nostri alleati. Non lo so, un'interpretazione che... Madmat, dopo Hidden Hitler e Hidden Stalin, ora è il turno di Hidden Voldemort. No. Non è non è uno di noi Voldemort, se no sarebbe... in realtà. Sennò sarebbe Sara, è ovvio. Quindi, dopo che abbiamo fatto i palini di dietro di questa pancia, tocca a noi giocare finalmente se siamo sopravvissuti. Tu ti sei perso Hidden Stalin, effettivamente. Che peccato! No, in realtà era carino quello di Hollywood, aveva dei problemi. Però va bene, scusate. Abbiamo di solito sempre 5 carte in mano con cui partiamo. Possiamo giocare tutte quelle che vogliamo tra quelle che hanno in mano senza nessuna limitazione. Ok. Nel nostro turno possiamo giocarle anche tutte. Sì, tipicamente è meglio giocarle tutte. Però se abbiamo delle punizioni in mano, anziché giocarle, è meglio, come si dice, mandarle al macero alla fine del turno. Perché, anche perché non hanno effetto. Le punizioni anche se le giochi. Al macero cosa vuol dire? Negli scarti oppure scarti. Via. Allora, tutte le carte a fine turno finiscono negli scarti, però ci sono delle differenze. Quando giochiamo le carte sono giocate, non le mettiamo negli scarti subito, le mettiamo da parte. Ok. Okay. Dopo che abbiamo giocato tutte le nostre carte, le carte ci fanno raccogliere monete, con cui di solito compriamo carte, o fulmini, che di solito vengono assegnate ai malvagi. Ok. Tutte le monete e i fulmini non spesi alla fine del turno vengono buttati via. Alla fine del turno del giocatore stesso. Okay. Vuol dire che se è una carta che fa guadagnare monete a tutti, voi ve le tenete finché non è il vostro turno e non si esaurisce il vostro turno. In quel caso, se non le avete spese, le dovete buttare. Va bene. Ah, pensavo che le monete si accumulassero invece. No. Da quando si esaurisce, alla fine del tuo turno le scarti sempre. Alla fine del tuo turno. Okay. Ma se le fai guadagnare ad altri, finché non toccherà quel giocatore, non esatto, quel giocatore le può utilizzare. Ok, cosa vuol dire se scartare una carta? Allora, il linguaggio di gioco. Quando una carta vi dice se scarti questa carta ottieni, non vuol dire che puoi farlo usando quella carta. Vuol dire che devi avere un'altra cosa che te la fa scartare. Ok. Orco. Quindi se una carta dice se scarti questa carta ottieni 5 monete, devi avere un effetto di gioco o un potere che te lo fa fare. Ok. Per esempio, dov'è che c'è scritto? Se per esempio la ricordella. Ottieni una moneta, se scarti questa carta ne ottieni due. Ah, okay. Cioè il concetto è, quando una carta ti dice se scarti questa carta è passiva, qualcosa se lo devi far fare. Okay. Quando una carta ti dice puoi scartare questa carta o questa carta, in quel caso è attivo, scegli tu, scarti la carta. Quali sono gli effetti dei malvagi che abbiamo in gioco? Aspetta, fammi vedere se ho finito di spiegarvi tutto. Ci sono 3 tipi di carte, gli incantesimi, gli oggetti e gli alleati. Non credo che ce ne siano. Quindi, gli incantesimi sono degli incantesimi. Sono rossi. Sì. E tipo sono... questi. All'umore. Gli oggetti sono gialli. Sfondo giallo, credo. È giallo. Tipo il mantello dell'invisibilità. Che sembra un armadio, una credenza dell'invisibilità. Ragazzi, è orribile. È proprio, è brutto forte questo mantello dell'invisibilità. E poi gli alleati sono blu.
Gli alleati sono blu, per esempio il riccio corno schiattoso. Non si capisce. È luna, effettivamente. No, non si capisce una fava dell'immagine. L'illustratore non sapeva cosa fare, allora ha smarmellato. Allora, quando... sembra un rinoceronte triste ibridato con una giraffa. È il riccio corno. Quando giocate le vostre carte, le mettete tutte da parte. Alla fine del turno finiscono negli scarti. Tutte le carte che comprate negli scarti. Perché un deck building dovranno poi essere rimischiate, esatto, all'interno. Cosa succede quando arriviamo a 0 punti vita? Siamo storditi, scartiamo la metà delle carte che abbiamo in mano per difetto e aggiungiamo un teschio al luogo. È difficilissimo dire questi termini per me. E aggiungiamo un teschio al luogo. Quindi cerchiamo di non essere sconfitti. Cosa mi avevi chiesto, Luca? Cosa fanno i malvagi? Allora, sì, il mantello per non farti vedere. Dissennatore. Allora, dissennatore. Aspetta, l'Orcus abbiamo detto: quando giochiamo un alleato perdiamo un cuore. Dissennatore, l'eroe attivo perde due cuori. Fischia. Tiger e Goyle: ogni volta che un evento arti oscure o un malvagio costringono un eroe a scartare una carta, quell'eroe perde uno. Quindi, se tu hai in mano una carta che dice quando scarti questa carta, se Goyle te la fa scartare, si attiva. I mangiamorte sono i meno fastidiosi, perché ogni volta che Mors Mordre o un nuovo malvagio vengono rivelati, tutti gli eroi perdono un cuore, ma non è che capiti così spesso. Cosa vuol dire? Sono più rompipalli Tiger e Goyle, tra una cosa e l'altra. Sì. E sono anche più veloci da uccidere, quindi l'eroe attivo perde due, cosa vuol dire attivo? E quando è il turno di quell'eroe. Perché noi giochiamo, ognuno gioca un turno, a ogni turno si pescano gli eventi, si attivano i malvagi. Ah, ok. Come si attaccano i malvagi? Con i fulmini. Carte che ti danno fulmine, li metti i fulmini. Ma i fulmini rimangono, non è che vengono... No, i fulmini rimangono, sì, scusami, i fulmini rimangono. No, se ti stai chiedendo, ma io non ho visto carte che mi fanno fare i fulmini, perché probabilmente... Perché sono lì. E poi li dobbiamo acquistare. E li dobbiamo comprare. No, non ce li ho. I primi turni li... No, è impossibile, una c'è almeno. I primi turni li prenderemo. No, sì, una ce l'ho, però... Quella è... I primi turni le prenderemo per quello che abbiamo, esatto, per quello abbiamo così tanti all'omora. Ciao Jack. Allora, altre cose, le punizioni. Per la chat, se avete domande o altro, visto che effettivamente Barry ha ragione, c'è tantissimo testo sulle carte, le stiamo tenendo dal lato nostro da vedere, però se volete sapere un pochettino le varie carte o altre cose cosa sta succedendo, vogliamo fare un sunto in chat. Faccio un sunto di quello che c'è qua. Sì, perché serve anche a noi. Allora, Tergeo dà una moneta. Tergeo dà una moneta e può esiliare una carta dalla propria mano. Se è un oggetto, peschi una carta. Perché serve Tergeo e altre carte tipo Nox, tipo Aguamenti, se non ricordo male? Grazie dalle palle. Perché per togliersi le punizioni, perché sennò le punizioni non ce le togliamo. Ok, carino. Sì. Poi abbiamo le cioccorane. Le cioccorane le voglio. Un eroe qualsiasi ottiene una moneta o un cuore, se scarti questa carta ottieni una moneta o un cuore. Quindi c'è un se, quindi deve fartela scartare qualcos'altro. Mm-hmm. George Weasley comba con gli altri Weasley, non con George, i personaggi Weasley, con gli alleati Weasley. Quindi ottieni e i coniugi e poi la futura moglie e non vale, esatto, eh? I coniugi non sono contemplati. I coniugi non vale. George Weasley dà fulmini e se un altro eroe ha in mano un Weasley, tutti gli eroi ottengono un cuore. Poi tiri il dado rosso, ci sono anche dei dadi che ci danno cose. I dadi servono tipicamente per sconfiggere gli Horcrux. Wingardium Leviosa è una delle cose più schifose che ci sono nel gioco. Perché? È l'equivalente di una lomora, però permette di mettere gli oggetti che compriamo, quando la giochiamo nel nostro turno, in cima al mazzo anziché negli scarti. Ma vi posso assicurare che fa cagare. Però visto che è un incantesimo, probabilmente lo prenderò io, così che lo levo dalle palle e mi serve. Perché non si risciaffola? Finché non si compra, no, si può ripulire una volta sola. Allora, molte volte capita che ci sono carte molto fighe e molto costose, per cui siamo tentati a non ripulire. Ma vi posso assicurare che... è molto meglio comprare carte meno potenti, perché sennò il mazzo stalla e si viene piallato. E poi vedo che c'è un mazzo molto alto. Sì, ragazzi, il mazzo è enorme. Sì, sono due, c'è il base più due espansioni. Dobby, l'elfo domestico, rimuove un teschio dal luogo e fa pescare una carta. Okay. La mia carta preferita, che se comparirà però ve la dico in anticipo, è Gilderoy Unlock. Vabbè, Lockhart. Che costa 2 ed è l'inutilità più assoluta, ma è Gilderoy, quindi è inutile. E poi c'è Igor Karkaroff,
ottiene due fulmini e se sconfiggiamo un malvagio otteniamo anche un fulmine e una moneta aggiuntiva. Possiamo scambiarci... È diventato molto bravo Igor. Possiamo scambiarci le monete oppure... No, a meno che non ci siano capacità che lo fanno. Beh, era diventato anche preside di una scuola. E le carte le compriamo solo per noi stessi, non possiamo. Sì, un minimo di competenza doveva avere. Comincio? Quindi... Vi faccio vedere come funziona un turno. Mm-hmm. Sì. Intanto comincio io, chi se ne frega. Evento arti oscure. Il luogo dice, riveliamo... Esatto, io l'ho letta. Io ho letto il regolamento, quindi comincio. Il luogo dice, rivela un evento arti oscure. Quindi lo prendo e lo giro. Relascio! Tutti gli eroi scelgono, scartano un oggetto, oppure perdono due cuori. Un oggetto che abbiamo in mano? Sì. Io perdo due cuori. Ah, un oggetto. Anch'io perdo due cuori. In realtà... Ricordella, scarto. Fede scarta la ricordella perché se scarti questa carta ottieni due monete. Quindi Fede ottiene due monete. Attenzione però, perché... Ogni volta che un evento arti oscure o malvagio ti costringono a scartare, perdi un grazie al mantello dell'invisibilità, se questa carta è nella tua mano, non puoi perdere più di un cuore da ogni evento arti oscure. Quindi... Ho perso solo un cuore. E il mantello, guarda che è brutto da vedere, ma è interessante. È brutto soprattutto, da vedere. Soprattutto quando ci sono carte che fanno perdere 3-4 cuori. Poi si dice dell'Italia, Karkaroff era un mangiamorte pazzo ed è diventato preside di una scuola, effettivamente. Poi... Ogni una scuola russa, però. Allora, ogni volta che gioco in alto non ci interessa. L'eroativo perde 2, quindi perdo altri 2, molto che, benissimo. Che cosa? L'eroativo perde 2. L'eroe relativo. Attivo. Ogni volta che Morse Mordor, un nuovo malvagio, vengono rivelati, non è uscito Morse Mordor. Dai, se rivolgo invece? Già fatto. Che cosa fanno? E quando scartiamo una carta per un evento arti oscure per un malvagio, Fede lui l'ha fatto, ha perso un cuore. Ok. Quindi abbiamo esaurito tutti i pali nel sedere di dietro di questo turno. È finalmente il mio turno. Ho già perso 4 punti vita, quindi cominciamo malissimo. Allora. Io vorrei curarti, ma non ho le carte in mano. Non ti preoccupare. Allora, io gioco 4 Alomora. Ogni Alomora mi dà una moneta. E triggerò tutta una serie di cose. Potere del mio personaggio. Se giochi 4 più incantesimi nel tuo turno, tutti gli eroi... Con calma, però, effettivamente. Comunque lo curo io. Allora, anche perché... Ho giocato 4 Alomora. Ma perché c'è un'inquadratura leggermente... Ok, almeno adesso si vede. Sì, lascialo pure così che va bene. Anche là si vede anche cosa giochi. Ok, io ho giocato 4 Alomora. Ogni Alomora dà una moneta. Ok. Ho preso 4 monete. Sì. Poi, controllo il mio personaggio. Il mio personaggio dice, se giochi 4 più incantesimi, sì, ho giocato 4 più Alomora, tutti gli eroi ottengono una moneta. Quindi, tutti compreso io, prendiamo una moneta. Ah, oh, grazie. Anche tu, Fede. Mm-hmm. Le monetine sono in realtà carine, perché sono quelle classiche cose sagomate, che non è che era obbligatorio. Non sono perfettamente però, rotonde. In realtà è carina come cosa. Vi do un po' di token. Grazie, perché ci serviranno. Sì. Dopodiché cosa fai? Aspetta che finisco di darvi un po' di token. Vabbè, se poi ne avete bisogno di altri. Poi, la mia competenza non mi aiuta in questo caso perché ragiona sul lancio dei dadi, quindi la ignoriamo. Guardo il mio incanto. Se hai giocato almeno 3 incantesimi in questo turno, sì, l'ho fatto, pesca una carta, quindi pesco una carta. Le carte che peschiamo nel nostro turno le possiamo usare immediatamente. Ok. Ho pescato un'altra Alomora, gioco un'altra Alomora, un'altra moneta. I blingi blingi. Una marea di monete. Non restano, no? No, infatti devo spendere. Poi, subito. Allora io per adesso ho 6 monete. Puoi prenderti il colpo. Aspetta, non ho finito perché ho ancora una carta. Che dice, ottieni 2 monete oppure tutti gli eroi ottengono una moneta. Allora, se io vado a 7, c'è una carta dispari. Potrebbe interessarmi. E in realtà secondo me è meglio farvi ottenere delle monete. Quindi io scelgo tutti gli eroi ottengono una moneta. Quindi, ok. Allora, comprerò... Se mi lasci Winston sarò più contento, ma valuto te. Sì, io comprerò Tergeo. Tergeo dà una moneta e mi permette di esiliare carte. Ah, queste qui sono giocate, non sono ancora scartate. Quindi questo finisce nella pila degli scarti. Si rivela una nuova carta. Ah, subito? Sì. Pozione Polisucco. Scegli un alleato che hai giocato in questo turno, puoi copiare gli effetti di quell'alleato. Io. Quindi poi ho ancora 5 monete, potrei prendere Igor Karkaroff. Effettivamente è interessante. Il caro Igor. Prendo Igor Karkaroff. Guardate lì che bello. E con Hermione sarà così spassa. Scontornato. Mamma mia. Prendo un ingrediente per ogni... queste sono le carte delle pozioni, quindi le escludiamo dal gioco.
Oh, c'è Molly Weasley. Tutti gli eroi tengono una moneta e i due cuori. Costa 6 monete. E ma non puoi fare la combo dei Weasley? Le carte sono brutte sodo. Ma il manto non so perché. Non, chi vuol fare? Chi vuole comprare? Le carte sono brutte sodo. Non so perché mi è rimasto. Sì. Però sì, allora, sono le immagini del film. Un po' quella classica cosa che. I Weasley conviene che ce l'ha uno ognuno di noi, che sì, così combano, perché combano con gli altri. Allora, il mio turno è terminato. Effetti di fine turno, scarto le monete, non ne ho. Ho finito, tocca a Fede. Okay, evento arti oscure, prima cosa che fai. Okay. A meno che non hai poteri che si attivano prima. Ring minaccioso, cioè Fuffi che fa ring minaccioso direttamente dal primo film. Tutti gli eroi perdono un punto salute per ogni carta che hanno in mano con un valore di esattamente 3 monete. Ah, giusto, alla fine del turno bisogna pescare. Molto specifica come. Vabbè, 0. Io non ne ho neanche una, quindi 0. Cosa? Perdi un punto salute per ogni carta che hanno in mano con un valore di esattamente 3 monete. Ovviamente nessuno di noi perché abbiamo appena iniziato. Quindi ci è andata bene. Per adesso sì. È il disegnatore, quindi io perdo 2 punti. Allora, dammi l'evento che lo perché scatto. Tu perdi punti? Perché sono il giocatore di turno. Poi si attivano questi. L'eroe attivo perde 2 e Fede perde 2. Poi ogni volta ci ha fatto scartare carte. No, siamo a posto. Non è Mors Mordre. No, e quindi siamo a posto. L'Horcrux, ricordati, dice ogni volta che giochi un alleato perdi un cuore. Beh, prego. Il mio turno sarà meno interessante di quello di Benny perché uno. Non devi metterli negli scarti. Vero. Uno, due, tre, quattro la mora. Quattro la mora, ok. Però 8 monete i primi turni. No, sì, infatti. Ottima cosa. La cosa è che potrei prendermi Molly. Sì, e una carta da 2. Però mi interessava più Fred, forse. George, comunque. George, scusa. Forse mi interessa più George perché comunque. Fede? Ma il tuo cellulare? No. Ah sì, scusate. È la cosa che sto facendo. Ma c'è qualcuno che sta suonando un flauto tra noi e non lo sto vedendo? È bravissimo. Effettivamente sì. Non so cosa è successo, scusate. Quindi cosa stai facendo? Allora, no, mi prendo George pagandolo 4. Ah, ricordati che hai anche questo. No, lo so, però si basa tutto sul fare sugli alleati, sul dare cuore, fare le cose e in per questo momento non ho nulla. Esatto, ok. Quindi 4, prendo Giorgio e lo metto qua. Ok, riveliamo una nuova carta che è Mondangus Fletcher. Pesca 2 carte. Ragazzi, le carte fanno pescare carte, sono fottutamente importanti. Questo gioco lo perderemo se non avremo nel mazzo robe che ci fanno pescare più carte nel turno. Ma Mondugus potrebbe sembrare comunque interessante, eh? È molto. Pesca 2 carte, però poi scarta 2 carte. Quindi funziona bene quando hai un mazzo però un pochettino più. Se me lo fanno scartare, teoricamente. Se scarti questa carta, non era qualsiasi, ottiene 2 cuori. Non è male. E io ho tutte le combo quando faccio tirare il cuore agli altri. Occhio, che però è nel tuo turno. Però c'è anche Dobby. Nel tuo turno. Sì, no, lo so. Dobby è interessantissimo. Non so, sto guardando quello o la pozione polisucco. Perché se mi vado sugli alleati posso usare 2 volte i loro poteri. Ma guarda, secondo me. Dobby TM! Vado sulla pozione polisucco per. Io ti consiglio prima Dobby. La pozione tanto te la lasciamo. Compratela al turno dopo. Ok. Perché costa meno, quindi magari è meno monete. Infatti, dammi Dobby. Grandissimo Mandangus, il faces del mondo magico, sì. Per un attimo ho creduto fosse partita la sigla del film di Harry Potter, ma suonata male. No, esiste quella di Harry Potter suonata male. E basta, ho finito. Metti perché ci stava negli scarti? Pesca 5 carte. Sì, perché facciamo il piccolo annuncio per i pochi che ci seguono in questo momento, è perché Federico mi stava facendo prima sentire la sigla del Signore degli Anelli fatta col flauto, fatta male, perché stiamo preparando il mini trailer di annuncio della piccola campagna a tema Signore degli Anelli con l'unico anello, seconda edizione, che prossimamente porteremo sul canale con noi quattro più Lale che giocheremo e Bernie sarà il master, quindi però il motivo del flauto che stona è perché in realtà siamo noi il problema, non è Bernie. Mi ha rovinato la sorpresa. La cosa del flauto che suona è perché non saremo propriamente epici come ah no? Non mi avete ancora mandato i vostri background, no? Quindi è semplice,
l'ho scritto, ho detto mandatemi i vostri background. Ma io non te lo manderò. Io non li scrivo. Ma basta che siano due righe, giusto per avere. Devo allacciarti la storia in qualche modo, se no scelgo io, Io voglio fare il locandiere. Ma ho bisogno di soldi. Un uomo di Brea? Ok. Sono quell'uomo di Brea. No, non sei quell'uomo di Brea. Sì che sono. No, non lo sei. Ho sì che lo so. Non lo sei, basta. Sì che lo so. Okay. Okay. Spoiler, perché quanti uomini di Brea si vedono a parte Jackson? Beh, tutti quelli che ci sono nel... Sono Peter Jackson che mozzica la carota e rutta in faccia alla camera. Cioè, è tutto sul roleplay. Tra l'altro l'hanno censurato nella versione, nelle versioni recenti, è censurato. Ah sì? Nella versione del Genesis si dava proprio il rutto. Nelle versioni recenti hanno tolto il rutto. Sì, è vero, ma perché l'hanno fatto? Boh. Sara? Comunque, Sara. Ok. Eventi al nuovo turno. Aspetta, hai pescato 5 carte. Si fa all'inizio del turno oppure posso giocare le carte che me lo fanno vedere? No. Ok. Le carte non le puoi giocare. Però c'è un potere, ma non credo che sia quello che hai tu. No, non è quello che hai tu. A posto, tranquillo. Quindi, Espulso, l'eroe attivo perde due cuori. Sara, perdi due cuori. Che miseria. Questo qui è Voldemort che è andato a mangiare il messicano. Poi, l'eroe attivo perde due cuori. Non hai scartato carte, non hai Mors Mordel né un malvagio. Siamo a posto, puoi giocare il tuo turno. Ok, sono a 4 punti salute, quindi posso... Allora, Goyle, i Tiger, sì, brutti, ma quel mangia morto ci sto uccidendo. No, cioè, è il senatore, lo so, però fulmini non me ne sono capitati. Allora, posso scartare una carta per pescare una carta, ma qui ci sono solo Alo Mora. Sì, però quando peschi... Ma quindi a quel coso serviranno 8 punti. L'oste del poli inalberato. Bravo, non, credetemi, non è uno degli inizi peggiori che ho visto. Perché ci sono malvagi che fanno girare più eventi arti oscure. E se ti capita il drago assieme a Bellatrix, giri all'inizio della partita 3 eventi arti oscure a turno. C'è qualcosa che dà fulmini là sopra? No. Sara vuole menà. No. No. E lei è utile che la prenda io per fare combo con Fede? Sì, è interessante. Questo che è uscito cos'è, scusate? Al posto di Dobby, che non ho fatto vedere. Il libro di Hogwarts. Storia di Hogwarts. Quello è meglio che lo prenda Hermione, non a caso... Perché ho preso il potere che mi permette di ritirare i dadi e le carte che danno dadi a me costano uno in meno. Quindi è meglio che me lo lasciate questo qui. Va bene, allora non prendo nulla, andate a fanculo. Esatto, no, tu non comprerai niente. Prenditi Wingardium Leviosa. Ma perché? Hai detto che fa schifo? Sì. Cioè, perché non hai preso? Perché voglio punire. No, lo comprerò. Vabbè, intanto adesso poi. Sara si prende una cosa, quindi si rivelano delle cose. Allora, è che questo per farlo devo cosa scartare... Cosa fa, scusa? Una volta per turno puoi scartare due incantesimi, se lo fai tutti gli eroi ottengono una moneta e pescano una carta. Quindi se io lo faccio con due Aleomora... Praticamente ottieni l'equivalente di Aleomora e in più fai pescare anche a noi e ci esatto. Esatto, quindi scarto due carte sì. E ne pesco, cioè le metto qui e ne pesco tutti una. Peschiamo una carta e otteniamo una e moneta. Quindi rimescoliamo il mazzetto? Sì, se non avete gli scarti... Ah ecco, una cosa importante, gli scarti si rimescolano quando dovete pescare e non avete carte. Ok. Dato che è la prima volta che pesco una carta extra nel mio turno, un eroe qualsiasi ottiene due cuori. Esatto. Me li prendo io? Sì, sei quella messa peggio, quindi te li prendi tu. Ok. Mi mancano tre monete che devo prendere, però tutte queste carte mi fanno prendere, tranne questa. Allora, una Lomora e mi prendo una moneta. Ole. Poi, Cappello Leone, ottieni una moneta... Se un altro eroe, aspetta, se un altro eroe ha una scopa o un'attrezzatura da 15, hai una in mano, sì. Allora guadagno anche un fulmine. Olè, il primo fulmine della partita. Aspetta, lo faccio vedere. Sì. È per il cappello quello della partita. Sì, tra l'altro, questo lo creò l'attrice stessa. Davvero? È un fun fact, l'attrice si mise lì e si creò il cappello per la scena. L'autrice stiamo dicendo... No, Luna. L'attrice? Ma no, ma nel libro c'è. Sì, nel libro c'è, nel film non c'era, non era premeditato. Lei se lo costruì, l'attrice di Luna se lo costruì e se lo mise per una scena di tre secondi. Sì. Cioè, proprio ci teneva. Spettroccoli, ottieni una moneta... Puoi rivelare la carta evento arti oscure in cima al mazzo e scegliere se rimetterla in cima al mazzo oppure scartarla. Qui credo che vorrete avvalere del mio consiglio. Il relativo perde un cuore, aggiungete un teschio al luogo. Puoi scegliere se?
Se rimetterla in cima al mazzo, scartarla. Cos'è che fa, scusa? Aggiunge un teschio al luogo e l'erativo perde un cuore. Io la scarterei. Ok. E poi riccio corno schiattoso, ottieni un cuore, cioè un fulmine o due cuori. Ma hai giocato un alleato, perdi un cuore, quindi ottieni solo non sei vero. O un cuore o un fulmine. E se ottieni il fulmine perdi il cuore, comunque. Prendo il fulmine. Ok. Ok, adesso cosa fa? A tua scelta, o compri o attacchi prima, come vuoi. Puoi anche però assegnare un fulmine e comprare, puoi assegnare il secondo, come vuoi tu. Aspetta, però le carte che compri ti vanno in mano? No, le carte che compri vanno in mano. Aspetta, ma hai perso i punti vita per le cose scartate da tagliare? Sì, sì, non ha fatto scartare un evento Arti Oscure, lei ha scartato per il suo potere, quindi non perde. Ma tagliare Goyle cosa fanno? Ah, sì. Cosa fa Molly? Molly fa, tutti gli eroi tengono una moneta e due cuori, non è una brutta carta. Espulso con quell'immagine fa sembrare che la magia sia un enorme lutto. Effettivamente. Posso prendere quello oppure due. Questo qui, per te potrebbe essere interessante perché tu hai la capacità se scarti due incantesimi. Visto che non è una carta perché particolarmente brillante. Però posso scartare anche quelli belli. Ma meglio non scartare quelli belli. Vabbè no, dai. Però tanto Molly. Se non lo prendi tu lo comprerò io. Prendo Molly. Molly. Tieni Molly, negli scarti. Perché Molly è uno scarto. E poi? Ma dai. Li metto tutti e due qua sopra, che dici? Sì, dai. Allora, sì, secondo me è meglio uccidere il dissennatore. Il dissennatore è quello secondo me che ci sta facendo male. Beh, effettivamente ne toglie due. Quello toglie forse ogni tanto. Ok, io puntavo a questo perché ha meno punti ferite. Però ho tolto uno, ne arriva esatto. Esatto. Cioè, allora, rischiamo che tolto questo arrivi il secondo dissennatore, sono 4 punti vita a turno che potrebbe meglio evitare. Perché giusto, i malvagi sono tanti, sono tipo 50. Nel mazzo base se ne scelgono 15 a caso, quindi noi non sappiamo quali sono. Allora, quindi tocca a me. Devi pescare 5 carte dal tuo mazzetto. Queste. Quelle vanno negli scarti. Peschi 5 carte. Se non ne hai 5, rimescoli gli scarti e peschi 4. Quelle che ti mancano. Okay. Vai, Luca. Arti Oscure, evento. Filippendo! L'eroe attivo perde un punto salute e scarta una carta. Allora, ogni volta che un evento Arti Oscure o malvagio ti costringe a scartare una carta, ottieni un fulmine e un cuore. Quindi però il fulmine cioè il cuore che perdo lo riguadagno subito, esatto, non muovo. Perfetto. E guadagno un fulmine. Ma sì. I fulmini anche quelli si scartano alla fine del turno, giusto? Se non no, aspetta, occhio però che tu avresti perso due cuori, uno per questa carta e uno per tagliare i goi, quindi però in realtà ne perdi solo uno. Aspetta però, prima di iniziare il tuo turno intende prima di pescare la carta evento? Sì, sì. Ah, io pensavo che era dopo. No, fallo pure. Prima di iniziare. Perché volevo scartare questa per ignorare l'effetto di un malvagio. Ok, va bene. Fatto. Chiedevo questi, se io me li fossi tenuti qua. No, comunque sarebbero stati scartati. Comunque, subisco uno perché per esatto. Tiger e Goyle. A questo punto Tiger e Goyle, ogni volta che Morse Mordere, nulla, a posto, puoi giocare. Ho ignorato questo. Questo è ignorato. Allora, poi mi piace l'ultima, non fa nulla. Sì, per adesso. Fate conto che quando uccideremo il dissenatore tutti perderemo un cuore perché verrà rivelato un nuovo malvagio. Allora, non hai detto, se una creatura rivelo due all'Omora e ottengo due monete. Ok. C'è qualcosa che... Ah, scusate, non abbiamo reintegrato. Bella la sfera, bella. Fa pescare carte, quindi Cioè... credo che intendesse bello. Pesca due carte e poi scarta una carta qualsiasi. Ah, scelta però. Mondungus. Io ho solo 4 monete. Ma non avevamo ottenuto una moneta in più grazie a Sara? No. Ma le due che... Pescare. Tutti gli eroi che fatto una moneta e pescare. Io ve ne ho fatto ottenere una. Allora io non ho presa quella. Ah no, aspetta, sai che... L'hai presa la mia moneta? Sì che l'hai sì, presa. Sì, sì. E sì. Io no. Allora ne hai 5. Sì. Solo che non cambia. C'è niente che costa 5, mi sembra. Ma c'è la cioccorana. Scusate. Ah, e la un eroe qualsiasi ottiene un punto, una moneta e un punto vita. Se scarti questa carta ottiene un però è figa sempre, quindi prendo questa. Ok, aspetta, vediamo cosa si rivela. E un'altra cioccorana. Non prenderò l'altra cioccolata, prendo la sfera. Prendo la sfera, la metto qui, ho speso tutto. Allora, aspettate, è uscita una nuova cioccolata che fa lo stesso effetto di quella che hai preso. È uscito il gufo della Virginia, che è un alleato. Ottieni un fulmine, se scarti questa carta tutti gli eroi ottengono un fulmine. Oh, quella è bella. Fede,
seduto. Io ho bisogno della Virginia, scusa. Che è la Virginia? Lo stato della Virginia? Beh, Virginia esiste. Io scarto le carte, quella mi piacerebbe prendere. Nel mondo di Harry Potter è il nostro mondo, eh. Questa è figa. Vorrei prenderla. Allora, a questo punto io faccio così. Gioco la Firebolt e ottengo un fulmine. E non so se giocare il mantello dell'invisibilità per ottenere una moneta extra. No, me lo tengo in mano. No, tutte vengono buttate via, sì. Allora, quindi in realtà avevi 6 monete, Non avrei fatto diversamente. No, infatti, va bene quello che hai fatto. Quindi faccio così, questi due le metto qua, li metto sì. Sui è meglio concentrarsi sui malvagi singoli per, di solito, perché ci sono carte che li fanno curare. Quindi se tu dai un fulmine a tutti e una carta dice cura uno a tutti, hai bruciato un turno. Ok, pesco 5 carte, ma in realtà ne avevo solo 4 avanzate nel mazzetto, quindi rimiscolo. Esatto. E adesso probabilmente schiatterò, spero di no, spero di no. Tranello del diavolo, uno spasso mortale. Cosa? Tranello del diavolo, uno spasso mortale, ma il sole gli fa male. L'eroe attivo non può raccogliere gli ingredienti, aggiungete un teschio al luogo, ecco il primo teschio nel luogo. Prego Luca, metti un teschio nel luogo. Questo è brutto. Però fortunatamente per noi non abbiamo gli ingredienti. L'eroe attivo perde 2, 1, 2. Ogni volta che scarti, ogni volta che a malvagio è morso morde, nulla. Quindi incredibile, non sono ancora scappato. Al mio turno ti curerò. No, ma forse riesco adesso. A prescindere ti curerò perché... Mi curo di 2, ma è un alleato, quindi mi curo di 1. Cos'è? Grattastinchi. È Grattastinchi, che brutto che è. Proprio quello di... Guardate, è proprio brutto. E infatti è del suo mazzo base. Mamma mia. Dopodiché ho 4 Alomora in mano. Alomora. Manuale strada degli incantesimi, capitolo 7. Con questa cattiveria, tra l'altro. Sì, infatti. E spoglia. E visto che hai... Quante ne hai giocati di Alomora? 4. Quindi si se giochi 4 più incantesimi, tutti gli eroi ottengono una moneta. Grazie. Inoltre, se hai giocato almeno 3 incantesimi in questo turno, peschi una carta. Oh, Tergeo. Ottieni una moneta. E basta? E si dice, puoi esiliare una carta, ma fortunatamente non abbiamo delle punizioni nel di dietro. Poi ho la giratempo, dice ottieni una moneta, puoi mettere gli incantesimi che compri in cima al tuo mazzo invece che negli scarti. Quanto devi diare a un gatto per chiamarlo Grattastinchi? È un po'. Tanto. Allora prendo Storia di Hogwarts perché l'ho letta. Cosa? E costa 3 per me. Costa 3 per me perché le carte che ti permettono di tirare i dadi casata costano 1 in meno per essere acquisite. Qui per me costa 1 in meno. Si rivela una nuova posso carta. Dire che sei una banca? Fiero Becco pesca 2 carte, poi scarta una qualsiasi carta. No, aspetta. Bla bla bla. Se scarta una qualsiasi carta, se scarti un alleato, ottieni 2 fulmini. Minchia, questa in realtà per te è il combo. Sì, anche perché meno male io la mia cosa devo giocare. Allora, io ho 5 monete adesso. Devo prendere. Probabilmente prenderò quasi quasi il Wingardium Leviosa per togliercelo dalle scatole. Se no. Prendo un alleato, Fede mi devi dire quale vuoi. No, beh... Io voglio questo. Lei okay. Vuole questo. Per me vanno bene entrambi questi. Forse, allora... Mundungus mi sembra meno interessante, ma se vuoi anche Fierabecco va bene. Semplicemente io ho più alleati che si butterà dove quindi forse per te è meglio questa, dici? Forse sì. Mundungus... È che Mundungus, finché non si hanno carte interessanti nel mazzo... Cos'è che fa? Pesca 2 carte e scarta 2 carte. Beh, però la puoi anche scartare e un eroe qualsiasi. Ma io non ho effetti di scarto. Questa è molto utile a Sara. No, lei scarta gli incantesimi. Anche a me, in realtà. Ti costringe a scartare una carta, ottengo... Beh, se vuoi prendere Fierabecco, prendilo pure. No, stavo pensando, se non togliervi dalle scatole, Wingardium. No, scusa, se no prendi questo e questo. Non la trovo. Io inizierei a prendere Wingardium e poi vediamo cosa esce. Cosa prendi? È vero. Prendere Wingardium e poi vediamo cosa esce. Sì. Magari tanto la metto qui. Ah, però non potevo più prendere una cosa da qua. Perché posso. Ah no, posso mettere in cima. Vediamo 3 monete. Magari siamo fortunelli. Sì, Errol, pesca una carta. Comprato. Non l'abbiamo neanche fatta vedere. Se scarti questa carta, tutti gli eroi pescano una carta. È una carta. Conto come ballato Weasley. No, no, purtroppo no. E riveliamo.
Vai. Remus Lupin ottiene un fulmine, un eroe qualsiasi ottiene 3, questo è figo. Ottiene 3 cuori. Questo entra molto bene in colpo col mio, cazzo. Allora. Ok, il mio turno è finito. Fede e 20 attrature. Mettilo lì. Catturati a un incontro dell'esercito di Silente. L'eroe attivo e i suoi vicini, quindi siamo io e Sara, rivelano ognuno la carta in cima al proprio mazzo. Se non abbiamo il mazzo... In che senso l'eroe attivo? L'eroe attivo e i vicini. Orco. Rivelano la carta in cima al proprio mazzo. Gli eroi che rivelano un alleato lo scartano e perdono 2 cuori. Non è un alleato, non è un alleato. Aspetta, perché manca Berni. È un alleato, lo scarto e perdo 2 cuori. Perdi 3. Più 1. Aiuto, sto morendo. 1, 2, ok. Sì, che ora di merda. Vede, perdi 2. L'ho fatto. Ah, hai fatto? Sì. Ok, a posto. Puoi giocare. Allora. Ed aiutami. Aiutami. Ci provo, allora. E la doccia in questo gioco non inizi neanche a giocare e le prendi. Sì. Allora, Mandragora. Non lo so. Ottieni 2. Grazie, visto che è il tuo turno. Facciamo vedere la Mandragora. Aspetta. Allora, puoi scegliere se la prima volta che un eroe ottiene più un cuore nel mio turno, puoi scegliere se ottenere un cuore o una moneta. Scelgo un cuore extra perché... aspetta, se un eroe ottiene 3 o più nel tuo turno, prende una... Pesca una carta. Pesca una carta, esatto. Grazie. Che combo! Come combo? Ma in realtà perché adesso gioco un alleato, con cui perdo un altro. Perché? Il resto avevo voluto perché perdi un giochi un alleato per allora posso dire perché perdi un punto vita per il Horcrux tutte le volte giochi un alleato perdi uno. Allora posso devo rimpolpare un po' di vita. Come rompiamo l'Horcrux? Tu hai un punto vita ulteriore in meno, quindi tu non hai contato l'Horcrux, anche hai contato solo Tiger e Goyle. Ma questo l'ho scartato, non l'ho giocato. Ah, è vero. E io torno a ottenere 2 punti ferita. Sì. Però uno perché Tiger e Goyle. Quando arriviamo a lanciare i dadi? Perché l'Orcus si fa quello. Quando arriviamo a lanciare i dadi? Sì, no, l'avevo già tolto. Quando arriviamo? A lanciare i dadi. Quando una carta io ho preso una carta che mi fa lanciare i dadi, che è il George Weasley, per esempio, mi fa lanciare un dado. Weasley fa lanciare i dadi. E allora ho ottenuto 2 grazie a questo, ma ho giocato un alleato. Una volta che giochi l'alleato nel tuo turno, dato che sono a questo, io e i miei vicini otteniamo 2. Minchia, 2 punti vita? Sì, 2 punti vita. E dato che un eroe, questa ho ricevuto più di 3 cuori, pesco anch'io. Ok, tieni conto vero. Che la prima volta che tu ricevi il cuore potevi ricevere un cuore in più o una moneta. Vero. Un cuore in più. Allora, anche tu puoi ricevere un cuore. Quindi Sara sono 3 cuori. Un cuore o una moneta. Cosa preferisci da te? Scegli il cuore, così peschi anche una carta. Ok. Vero. Di solito è... Sì, puoi pescare il tuo funziona carta. Così. Madonna. Esatto. Io vorrei essere a fianco cuore in più, pesco una carta. Io prendo il cuore e pesco una carta, ok. Sì, infatti, allora, c'è da dire, più faccio schifo, più se sono in mezzo, aiuto loro. Però tu ti proteggi contro l'arte oscura. Posso dire che Federico sta gongolando assai? Ma è l'unica cosa che fa il personaggio. No, è perché ci sono le combo. E quindi a Federico piace questo gioco. Allora, 4 Alobora. Bene. E una ricordella, sono 5 monete. Facciamo vedere la ricordella. Guarda la ricordella. Ricordiamoci della ricordella. Esatto. 1, 4, 6, 7. Come diavolo si uccidono gli Horcrux? Lanciando i dadi e ottenendo i simboli richiesti. Questi? Sì. Cuore... Quindi io mi sa che prenderò... Allora, fino a back è bello, ma mi sa che Remus ha più senso per il mio, perché da direttamente Ok, 3. Remus comprato. Quanto ti è costato? 4 e poi prendo la pozione per il succo. 4, te ne mancano 3. Okay. Esatto, e poi prendo la... Con cosa è stato sostituito? Flagrante, scegli, ottieni 2 monete, oppure scarta tutte le carte Hogwarts disponibili e rivelane di nuove. Questo permette di farlo più volte. Le carte Hogwarts sono queste? Sì. Tutte queste sono carte Hogwarts. Però 2 monete, di base non è male. Però... Hai preso la pozione qua. Devi farlo oppure... Silente. Aberforth. Aberforth. Scegli una delle due, ottieni 2 monete o scarti. Infatti mi sembrava stare sì, questa stessa. Sì, ma se io la scarto devo per forza ripulire. No, tu non scarti la carta. Dice, oppure scarta tutte le carte Hogwarts, è una scelta. Ah, ok, se scarto la carta l'ho solo scartata. No. 2 eroi qualsiasi ottengono ciascuno un fulmine, una moneta e un cuore. È interessante, Aberforth è forte. Aberforth è forte. Abercrombie. Ah,
Adesso mi aspetto anche la capra di Aberforth. Ok, io ho pescato 5 carte per concludere. Tocca a me, allora. Vaffanculo. Vuoi fare qualcosa prima? Puoi fare qualcosa prima? No. No. Mi spiace che non ho messo fulmini, ma letteralmente ho messo solo... Devo scartare cosa per non perdere cuori? In che senso? No, per non perdere cuori, non devi giocare alleati. Questo per ogni alleato che giochi ti fa perdere un cuore. No, questo c'era un lui può farlo. Io è una mia roba speciale. Perché lui se la difende. Se... All'inizio, quando tutti abbiamo perso due cuori, però potevamo scartare qualcosa. Lui ha perso solo uno perché aveva il mantello. Non lui. Era una cosa delle arti oscure. Non c'è più. Era un evento. Era una cosa del primo turno. Evento arti oscure. Oltre il velo, l'erativo e i suoi vicini perdono tre cuori. Meno male che vi ho salvato. Cioè, che o meglio, non Luca. Ma uno, tu hai fatto pescare una carta a tutti? Quante carte hai in mano, Sara? Sai? Sì. No, ha fatto pescare ai vicini. Perché mi ha fatto. Ah, è vero. Niente. Okay. Luca, hai appena perso tre cuori. Perché? L'erativo e i suoi vicini perdono tre cuori. Hai il mantello? No, e l'ho scartato prima. Hai la difesa contro le arti oscure, tipo... Ogni volta che l'evento arti oscure mi immagini devi stringere a scartare? No, hai perso tre cuori. Perdi tre cuori. Uno, due, tre. Vabbè... Per ogni eroe stordito da ciò... Sì. Per ogni eroe stordito da ciò, e anche Fede, per ogni eroe stordito da ciò, aggiungete un test al luogo aggiuntivo. Fortunatamente nessuno è stato stordito. Diciamo, dammelo qua che lo faccio vedere. Poi Sara, l'erativo perde due. Oltre il velo è stato proprio... Camisella, meno male che... A posto, puoi giocare. Ero morta, se non mi curavi. Non qui. Il problema è di questo passo, cioè... Non preoccuparti. Guardate che è un inizio allora, anche discreto, per la mia esperienza. Potevamo cominciare molto peggio. Questo gioco è così. Ci sono delle partite che non superi mai il primo luogo e partite in cui arrivi al terzo e muori. Scarto due incantesimi. Tutti gli eroi ottengono una moneta e una carta. Perché è la tua capacità. No, quale? E la mia capacità, la prima volta che peschi una carta, l'ho appena pescata, un eroe qualsiasi ottiene due cuori. Ora, allora, Luca è il prossimo, potrebbe valere la pena curare esatto, lui. Esatto, anche perché c'è Fede prima di me, magari mi cura di nuovo. No, in realtà fammi... Guarda che se ne esce uno che ti dà tre cuori giù e poi... E poi c'è questo... però potresti annullarlo. Prima di iniziare il tuo turno scarto una carta per pescare una carta eventi arti oscure in meno. Quindi io non pescherò, quindi perderò 1-2 per comunque a 2 se poi è il turno di Berli rischi di crepare. Valutate. No, vado a 3. Valutate. Sì, va bene, però. Comunque sarà sei tu che scegli. No, recupero punti vita, non preoccupatevi. Va bene, allora me li prendo io. Prendili tu. Poi, allora, quello lì costa 4. Qui ho... Che miseria. Questo l'ho fatto una volta per turno puoi scartare una carta, se lo fai pesca una carta. Minchia, mi ammazzo. Riesci a togliere l'Horcrux? Non ho in mano, guarda, non ce l'ho. Potrei arrivare a 7 monete. Non ce l'ho in mano. Allora, io quasi quasi le gioco tutte per le monete, ne prendo 7 così mi prendo questo e questo. Ok, cominciamo con quella che ti piace di più. Mi servono gli incantesimi da... Ok, cosa fai? Parto da questo. Parti da questo. Cosa fai quindi? Aspetta, no, stai giocando... Aspetta, gioco 3 di queste... Tre all'umora, per favore, sennò non si capisce niente in camera. Detto, un momento. 3 all'umora, 3 monete. Poi, spettroccoli, ottieni una moneta e posso rivelare la prossima carta. Ah, così capisco anche se scartare una carta o... Troll furioso, il prossimo re perde due cuori, aggiungete un teschio all'uovo. Quello che aggiungono i teschi è meglio che le... Però io la posso evitare di pescare, ma tu la puoi proprio eliminare. Eliminala. Cioè, no, la scartiamo. Sì. Vuol dire che anziché pescare, tu la pescherò io. Se applichiamo il tuo. Esatto, quindi è meglio scartarla. È meglio bruciarla, sì. Ok. Poi cappello di leone ottieni una moneta. Se un altro eroe ha una scopa o un'attrezzatura. Oh. No, l'ho usato. No, Regnone non ha scope. Tranne nel di dietro. Cosa? Nulla. È incredibile come non siamo riuscendo a non bruciarci la monetizzazione. L'hai appena detto. No. Allora, poi io pago 4 monete e mi prendo Edvige. Il gufo della Virginia. Vabbè. Il gufo della Virginia. Dopodiché è uscito l'inchiostro autocorreggente. Scegli un qualsiasi dado casa da tirare. Ecco, questi fanno tirare cose per questi. Però non ho 5 monete. No, quindi lascia prendo l'incantesimo.
flagrante è sempre un'ottima scelta. Descendo, ottieni due fulmini. Questo è forte, questo sì. Un po' io, sì. Vaffanculo. Luca, questa la monetizzazione. Quindi... Hai ragione. No, no, lasciala a me, gli incantesimi servono a me e a Sara. Tu comprati altro. Ho finito. Ho capito, ma cosa devo... Aberfort. Ancora, ma per cosa devo prendere? Firmetto. Ma perché non posso prendere... Allora, questa per me costa meno da prendere, quindi se volete la prendo io. Comunque, Sara, hai finito il tuo turno, peschi 5 carte, Luca tocca a te. Vuoi annullare la pesca dell'evento? Sì. Ok. Annullato. Quella l'hai visto cos'era. Sì, tanto lo pescherò io, quindi non è che cambia qualcosa. Allora, scarto una carta... perché prima di iniziare il turno poi scarto una carta per scarto un evento arti oscure in meno, quindi 0. Il relativo perde 2 arti oscure. Mars Morde a posto. A questo punto, ah no, aspetta, scartavo la cioccorana. Ok, perché così ottieni una moneta e un cuore. Perché quel cuore lo vai a perdere per colpa di Goyle. In che senso? No, l'arte oscura non fa scartare. No, questa qui l'ho scartata per il mio potere. Ok, scusa. E perché ce l'avevo in mano quella roba. Sì. Poi, gioco. 4 Lomora. Bene. E mi prendo 4 monete. Io mi compro l'incantesimo, vaffanculo, non me ne frega niente di te. Va bene, è un cooperativo. Ah, oppure mi do il diabete per un'altra. Ma quanto è fastidioso, tra l'altro, Harry Potter nel sesto libro. Ah. È veramente l'individuo più fastidioso. Aspetta. Quello a me costa uno in meno, se me lo lasci. Sì, ma allora tutto vuoi. Sesto libro, aspetta. No, gli alleati per comprarli. Il principe mezzo sangue, giusto? Sì. Che si fissa con Malfoy ed è veramente un disco rotto. Malfoy è lui, Malfoy. Basta! Hai rotto le... Beh, ma è sopravvissuto solo grazie al livello dell'eroe. Cioè, non è che... Se era per i cazzi suoi, cioè... Ah, non è sopravvissuto per la plot armor. Dopodiché, allora... Cos'hai comprato? Non ho ancora comprato nulla. Voglio se non è per ancora cerca di vincere la qua, Sara. La cioccorana? No, voglio mangiarla. Ci sono. Mi sa che mi prendo un Mandangus. Mandangas, allora. Sì. Tieni. Chi esce? 4. Nox è molto interessante. Tutti gli eroi possono esiliare una carta dalla propria mano dalla pila degli scarti. Però finché non abbiamo punizioni in realtà. E compro un'altra cioccolata. Perché la voleva Sara, bravo Luca. Se ve lo state chiedendo, sì, ci sono carte che costano uno. Dopodiché Edvige, gioco Edvige. Oh, è uscita, aspetta Luca, è uscita Ninfadora Tonks. Scegli, ottieni 3 monete, oppure 2 fulmini, oppure rimuovi un teschio dal luogo. Quanti fulmini? Cazzo. 2. È forte. Ottengo un fulmine grazie a Edvige. E lo posiziono immediatamente qua sul Harry e Edvige. Sul dissennatore. Ok. Oh, porca miseria ladra. Va bene, questo lo metto qui. Io pesco 5 carte. 1, 2, 3. Tocca a me. Si può chiedere cosa gli altri hanno in mano, giusto? Sì, tecnicamente possiamo saperlo. Ok. Un sacco di Alomora, un oggetto. Ottimo, e carta. Allora poi... Oblivion. Tutti gli eroi scelgono scartare un incantesimo oppure perdere 2 cuori. Tanto se scartiamo perdiamo 1. Allora. Però se perdo 2 cuori e vado a 3, se non muoio, solo... posso scartare una carta e ottenere un fulmine. Esiliare una carta dalla pila degli scarti di qualsiasi eroe. Cosa vuol dire esiliare una carta dalla pila? Togliere dal gioco. È brutto se non sono carte punizione. Le carte punizione quando vengono esiliate ritornano nel mazzo punizione. Allora scarto una Leomora. Io scarto una Leomora. Ogni volta che l'evento arti oscuro esatto. Malvagio ti costringe a scartare una carta, allora ottieni un fulmine e un cuore. Quindi io che non perderesti per tagare quindi, voli, quindi. Però fulmine. Io devo farlo perché se no rischio di perdere 1-2. Dissennatore 1-2. Se mi fanno perdere anche soltanto una cosa. Relativo perde 2 cuori. 1-2. Basta perché il resto non serve a niente. Allora, il dissennatore ci sta facendo parecchio male. Sì. E lanciamo una vada che davra la monetizzazione. Grazie Jack. Perché prendo il mio vaffanculo di prima. 1, 2, 3, 4, 5 Alomora. Aspetta, è il tuo turno? Sì. Hai tirato. Ah, quello è il tuo, sì.
Tante carte e abbiamo fatto pescare. Ne avevo 7 perché tutti fanno pescare. Ho giocato 4 più incantesimi, tutti gli eroi tengono la moneta. Quando hai fatto pescare tu? Tu non l'ho fatto pescare. Forse sei stato tu. Hai fatto pescare. Tu perché okay. Quando si tiene il cuore e poi forse anche io. Tu, non mi ricordo. Sì, sì. Allora sono a 3. Se hai giocato almeno 3 incantesimi in questo turno, tira il dado dei miei aiuti. Che dado è? Il colore rosso, sì. Sì, è rosso. E Grifondoro, ok. Devo solo ricordarmi. Dai, dai, uccidi loro. Oh, ma io avevo giocato Edvige, avevo perso un punto vita. Perdi un punto vita. Dai, ripeti che io ho un sacco di alleati da giocare. Allora, potremmo riuscire a sconfiggere l'Horcrux. Io posso ritirare una volta i dadi. Perché è il mio potere. Ah, sì. Il cuore sconfigge l'Horcrux. E tu va bene. Cosa otteniamo? No. Quando usi per sconfiggere, non lo usi per okay. Ma lo scegli prima o dopo che esca il simbolo? No, esce il simbolo e scelgo se usarlo okay. Oppure. Che ricompensa c'è? La ricompensa dice: se giochi due o più se giochi due o più alleati, un euro a qualsiasi te ne due cuori. Vabbè. Ah, l'Horcrux arriva a te. Cazzo, quella non mi serve. Allora, nuovo anello. Ogni volta che un eroe assegna due o più fulmini a un malvagio, quell'eroe perde due cuori. Che pezzo! Allora, prima di sconfiggere l'Horcrux. Adesso. No, no, ma si può fare, non è un problema. Cosa? Giocare retroattivamente? Oh, guarda che. Sì, sì, si può fare. Allora, perché in teoria tu potresti guardare gli Horcrux che ci sono dopo, Tipo quello dopo per capire cosa fare. Gioco subito Carcaroffe, così prendo due fulmini e li assegno a lui. Dopodiché mi prendo l'Horcrux. Non lo sconfiggiamo, purtroppo. Purtroppo non lo sconfiggiamo. L'anello. E fiabe di Beda il bardo. Tieni due monete oppure tutti gli eroi una moneta. Volete una moneta? Sì, grazie. Ma non so se ve la meritate. Io la sono presa. Cos'è che ha le favole di Beda il bardo? Sì, fammi qua. Fammi sparare, sì. Tutti gli eroi tengono una moneta. Ma questa sono stati costretti a fare... Sì, perché non... Ok, tocca a me quindi? No, non tocca a te, devo comprare, calmati. Inchiostro autocorreggente. È Hermione che prende l'inchiostro autocorreggente. Lo so. Ma scusa, ma hai rotto il cazzo per non prendere quello, adesso non lo prendi. Ma a me costa uno in meno. Prendilo, vai. Allora però adesso lo compro io. E vaffanculo. No, perché lo compro. Oh, Arabella Fig. Me ne frego. Che è una bella Fig. Oh, addio. Bella Fig. Un eroe qualsiasi tiene una moneta. Se scarti questa carta, tiene una moneta e due cuori. Per costare solo due. Per costare due. Gilderoy è molto meglio. Ho altre 4 schifosissime monete. Io direi che prendo Fierobecco. Ma non lo voleva Fede? Vabbè. Ci sono tante cose che posso volere. C'è Aberforth. Sì, ma Aberforth è tuo, Luca. Ma perché? Perché ho deciso così. Comunque, facciamo vedere Arabella Fig. È una bella Fig. E c'è Romilda Vane, nuova. Due eroi qualsiasi ottengono un cuore. Se scarti questa carta, ottieni due fulmini. Romilda. Quello potrebbe piacermi. Allora, io spero solo di non crepare adesso. Quella che ha tentato di avvelenare Harry con una pozione. Allora, Arti Oscure. Mos- no! No, 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 no. Mors Mordre! No, 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 muoio. No, forse vado uno. Calmati, una cosa alla volta. Evento Arte Oscure. Morde. Tutti gli eroi perdono uno. Aggiungete un teschio al luogo. Luca, aggiungi un teschio. Poi, ogni volta che morde, tutti perdiamo uno. Fede, poi perdi due. Basta. Io sono... Grazie che mi hai tolto l'Horcrux, se no mi uccidevo con qualunque cosa facevo. Curaci perché siamo in una situazione siamo tutti sull'orlo della morte. Allora, adesso tenete conto di quanti cuori state ricevendo perché è un po' difficile. A parte che dipende da cosa riesco a fare, ma allora partiamo con Dobby. Dobby l'elfo domestico. Ma perdi punti? No, perché non c'è più. Cosa meno fa? Male che cosa? Quando si segnano due più fulmini sì, quindi non possiamo più insistere sullo step. Però 3, 6, 7 ne basta uno su questo. Dobby rimuove uno da questo e pesca una carta. Esatto. Ok, rimuove cos'è che fa? Un teschio dal luogo. Già okay. Fatto. Aspetta, ogni volta che un teschio viene rimosso dal luogo, tutti gli eroi ottengono un punto vita. Olè, se siamo arrivati alla morte. Allora, la prima volta che ogni eroe ottiene il tuo turno, quindi tutti possiamo scegliere se ottenere un punto vita o una moneta. Perché? Ulteriore? Sì, perché è la prima volta che ogni eroe ottiene un cuore nel punto turno. Vita. No, hai punto fatto guadagnare un punto vita adesso. In realtà. E valuta col tuo potere. Ah, sì, perché certo. Tu ormai sei nel turno. Quindi. Sì, no, allora, così va bene perché adesso gioco
George Weasley. Prima se posso attivare questo e poi George, giusto? Puoi fare come vuoi. Ok, attivo George Weasley. Per prima cosa, ho giocato un alleato. Sono nella fascia bassa. Sì. Tutti ottengono altri due punti vita. Quindi ne ho ottenuti tre. Tre, esatto. Ma. No, sì. Le hai ottenuti prima anche uno in più. Esatto. Non si... continui a ottenere uno in più, è solo la prima volta ne ottieni uno in più. No, è vero. Questa ne della... ho ottenuto uno quando me l'ha detto lui. Adesso sì. Ho fatto niente. Adesso due devi ottenerne, non tre. Quanti, da quante hai riparato? Ok, apposta. Sì, sì, due. La è giusto, è giusto. Ok, sei. Però adesso siete tutti, ne hanno ricevuti... tre o più. Esatto. Quindi peschiamo una carta. Tutti? Sì. Sì, tutti pescano una carta. Ottimo. Minchia, che... mi sento di fare io le combo di merda. Beh, ma quella... Carabella, una mago no che prende a borsettate i dissennatori. Quanti... è una bella fig. Ma smettila! Ho detto fig! Poi gioco Rebus Lupin. Quindi... uno di questi. A me non curarmi più. Ok, se fai così si sconfigge subito. Esatto. Tutti gli eroi tengono due cuori, rimuovete un teschio dal luogo. Ogni volta che si rimuove un teschio, guadagnate un punto vita. Questo posso siamo... dire che ci siamo. Ci... lo riveliamo. No, alla fine del turno okay. Lo mettiamo qui in tanto. Ma non ho finito perché Rebus Lupin dà altri tre punti vita. Ha un eroe scelta? No, quello che ne ha meno è. Siamo. Beh, vai, non grazie. Non c'è altro che puoi fare. No, che combo bombo e poi un eroe ottiene. Lei, però non ti sei preso il fulmine. L'ha già usato. Messo sul disegno. Io ho messo quello. Con Oscar ottengo un altro fulmine. Allora posso dare full, ma Oscar direi è full. Ragazzi, è brutto. È meglio, non puoi perché non è rivelato. Ok, e Doyle. Tiger Doyle. Sai cosa ti dico? Sai che ma sì. Ci riteniamo lì, sono carini, non ci fanno niente. È una delle carte meno fastidiose. Allora, finché non abbiamo siamo la cosa che continuiamo a scartare tanto, però anche qui non è neanche quella cosa. È che sono tutti e due molto situazionali. Ok, e tre all'Omora. Oh, che strano, perché li metti lì? Scusate. Vabbè, non è che cambia così. E quindi sì, 5. Allora, non delle... ho in effetti... Ho Fede si sta divertendo come un bambino, sappiamo. Non è... Fede... Non so di che vedo la gioia proprio nelle combo bombo. Sai invece cosa vedo? Questo gioco nella libreria di Fede. Questo gioco? Nella libreria di Fede. Due rotti, ok. Caruccio. Assegno fulmine agli altri eroi che metteranno loro nel loro turno. Allora, sono tutti carini questi. Tonks non è male anche, Infatti sto guardando. Poi le cambiano anche di colore i capelli. No, è variabile. Cioè, no, Sift Tonks. Ok, e ho finito. Adesso però ti siedi. Storia di Hogwarts! Di nuovo. Adesso ve lo comprate voi, però. Cosa fa Storia di Hogwarts? Permette di tirare un qualsiasi dado a casata. Quindi mi sembra che il mio lavoro l'ho fatto. Per adesso io ho due carte che fanno questo, per adesso mi basta. Ok. Prendetevelo voi. Adesso rivediamo il nuovo. Nuovo malvagio. Ok. Attenzione. Nuovo malvaggio. Rita Skeeter. L'eroe attivo perde due cuori. I suoi vicini perdono figa, un è una versione. Cuore. Scusa! È una versione più stronza del baciamorte. Del dissenatore. Ma scusate, ma come? È la tra l'altro. Giusto. Tra l'altro, ogni volta che Morse Mordor o un malvagio vengono rivelati, tutti perdiamo un cuore. Quindi perdiamo tutti un cuore. Oddio, ho fatto un errore. Che errore? Ho pescato troppi alleati, li ho giocati tutti, adesso la pozione polisucco e non ho alleati in mano. Ho bisogno vabbè, di pescare. Magari Sara ci fa pescare carte. Sara, evento arti oscure. Scusate. Tutti gli eroi... Che cos'è? Veleno. Tutti gli eroi scelgono scartare un alleato o perdere due cuori. Non ho alleati, li ho giocati tutti. O perdere due cuori, io perdo solo un cuore perché ho il mantello dell'invisibilità. Allora io sceglierò di scartare l'alleato perché così ne perdo solo uno innanzitutto. E poi questo dice, se scarti questa carta tutti gli eroi pescano una carta. Ah, ancora gli alleati ce li ho tutti qua. Aspetta, quindi peschiamo una carta. Sì. Tu hai perso i cuori. Hai pescato la carta? Sì. Sei ritornata molto velocemente in basso, sbaglio? Sì. Ma anch'io sono. Poi Sara... l'erativo perde due, i suoi vicini uno, quindi Fede e Luca perdono un cuore. L'ho già fatto. Poi arti oscure già fatto, Morse Mordor siamo a posto, vai. Allora che Rita Skeeter di merda, ragazzi, è pesantissima Rita Skeeter, nel senso che è enorme. Io no, anzi è una bella donna. Sai che adesso non si può dire più grasso, è una bella donna. Una volta nel tuo turno puoi scartare una carta, se lo fai pesca una carta. Scarto sì. Il gufo.
Tutti gli eroi ottengono un fulmine. Oh! Peschi una carta. Si attiva il potere di Luna. Che un alleato tiene due cuori. A tua scelta, mi sembra forse meglio Luca che quello dopo. Sì, o Fede che è un po'. Però io in realtà con il ringraziamento del c'è un mantello. Allora meglio Fede. Prossimo turno me lo allora me vai Fede. Facile. Due cuori. Oh my god. Intanto al prossimo turno non farò le stesse cure, avviso. Vabbè. Poi, Molly, tutti gli eroi ottengono una moneta e due cuori. Ah, vabbè, minchia. Uno e due. Per fortuna che abbiamo tolto l'Horcrux che faceva perdere. No, mi sarei fatto tre danni soltanto da solo. Con tutti. Anzi, cinque con tutti gli eroi che ho toccato. Cappello leone, ottieni una moneta. Sempre detto che Rita è il peggior personaggio. Cazzo, mi ero dimenticato. Fred non ho tirato il dado rosso. Dovevi tirare il dado rosso? Sì. Ma doveva tirare. Tutti lui. Peschiamo una carta. Sì. Non potevo usarlo per fare questo? No. Non ci vuole il fulmine o la moneta. Sì. Ah, cioè doveva. Tutti peschiamo una carta. Scusate. Perché doveva tirare il dado rosso? Era scritto su Fred, me lo sono dimenticato. Però gliel'ha perché tirato gliel'ha tirato l'ha tirato Barney? Uguale, non è che cambia qualcosa. Perché Barney. Non è proprio uguale. Cioè l'energia che va nel dado e succedono le cose. Ormai beh, guardate. Tutti gli eroi dado. Allora rimettiamo via una moneta anziché la rimettiamo. No, perché avrebbe sconfitto quello. No, facciamo quindi peschiamo una carta e va bene. Facciamo una carta. Allora. Ancora incredibile. Ma adesso io l'ho presa la moneta del cappello leone o non l'ho presa? No, sì. No, perché no? Non lo so. Tutti gli eroi ottengono una moneta. Non c'entrava nulla, hai semplicemente pescato una carta in più. È che la stavo facendo e a metà di questa cosa non so. Ah. Forse l'ho già presa. Se un altro eroe ha una scopa o una torcia da Quidditch, ottieni anche un fulmine. Ricciocorno schiattoso, scegli ottieni un fulmine oppure due cuori. Un fulmine. Attenta. Occhio che se assegni due o più fulmini a un malvagio, perdi due cuori. Posso anche schiattarle uno. Sì. Vabbè, scusa. Cioè, non è che arriva con un mitra. Me lo dico, poi. Incantesimo flagrante. Ottieni due monete. Non voglio risciuffolare tutto. Sai che invece. Ma no, vaffanculo. Ma io le voglio quelle robe. Oh. Io voglio Romilda. Voglio bombare Romilda Vane. Perché tu non conosci le altre due carte. Incantesimi. No, due Alomora. Ah sì. No, scarti due incantesimi per fare il tuo. Tutti gli eroi tengono una moneta e pescano una carta. Mi tengo un alleato? Sì! Ottengono una moneta e pescano una carta. Ragazzi, questo gioco è fatto di combo. E poi è metto combo giù tre Alomora e prendo tre monete. Sono ricca, mi compro tutto. Puoi prendere, non prendere Romilda Vane, per favore? Perché la vuoi tu? Sì, perché va bene in combo con le cose di scartare carte. Ho 10 monete. Anche fig. Ma infatti anche forse la descendo da fulmini. Ottieni due fulmini, mi piace. Questo cosa fa? Lascialo perdere per adesso perché va ragione sull'esilio delle carte. Per adesso non serve. Ok, hai ragione. Allora, questo lo prendo. C'è anche il libro di Hogwarts. Che sì, ma chi vuoi tu? Fig e Romilda Vane. Tutte e due le vuoi? O a fine turno? Vanno bene in combo con le mie capacità di scarto. Nel tutto. Però se vuoi. Quindi posso segnare e poi giocare carte. Sì, ok, perfetto. Puoi fare come vuoi. Questo non è male comunque, Aberforth. Sì? Sì. È forte, Aberforth. Se no questo cosa fa? Ti fa lanciare il dado. Scegli un qualsiasi. Ah, però quindi anche tirare il dado non è male. Battute. Cosa dite? Prendo quella del dado? Credo che puoi prendere tutto. Quello che vuoi. No, ho 10 monete. Comincia a prenderne una. Inizia a prenderne una e vedi cosa esce. Hai ragione, allora prendo descendo. Paga descendo. Comunque descendo che fa due fulmini, proprio li facciamo scendere di brutto. Sì, dal cielo, cuore del cielo. Cosa è uscito? Ascendio! E cosa fa? Ottieni due monete, tu e i tuoi vicini pescate una carta, è bellissima tutta questa. Allora potrei prendere quella. Però ovvio che tu ragioni anche e da scartare. Non sì, ma le carte belle non devi scartare. Sì. Piuttosto prendi Nox e così la scarti, però adesso non puoi prenderla. E più che altro io ho 5 monete, se non prendo quella una andrà scartata. Quello sì. Capita. Anche a me è capitato. Però quella da scartare è meglio di no, perché è bella. Cioè, da due monete e in più si pesca la carta. Vabbè,
si sta concentrando sugli incantesimi. Se no, non la usi per scartare, la usi per giocare. Tutto lì, va bene. Sì, anche se gli alleati non. Cioè, nel senso. No, c'è anche la storia di Hogwarts, Aberfort, sono carine comunque in generale, poi c'è la fig. Qualcuno prenderà il libro sopra per te? Io ne ho già presi due, non lo prenderò. Allora prendo il libro. Tieni, librati. Magari aspetta, esce una carta da uno e quindi puoi comprarla. Non sono così frequenti, ma... Sì, il vecchio calzino. Lo prendo, calzino. Non so cosa sia. Sì, hai tu Dobby? No, ce l'ho io. Eccellente. Perché? Perché funziona una moneta. Se un altro eroe ha in mano un elfo domestico, ottieni due fulmini. Puttana. È un calzino potentissimo. Se scarti questa carta, ottieni due monete. Puttana, è fortissimo. È bellissima per una moneta. Testral. Beh, però è inutile se non c'è, se non ti vanno a scartare. Beh, ti dà comunque Testral. Tutti gli eroi scelgono, ottieni una moneta oppure due cuori. Ma cazzo, è potentissimo proprio con me. Allora, io Luca. Sono... Aspetta. Perché posso aspetta, scegliere. Aspetta. Ah, i fulmini. Uno, due, così tre. Non perfetto. Cuore. Non perdi cuore. No, in realtà... Va bene, pescala. Vai, gira. È una roba degli incanti, quindi la scartiamo. Bacio del dissennatore. Oh, l'erativo per i due cuori e tutti gli altri, uno. Io perdo solo un cuore. Perché è il mantello? Perché ho il mantello. L'erativo per i due i suoi vicini. Ma io ne perdo solo uno. Bastardo. non è scartato. Bastardo di merda. Oh, sei invisibile, non sei intangibile. Vai. Allora. Oh, io al prossimo turno vado giù di fulmini. Firebolt, uso, gioco Firebolt e ottengo un fulminino. Io direi che li distribuisco subito così poi non ci penso più. Tanto. Ok. Dopodiché. Sono un po' pavidi, però io li avrei segnati tutti lo stesso e avrei preso due. A metà vita, cioè... Pesca sfera di cristallo, pesca due carte e poi ne scarti una di quelle, una carta qualsiasi. Oh. Tutte le capacità che dicono pesca due carte e poi scarta una qualcuno carta. Ha bisogno di essere curato, Sara. Sì. Solo. Allora te. Pesco due. E io, sì, ma io meno, in realtà. Perché ha la plot armor. E scarto Mandangus Fletcher, un eroe qualsiasi ottiene due punti vita. Quindi ottiene due punti vita. Ma non è Mundugus. Mandangus. Ok, il trono dell'umore mi ha rovinato. Mandangus. Lo chiamo nel film è Mandangus. Mandangus. Poi, no, dice Mundungus. Quattro, chiediamolo alla chat. 4 alomora, e quindi ottengo 4. Alomorati adeguatamente. Adesso mi alomoro una gruppi. Senti, Romilda Payne una gruppi. Santo cielo. Edvige, gioco Edvige e ottengo 2 cuori. Aspetta. A questo punto spendo 3 e prendo Romilda Payne. Romilda Payne. Un'altra storia di Hogwarts. No. Mi prendo Arabella Fig. Costa 2. Prendo 2. È proprio a basso prezzo. Perché insomma è uscito Protego. Ottieni un fulmine e un cuore. Se scarti questa carta, ottieni un fulmine e un cuore. Costa 5. Cazzo, sì. Gioco la cioccolana. Tu la giochi che la scarpi. Sì. Gioco la cioccolana. Scelgo me. Allora, ottengo una moneta e un punto vita. Scarto il mantello dell'invisibilità perché devo, tanto ottengo una moneta, arriva 5 monete, scarto tutte e 5 le monete. Vuoi proteggo? E mi prendo ti vuoi proteggere? Ma è quello da scartare? Perché lo vuoi tu? Perché anch'io vado in combo con gli scarti, eh? È vero. Gratta e netta, ottieni un cuore, puoi esiliare una carta dalla tua mano o dalla tua pila degli scarti. Questa è la carta che ho preso di... proteggo. Beh, è fondamentale vedere la grafica di una. Vabbè, senti, ci sono sbattuti a farle. Potevano non farlo, cioè potevano mettere di nuovo altre immagini tristissime del film. Preferisco così. Allora, finito il turno, pesca 5 carte. Nuovo uno, turno 2, 3, 4. Crucio, ecco, cominciano un po' le cose fastidiose. L'erativo perde 1. Rivelate un evento aggiuntivo. In questo giro, sì. Il prossimo eroe perde 2. Puttana, aggiungete un teschio al luogo. Poi io perdo 2, Fede perde 1, Luca perde 1. Perché hai persi 3? Perché
Io sono un vicino di Luca. Sono vicino di Bernie. Quindi il prossimo è prende due più. È Leviosa! Non Leviosa! Ottieni che carta di merda che ho pescato. Ecco, inizio ad avere la necessità di Lialomora. Forse bisogna iniziare a. Allora prendi qualche carta che fa esiliare. A te servono, meno. Nel senso che preferirei avere gli altri. Allora posso mettere gli oggetti in cima al mio mazzo e. Gli oggetti? Posso mettere gli incantesimi in cima al mio mazzo. Aspetta, di cosa sono le carte? Wingardium, l'ho detto, Wingardium Leviosa. Poi per mettere gli oggetti sopra il tuo mazzo. Tengo una moneta e per mettere gli oggetti in cima al mazzo. E l'altro? E gira tempo, tengo una moneta, metto l'incantesimo in cima al mazzo, se voglio. Tutto questo sempre se voglio. Ok. Beh, minchia, ti crei questa combo sempre. Tergeo, ottieni una moneta, posso esiliare dalla mia mano una carta, non mi interessa. Poi ho tre Alomora, che mi danno ognuno una moneta. Ho giocato quattro incantesimi, tutti gli eroi ottengono una moneta. E pesco una carta. Comunque questo è come dovrebbe funzionare un gioco di combo bombo. Collaborativo. Sì. Non stiamo pensando io e Sara allo stesso gioco, vero? Beh, quello che ho portato io. Che inizia con L. Ah. Ne basta. La monetizzazione. Ottengo un fulmine o due cuori? Due cuori, dai. Cos'è che già hai giocato? Gratta Stink. Perché sennò non si vede più che altro. Sì, lo so, scusate. Gratta Stink è il gatto di Hermione, quello... Vaffancrucio, esatto. Vaffancrucio. Gratta Stink è un'altra ma cosa. Ma di Popcorn? Visto che l'abbiamo detto, facciamolo. Allora, scelgo un qualsiasi dato casata da tirare. Vogliamo far fuori questo Horcrux? Il prossimo dice, gli eroi non possono ottenere fulmine oppure monete nei turni degli altri eroi. Dobbiamo capire se fulmini o monete. Ok, fulmini è relativo, le monete possono essere fastidioso, però dobbiamo capire se cercare di sconfiggerlo adesso questo Horcrux. E che tanto dobbiamo sconfiggerli tutti. Probabilmente quindi... è meglio adesso perché il mazzo è piccolino, la probabilità che io ripesco una cosa che mi fa tirare sì, ancora il dado. Sì, anche perché io teoricamente potrei tirare fuori un po' di fulmini. Ok, quindi servono per sconfiggere questo Horcrux serve o un fulmine o una moneta, quindi è meglio che tiro o quello verde o quello rosso, perché quello verde ha 50% per i fulmini, quello rosso 50% per le monete. Okay. Tirerò quello verde. Non è uscito quello che voglio. Io ho il potere che posso ritirare una volta. Sì. Fulmine. Sconfitto questo Horcrux. Quindi hai sconfitto l'Horcrux. Il potere dell'Horcrux dice: una volta per turno puoi scartare due carte. Se lo fai, rimuovi un teschio dal luogo. E quindi. Non ha più due carte in mano. Non ho due carte. Ottengo due monete. O tutti gli eroi. Ma stai sconfiggendo tutti tu gli Horcrux. Ah, lui che tira i dadi. Sono io che tiro i dadi però adesso. Per adesso anch'io. Adesso anche tu. Ma cioè. Io con Fred però. 2, 4, 6, 8, 9. 11 monete ne faccio qualcosa. Beh sì. Volete, faccio, do a tutti una moneta o ne tengo due io per una volta? Parlo da te. Vabbè. Se ti servono. Sì. Allora io ho 2, 4, 6, 8, 10. Adesso che c'è il nuovo Horcrux non ci puoi più dare monete. Tra l'altro. No. Quindi però io posso ancora farvi pescare una carta. Sì, pescare carte sì. E anche i cuori si possono tenere. Allora, 11 monete. Io prendo Ascendio. È un incantesimo, lo metto in cima al mio mazzo. E costa 5. Perché? Spiego. Perché ho giocato prima la carta che mi dice che posso mettere l'incantesimo in cima al mazzo. Poi abbiamo rivelato Locomotor. Tu e i tuoi vicini ottenete una moneta. Locomotor. Pier totum locomotor. Tu e i tuoi vicini ottenete una moneta. Puoi muovere una carta dalla tua pila degli scarti alla mano di un qualsiasi altro eroe. È molto meno bello di quello che sembra. Non ho capito, cos'è che fa? Tu e i tuoi vicini ottenete una moneta. Puoi muovere una carta dalla tua pila degli scarti alla mano di un altro eroe. Però ti togli carte dal mazzo, non è particolarmente interessante. Io quello del dado casata ve lo lascerei a voi stavolta. Quasi quasi mi mangio un Testral. Non mi dispiace mai, ma ascolta. Oppure mi mangio Aberforth. E preferisco si prendi Aberforth rispetto 2, 4, 6, o se no vi tolgo dalle scatole Nox. Ma la Nox non è interessante, qual è? Cosa? Nox. Ma costa 6 e non fa cose particolarmente interessanti. Non mi ricordo più. Tutti gli eroi possono esiliare una carta dalla propria mano o dalla propria pila degli scarti. Ah, okay. No, non mi interessava. Okay. Ve lo tolgo dalle scatole così. Se servirà in futuro, ce l'abbiamo. E lo metto negli scarti. Questo non me lo metto. 2, 4, 4, 5, 6. Ho speso tutte le monete che avevo. Ok, cosa si rivela? Riveliamo. Engorgio.
tutti gli eroi ottengono una moneta, pesca 6 carte invece di 5 alla fine del tuo turno. Puttana. Ah, bello. Questo è bello. Ma... il linguaggio. Scusa. Ah, devi assegnare questa. Però non possiamo dare le monete finché non uccidiamo quello. Ok, e adesso sì, non possiamo più dare monete nel turno degli altri. Ok, Luca, quindi vediamo se io crepo o aspettiamo che tornano tutti. Stavano bruciando i popcorn. Chat, stavano bruciando i popcorn. Perché Luca ha usato incendio senza controllo. War demonio. Vediamo se io muoio. Sec tu sempre. No! Cosa ha fatto? No. Ma Fede, vai Federico, leggi per carte che non sono nemmeno il peggio che c'è nel mazzo. Sì, no, è peggio, è terribile nel mio turno. Sì. Tutti gli eroi perdono due e non possono ottenere cuori in questo turno. Quindi tutta la mia combo è morta. In questo momento sì. In questo momento io non servo nulla. Perdono due punti vita. Ma quindi non puoi curare neanche te stesso? Ma tra l'altro... Le task hitter e sono a uno... Sara, perdi un punto vita. Però no, ne ha già persi due. E anche le task hitter. E non potrò fare assolutamente nulla. Ma come non puoi tenere più? No, no, sì, non potrò fare nulla per aiutare voi o me stesso. Vabbè, o prima o poi... No, dico, tra tutte le... Perché letteralmente io volevo andare basso perché così facevo cure a giro. Però a questo turno non farò nulla. Cazzo. Va bene, allora. Quanto gli rode? Un po' sì. E minchia. Un po' sì. Tra l'altro verrai stordito al turno di Sara. Sì. Lo so. Oscar. Ah, avrei giocato un alleato. Il cazzo. Fatto tutti gli eroi. Neanche i miei alleati io magari mi posso curare. No, nessuno può guadagnare cuore in questo turno. Tu sembra. Va bene. Di servirti dei miei incantesimi. Sì, sarebbe stato buono se sei stata al sono io livello, così potevo guardare la carta verde. Perché a Luca non serve mai. Vabbè, comunque. No. Oscar e pozione poli succo, vuol dire che ottengo due fulmini. Sì. Mandragola, ottengo un altro fulmine. Ma se ne dai più di due allo stesso. No, è andato via l'Horcrux. E adesso cosa su come subiamo danni? Gli eroi non possono ottenere fulmini oppure monete nel degli altri. No! Oppure monete, quindi se uccido di taschite in questo turno, tutti gli eroi ottengono tre cuori. Lo so, ma fallo, perché sennò tu muori e comunque Vabbè. No, comunque moriamo lo stesso perché viene rivelato un malvagio, è molto probabile che schiattiamo che lui schiatti lo stesso. E allora Falla fuori. E sai cosa? Io se non muoio posso curarti due cuori. Però rischi se, perché se o se no, Fede, puoi vedere che tanto schiatterai lo stesso di darli a lui che siamo quasi a 7, possiamo fare fuori anche il mangiamorte. Però è peggio Rita Skeeter. No, faccio Rita. Ok, sono 7? Sì. Si sconfigge subito, tutti gli eroi si curano, non possiamo. Caputtana, che fastidio. Poi ricordella una cosa, 4 Aramora, altri 2, 3, altri 4. Quindi ne ho. Comunque Luca ha messo i popcorn nella padella e poi se ne è andato in bagno, senza mettere il coperchio. Ma cosa vuoi? Ma poi non sputtanarmi davanti a tutti! Beh, non è che ci sia molto da sputtanare. Mi prendo. Hai ragione. Mi prendo il Trestal, rivelo questo. Testa rimpicciolito, tiri due fulmini, se sconfiggi un malvagio tu e i tuoi vicini ottenete una moneta. Cos'è che è? Testa rimpicciolito. Sai quella che c'è nel nottetempo? Ah sì, quella che è completamente inventata dal regista. Ma è bellissima. Damn! No, ma c'è la mossa! Qualcuno vuole Aberford? No. Il silente scarso non lo vuole nessuno. Ma non è vero! Il silente capraio lo voleva. Immobilus, ottieni un fulmine. Se sconfiggi una creatura, rimuovi anche un luogo, un teschio dal luogo. E niente, quindi questi vanno qua. E io. E aspetta. Morirò male. Allora, riveliamo il nuovo malvagio. Oh no, gli eroi non possono tenere cuori. Punto. No, ma è follia. Non ci possiamo curare, ma moriremo per forza. Bisogna ammazzarlo. È follia sta roba. Allora, è stato rivelato un nuovo malvagio. Tutti perdiamo uno. Fede, sei stordito.
scarti la metà delle carte che hai in mano. Dovrebbe aspetta, essere 5. Tutti scartiamo uno per quale carta? Per questo. Lui. Mangia morte. Mi togli un cuore. Togli un cuore a Luca. Scarti metà delle carte che hai in mano a tua scelta. Lui. Aggiungiamo un teschio al luogo. Ah. Sì. Io nel mio turno in realtà mi potrò guarire, credo. Non no. Puoi, c'è Ferrir Greyback. Non posso permettere. Ignorare il potere di un di un malvagio. Ottimo. Sono bruciato. Però t'arma. No, però meglio mettere due ciò per allora, così. Weasley mi serve. Dobby serve. Sara, evento occhi oscure. La metà no. Per difetto per... Per difetto. Perfetto. Al culo glielo mora. Sara, l'eroe attivo perde un cuore. Aggiungete un teschio al luogo. Aggiungete un teschio al luogo. Cos'è che è successo, scusa? L'eroe attivo perde un cuore. Aggiungete un teschio al luogo. Allora, ma per cosa? Per l'evento occhi oscure. Leggilo! Ma l'ho letto! Mani della gloria! È quello che dice! Ma non è che posso farlo vedere, non ci arrivo. Porca miseria. Mano della gloria, ma Gloria è una signora. Allora. Hai scartato no? Morse Morden non è a posto. Severo Fulmini, ma ricordiamo che non possiamo dare fulmini agli alleati. E nemmeno cuori in non realtà possiamo... adesso. O fulmini. Ma neanche se o stessi. Monete. No, né fulmini né monete. In questo momento gli alleati non possono ottenere nulla da noi. Scarto due carte. Tagno le carte. E tutti vero, pescano una carta. Sì. Io tengo anche una moneta. La moneta la posso ottenere io, giusto? Fede. Non sì. Posso. Ok. Pesca una carta, Fede, questa è utile. È per quello che l'ho fatto. Un altro rumore. No, tu torni full alla fine del suo turno. Posso. Ma quello è un po' continuare. Una volta nel tuo turno puoi scartare una carta, se lo fai ottieni un fulmine ed esilia una carta nella pila degli scarti. Se vuoi. Anche se in realtà qualcuno mi fa perdere i punti vita. Se voglio posso anche non farlo. Sì, puoi anche non esiliare. Ho bisogno di perdere punti vita. Allora io scarto questa carta e ottengo questa. Luca, tu volevi esiliare una tua carta? E non ne ho però qua. La pila degli scarti. Qualcuno vuole esiliare delle carte? No. Fammi esiliare una lomola. Se vuoi puoi farlo. Mettilo capovolto sotto qua, perché comunque sono dei personaggi. Ok. Vabbè, mi sono presa un fulmine. Poi faccio Riccio Corno Schiattoso, tieni un fulmine. Ferri un pezzo di merda. Spettroccoli, ottieni una moneta. Beh, è letteralmente Ferri il culo grigio. Dai, schiena grigia, dai. No. Ho gli spettroccoli, posso vedere la prossima carta. Sì. Arti oscure. Evento. Morse Mordre. Bene. Tutti gli eroi perdono un cuore, aggiungete un teschio. Rimuovilo perché ne perdiamo due. Perché è Morse Mordre. E poi faccio Descendo. Ottieni due fulmini. Minchia, li metterai male. E io direi... Cioè, adesso non abbiamo più la cosa che... tutti qua, allora. Perché quello... No, no, è quello che... Ok, ho fatto questi, li metto qua. Ah, devo... Aspetta, vabbè. Pensate se Ferri capita all'inizio. Cosa c'è da tre? Ci sono quei due incantesimi. Locomotor, te lo sconsiglio. Io tra l'altro pulirei questa roba, la cancellerei. Cioè, ma non ho la carta, comunque. Non serve. Una volta possiamo farlo per ma partita. Non voglio farlo, voglio vedere cosa suo. Ok. Qual Leggine? È lo locomotor è quello che sconsigli. Tu sì. Hai vicino, ti metti una moneta, puoi rimuovere una carta dalla tua pila. Cioè, te lo sconsiglio, ma visto che tu puoi scartare due carte per far pescare, potresti comprarlo. Io non lo comprerei mai perché io non ho la capacità per far scartare. Immobilius, ottieni un fulmine. Se sconfiggi una creatura, rimuovi anche. Beh, questo non è male. Immobilius. Quello è forte. Io lo prendo. Costa 3. Se no, questo cos'era? Gratta e netta, ottieni un cuore. Puoi esiliare una carta dalla tua. No, non mi interessa. Prendo questo. Spendi Tergeo. E basta, non e puoi. Basta. Tergeo dà una moneta e permette di esiliare una carta dalla propria mano. Se è un oggetto, peschiamo una carta. Ok. Allora, ma... nessuno peschi l'evento. Lo eviti? Sto pensando. Allora, sono qua, guarda in mezzo. Prima di iniziare il tuo turno, scarto una carta per pescare un evento, arti oscure in meno. Okay. Scarto la cioccolana, ottengo una moneta e un cuore, ma il cuore non posso perché non possiamo, perché c'è un grandissimo stronzo.
Allora, a questo punto subisco danni, ma non subisco danni. Da cosa dovresti subire danni? Da niente. Sì, da nulla. Esatto. A questo punto vado a... Troppo... gioco proteggo, ottengo un fulmine e un cuore, ma il cuore non posso. Alomora, 4 alomora, prendo 4 monete. 4 monete, 1, 2, 3, 4. Allora, assegno il fulmine a Graeme, così non ci pensiamo più. Se non l'ammazza bene, al mio turno è morto. E quindi in realtà forse posso anche... Sarà morto lo stesso. No, puoi eliminare una carta dalla tua mano o dalla tua pila degli scarti. Puoi esiliare. Grazie, Neppa. Spendo. È bellissima quando ti sdrai sul tavolo. Scarto 2. Sempre critica, eh? Incendio, ottieni un fulmine, pesco una carta. Questa è figa. Hai detto dormi come un ragno morto. Scusate, ma sì, mi sono svegliato stanotte ed era così. Cioè, sembra veramente il ragno che quando muore fa... Luca, queste cose non bisognerebbe dirle a tutti, comunque. Ma lei ha iniziato! Ah, ma tu hai finito. Figo. Finite. Finite. Rimuovi un teschio dal luogo. Beh. Cazzo, quello serviva a me. Perché va in combo con la mia. E non hai altre monete? No, le ho spese tutte. Ah. Ho preso incendio. Tieni, no, tieni, nel senso, sto per morire. Siete pronti? Oddio. Tutti gli eroi con il valore di salute più basso perdono due cuori. Io sono a tre. Io sono tu sei a dieci. Due. Perdo due cuori, stordita. Teschio a luogo. Se questo effetto stordisce un eroe, aggiungete un teschio aggiuntivo. Allora, stiamo per perdere contro il collo. Se riusciamo a arrivare al mio turno, ne tolgo qualcuno. Allora, beh, cos'è che devo fare? In realtà anche se riesce a ucciderlo... La metà delle carte per difetto. Quindi due. Scarto due a Leomora. Non hai nulla che scartandolo ti fa... No, torni a 10 alla fine del mio turno. Sì, poi perderesti due per colpa di Goyle, ma però... Ma dato è già zero. No. Ma scusa, vado a 10, no? No, alla fine del mio turno vai a 10. Vuol dire che non puoi perdere altre... Metti che ci sono altri effetti che ti vanno a togliere. Esatto, tipo questo. Questo lì. Mm-hmm. Allora, io scarto due carte, se lo faccio rimuoviamo un teschio dal luogo. Cosa cacchio, però sono... Scartare o... Cioè, scartare rimosso dal gioco? Non è niente che va in combo con... Sì, una ce l'ho con lo scarto, l'altra è una lomora, non giocherò tre incantesimi probabilmente questo turno, pazienza. Ma tanto non puoi darci... Se scarti questa carta, tutti gli eroi pescano una carta. Oh, minchia. Quindi rimuovi un teschio dal luogo. Tutte le volte che rimuoviamo un teschio di lavoro tutti guadagniamo un cuore, ma non possiamo. Non possiamo. Allora, due alomora, ottengo due monete. Un ascendio, ottieni due monete, tu e i tuoi vicini pescate una carta. Quindi io, Fede e Luca. Porca miseria, no! Ragazzi, inizio ad avere una mano enorme. Oh! Ho il martello dell'invisibilità. Hai una mano enorme, sai che pip che ci tiri. Salutiamo la monetizzazione. Anche questa volta. Umorismo da quarta alle vita. Ce l'avevamo fatta. Pippe! Pippe è la, sono le signore che si chiamano Filippa e sono le pippe. Mm-hmm. Pensavo le femmine di Pippo. Una lumora. Un'altra moneta. Perché Pippo è una specie adesso. Scegli un qualsiasi... C'era un'avventura dove va nella terra di Pippo. Madonna. Inquietante. Vedi, visto? Inchiostro autocorreggente, scegli un qualsiasi dado casata da tirare. Allora, quello ha bisogno di due simboli. Quindi, cominciamo dal fulmine. Lo ritiro. Fulmine. Lo ipotechiamo così. Ma quindi ogni volta che rimuoviamo un teschio dal luogo riguadagniamo punti vita? Luca ce lo fa. Ma non possiamo perché c'è Greyback. Esatto. Lascia. Igor Karkaroffo, ottieni due fulmini. Bastano per ammazzare Igor Karkaroffo? 2, 4, no. No, siamo a 5. Vabbè, arriviamo a 6. Vabbè, meglio che niente, effettivamente.
Vai. Mettiamoci sulla strada della sconfitta di Greyback. Greyback è veramente... Scusa. No, no, finito! Scusa. Se hai giocato almeno 3 incantesimi in questo turno, tira il dado Grifon Cacco. Tutti ti diamo una no, lo ritiro. Tutti peschiamo una carta. Oh, oh! Sì! No, pesca 2 carte e poi scarta una carta qualsiasi. Allora. Non ho più il mazzo. Hai giocato Fiero Becco. Fiero Becco, sì. Non devi dare per scontato perché Fiero Cacco. Non si vede nulla lì. Pesca 2 carte, poi scarta una carta qualsiasi. Se scarti un alleato ottieni 2 fulmini, scarto un alleato ottengo 2 fulmini e guardate che alleato è Errol. E quindi? Tu se scarti questa carta tutti gli eroi pescano una carta. Wow! Sono il in combo! Calzino. Sono entrato in combo, signori! Sì. Otterrò 2 fulmini. Allora, non devo giocare. Non devo giocare adesso. Sì. Se un altro eroe ha in mano un elfo nel tuo turno, lui dice adesso. Gioco un altro Alomora, ottengo una moneta e ho grattastinchi. Potrei prendere un altro fulmine. Ma quasi quasi mi curo di 2. Non puoi. Ah già, scusami. Scusa. Posso. Eliminiamo. Ricompensa. Vorrei... Tutti gli eroi ottengono 3 cuori. 1, 2, 3. Rimuovete 2 dal luogo. Ma non possiamo prendere. Aspettate, altri 2 cuori. 2 cuori per il mio possiamo, potere. Possiamo prendere 3 cuori? Tu sei già a 10. No, tu sei a 0, non puoi. Sì, ci penso io. No, no, ma. Ah, Luca, anche tu, mi sa. Non è tutti gli eroi? Sì. Anche tu. Ma scusa, io. La mia cosa si possono teoricamente ricevere cuori anche se sei al massimo, giusto? No, se sei al quindi massimo. Per il mio coso non posso dare farmi pescare carte. No, esatto, esatto. No, peccato. Ho un altro fulmine, beh, lo diamo. Te devi essere menato. Il mangiamerda. Perché avete messo un tocco di fulmine qua sopra? Perché ha tirato il dado. Ha tirato il dado, ma ci vuole un altro simbolo per uccidere. Ma cosa ti serviva? Per i fulmini? Ma tanto lo deve. No, in realtà lo scarta comunque. Per togliere. Non puoi tenerlo in mano. No, non posso tenerlo. E comunque mi devo togliere cose da luoghi. Quindi te torni 10. Ok, adesso tutte. Però adesso posso curare. Non c'è bisogno. Allora, io comprerò. Fede, non bene, non è il tuo momento. Aspetta, adesso pescheremo. Beh, hai fatto 2 turni. Ascolta, adesso pescheremo Avada Kedavra che ti fa perdere 3 e poi pescheremo Ardemonio che fa perdere 3 a tutti, così vabbè, curare, quindi, va bene? Finisci il turno. No, io stavo pensando di comprare Ingorgio. Ma Ingorgio, non so. Mai tra l'altro. Ingoio, sto pensando di comprare. Però sì, dai, Ingorgio. Tra l'altro adesso siamo all'Horcrux. Fred Weasley! 3. Il medaglione di Salazar. Questo gioco però è lunghissimo. Potenzialmente effettivamente è bello, è veramente tanto lungo come gioco. Siamo lenti. Vabbè sì, siamo ancora cercando di capire. Allora, carta. No, prima si rivela il malvagio. No, è vero. Sara, vai a 10. E il malvagio? Tutti vanno a 9. Scusate, ho sbagliato. Ah. L'ungaro spinato, porca. Usti. Ma sono in ordine di bastardaggio? No, sono casuali. Ah, tutti andiamo a 9 perché è stato rivelato un coso. Sì, tutti prendiamo uno. Agli altri malvagi creature non possono venire assegnati i fulmini. Ah, è quello da 10 cuori. Dobbiamo uccidere prima lui per prima di uccidere gli altri. Lo so, gli altri malvagi. Tirate il dado. Ah no, tiro un dado, ok. Rimuovo un coso dal luogo, va bene. Fede. Okay. Dagli e menagli. Certo che questo in combo con l'Horcrux di prima, quello che più di 2 fulmini assegnati. E in combo con Fenrir. Madonna. Oh, succedono. Quando succede si perde tipo un luogo a turno, è una roba devastante. Allora, infatti siamo fortunati. Partiamo dal Weasley. Hai peccato mamma Weasley? Io ho tutto, io comunque ho tutto il mio mazzo in mano. Tutti teniamo un cuore. E dato perché? Perché ho giocato Weasley, cioè mamma Weasley in mano lei, sua. Quindi tutti otteniamo il cuore, quindi tutti possono pescare una moneta. Gli eroi non possono tenere monete negli turni degli altri. Oh. Ah, però loro scelgono, o proprio nel turno degli altri. Nel turno degli altri eroi, niente. Tengo solo io una moneta. Però tengo un fulmine e tiro il dado rosso. Tira il dado rosso. Sì, salvo cuore. No, allora, sì, salvo cuore, sconfitto l'Horcrux. No, figo. Ottieni l'Horcrux. Una volta per turno, leggi. Puoi scartare una carta se lo fai... Una qualunque carta? Una carta.
Se lo fai? Se lo fai, rimuovi un luogo. No, aspetta, tiro il dado verde, scusa, tiro il dado verde. Rimuovi un luogo, abbiamo perso un luogo. Il prossimo è la coppa. Aia, quello è veramente un palo in culo. Allora, la coppa. All'inizio di ogni turno rimuovete un fulmine da tutti i malvagi. Questa è una creatura, però, eh. Quindi quella... Ho capito, ma quelli abbiamo iniziato a menarli. Vero? Sono... Che brutto. Che cattivo. Ecco, gli orcus sono in ordine di bastardaggine, sì. I primi sono più facili. Allora, io faccio accoppiare Romilda Vane con Edwige. Smettila! Allora, Ninfadora... Hai queste cose zoofile, basta! Scelgo per ottenere due, ma poi uso la pozione polisucco con cui ottengo altri due fulmini. Tra l'altro tutti quei fulmini stai per fargli una bada calara. Dobbiamo prima saccagnare sì, questo. Sì, tanto gli resto per mettere 5 in faccia. Sì, ma... Da face! Anzi, 6. Gioca Remus Lupin, devi sempre dire come vero, gioco Remus Lupin. Gioco Dobby. Rimuovo quindi da un luogo. Tutti guadagniamo un punto siamo vita. Siamo già full. E pesco una carta. Hai un'attrezzatura da 15, ma... No, tutto. Aberforth Silente, due hai eroi qualsiasi... Ma non ho attrezzatura ragazzi, da 15. Due eroi qualsiasi ottengono un fulmine, un cuore e una cosa. No, no, uno. No, due eroi qualsiasi. Devi scegliere quale. Due fulmini. Aspetta. Tu? Vabbè, io, perché così... io sono dopo di Sara, così. Cerca di ucciderlo più velocemente possibile. Anche la moneta. Adesso si può perché l'Orcus è stato sconfitto. E basta? Sì, sì. Il cuore è un cuore, ma tu sei il massimo. Allora, in realtà a me giocherò due alla mano così tengo due monete perché mi prendo giusto il libro e poi scarto una carta per giocare il dado verde. Perché scusi il dado verde? Ah, per l'Orcus. Sì, in questo modo... Allora, non è il dado giusto. Vabbè, per quello. Vediamo però... cosa esce. Moneta? Moneta, perfetto. Io tirerò un dado dopo. Bene. Ok, e qui assegna con catapulta. Trago di merda, ho il potere di Neville. Ma poi io ma devo lanciare razzi. Io ho mandato contro metà ordine della Felice. Cioè... Quanti sono? Sette. Cioè, ho giocato 7. Giorgio, Ninfadora, due Ninfadora fatto, Rebus, Dobby, Aberforth. E non so come fare a scagliare i fulmini però perché non te ne ce l'hai una storia di Hogwarts che ti fa no appunto lo sto per prendere è una buona idea nessuno ha elfi domestici in mano e purtroppo no. No cos'è che esce? Arresto momentum rimuovi un teschio dal luogo e esilia una carta dalla tua pila degli scarti se scarti questa carta esilia l'evento arte oscure in cima al mazzo quindi è finito? Ti senti solluccherato Sara. Purtroppo non ho il allora, evento. Evento. Colui che non deve essere nominato. Aggiungete un teschio al luogo. Ah, basta? Sì. No, basta. Aspetta, l'Orcrus cura tu. Ah, già. No, non questo. Non e questo. Due. Esatto. Sa. Allora, io come prima cosa tiro il dado. Storia di Hogwarts. Scegli un dado qualsiasi da tirare. Scelgo quello che ha più cuori. Cuori giallo. Tutti, beh, una carta tutta, dai che mi manca una carta e ho pescato l'intero mazzo. No, hai un po' di scarpe. Allora, se... una volta per tutte. Dov'è la carta che hai appena usato? Dove hai messo la carta che hai appena usato? Cosa ho usato? La storia di Hogwarts. Dove l'hai messa la storia di Hogwarts? Mettitela da parte. Aspetta, però è iniziato il mio turno, ma abbiamo fatto la cosa dei cattivi. Già fatto, sì. Non ti hanno fatto nulla. Ah, ok. E prima ci hanno menato questo drago. Minaccia, ma non fa nulla. È arrivato qua. Ah, e noi. Ah, vado a credere. Faccio una volta nel tuo turno puoi scartare una carta. Se lo fai ottieni due. Scarto il gufo. Se della scarti Virginia. Questa carta tutti gli eroi ottengono un fulmine. Che sto drago lo stiamo. questo drago non dura l'altro. Si sta cacando sotto. Ci stiamo cacando sotto. Nessuno ha elfi domestici neanche nel mazzetto di qua, quindi no, è l'unico che è uscito di elfi domestici è Dobby. Beh, c'è Dobby e Creature, sono due. E basta, sì. Non c'è la... Winky non c'è. No, Winky è morto. Non è che non, credo, era viva. Non credo che ci sia Winky, nel mazzo. Perché non c'è nei film. Posso spacciare una mandragola per il domestico? No.
Smettila di fare il power play. Allora, io potrei fare un'azione poco vantaggiosa per me per poter pescare una carta e far ottenere due cuori a qualcuno, ma non mi pare il caso di farlo. Perché siamo tutti full. E allora vado in ordine, semplicemente. Cappello leone, ottieni una moneta. Abbiamo una scopa? No. Ragazzi, ho tutto il mazzo. Attrezzatura da 15? Ah, niente, Luca c'ha tutto il mazzo in mano. Dai Luca, con tre carte potresti arrivare a zero. Però aspetta, potresti avere una scopa là sopra? Forse sì. Allora, aspetta. La moneta l'ho già presa. Aspetta, te lo dico subito, Sally. È l'ultima carta. Allora io scarto due incantesimi rinunciando a due monete. Tutte le volte tengo una moneta e pesco una carta. Per pescare una carta e prendere, tutti prendete una moneta. Ah, ma anche gli eroi. Tutti gli eroi ottengono una moneta e pescano una carta. Esatto, è quello che ha detto. Ho la scopa. E ho pescato l'intero mazzo. Ottengo anche un fulmine. Oh. E sarà morto il drago. Poi, sì. Molly Weasley. Tutti gli eroi ottengono una moneta e due cuori. E tanto non c'è altro. Va bene, una fare. Moneta. Ah, io così ho quello di prendersi Fred, perché comunque vanno in combo con... Magari lo prendo io. Vecchio calzino, posso... Posso ottenere una moneta, oppure se la scarto ottenerne due, però per scartarla... Devi avere una capacità che te la fa scartare. Questo è una volta per turno, questo sono gli incantesimi, quindi una miserabile moneta. Una miserabile moneta. E poi una Leomora, una miserabile moneta. Allora... No, devi finire il turno, Luca. Aspetta. Vai Sara, uccidi il drago. Lunga lo spinato è durato un turno. Tirate il dado mostro dei mostri. Oh. Rimuovete un teschio dal luogo, ci curiamo tutti di uno. Se non serve a nulla. Peschiamo tutti due carte. Non ne ho. Rifate il mazzo con gli scarti. Con gli scarti. No, quelli non sono ancora. Scusa, ma io... Quanto durerà il turno di Luca? Cosa c'è? Non ho capito. Sara, io ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Adesso esce la carta, prendete un punto vita per ogni carta che avete in mano sopra i 5. La ignoro. Quindi prendo una carta in mano. Che plotano. Si vede proprio che sto giocando a Harry Potter. È la mia mano. Ah. Posso giocarla, giusto? Che cosa? La carta che ho appena pescato, certo. Per il tiro dei... Sì. Ah, due carte. Due carte. Un'altra è Leomora. Non posso tenerne perché comunque... Non te le terrai. Allora, scarto due e prendo altre due monete. Vai, paga, compra. 2, 4, 6, 8 monete. Cosa c'è? Adesso un momento, rimuovi un teschio da luogo, esilia una carta dato prima degli scarti. Se scarti questa carta, esilia l'evento arti oscure in cima al mazzo. Tergeo ti dà una moneta e ti fa esiliare una carta dalla tua mano. Testa rimpicciolita ti dà due fulmini. Se sconfiggi il malvagio, ottieni tu e i tuoi vicini anche una moneta. Questo lascialo a me o a Luca. Okay. Così abbiamo tutti più o meno tutti. Penso un che prenderò. È questo quello che hai letto, che esilia un luogo cattivo, giusto? Esilia un evento arti oscure, sì. Ok, prendo questo e quello. Comincio a prendere questo. Paghi 4. Sono gli Hogwarts. Ecco. Magari me la prenderò io, così avrò un più il lancio di un dado. Vuoi questa testa rimpicciolita? Sì. Cosa esce? Esce l'attrezzatura da Quidditch. Ottieni un fulmine e un cuore. Prendete questa attrezzatura. Poi perdi la partita. Sì, qualcun altro prende l'attrezzatura per favore, così non sono... Perdi. Allora, inizio... No, aspetta, prima vediamo qual è il malvagio. Cosa fa? Rivelate un evento arti oscure aggiuntivo a ogni turno. All'inizio di ogni turno rimuovete un fulmine da tutti i malvagi. Fatto. Cosa? Ah, sì. Allora. Vai, Luca. Aspetta. Qui perdiamo un po'. Aspetta. Io scarto, uso la mia, prima di iniziare il tuo turno, scarta una carta per scegliere un effetto di un qualsiasi mangiamorto da ignorare. Giusto, scusa, dobbiamo perdere tutti un punto vita perché è stato rivelato un nuovo malvagio. Cioè sì. Io al prossimo turno ho 4 fulmini. Allora, io scarto Romilda Vane. Quanto uno? Io scarto Romilda Vane per attivare la mia capacità e quindi Bellatrix non la funzionerà. Quindi un solo evento. Un solo evento. Bene. E scartandola ottengo due fulmini. Quindi Bellatrix sta già per morire. Ne peschiamo solo uno. Mos Mordre. Tutti gli eroi perdono un punto vita. Ne perdiamo un altro aggiuntivo perché sì. È Mos Mordre. Tiger e Goyle saranno il boss finale. Perdi due punti vita. Aggiungete un teschio al luogo. Ma questo era un po' stronzo. Va bene. A questo punto il resto lo
Iniziamo a giocare. Allora, facciamo le cose semplici. No, aspetta, non lo so. Gli Alomora gioca lì, che tanto. Adesso hai l'attrezzatura da 15. Ah no, giusto. Te l'ho fatta anche. Sì, sì. Allora. Ah, tra l'altro io ho perso solo un punto vita. Perché... No, no, sono due fonti diverse. Beh. Abbiamo distrutto tre Horcrux. Allora, facciamo così. E stiamo arrivando vicini a Voldemort. Vabbè, vediamo come andrà. Conviene che siano già sconfitti quando arriva... Perché finché ci sono gli Horcrux, Voldemort non può essere sconfitto. No, non può essere attaccato. Cosa che fa? E ci fa Voldemort fa perdere due punti vita e aggiunge un teschio al luogo ogni turno. Sfera di cristallo. Allora forse dobbiamo andarci più piano. Pesca due carte. Ma... Pesca due carte. È che se sconfiggiamo tutti i malvagi ci sarà solo lui. E quindi... Pesca due carte e ne scarti una. Sul serio? Sì. Scarto Mundungus, Mandangus, un altro giocatore guadagna 2. Berni, guadagni 2. Ti ringrazio. Poi comunque, per quanto mi piaccia come sia fatto questo collaborativo, preferisco i competitivi. Un eroe qualsiasi prende una moneta, faccio io, una cioccorana, io riguadagno un punto vita e una moneta. Allora, diciamo che il vantaggio di questo cooperativo è che uno si può tenere le carte in mano e non ha nessuno che lo disturba su cosa una... fare. Quello sì. Edvige, scelgo un fulmine. Poi... il mantello, perché tanto non lo posso usare in altro modo ormai, eh? Prendo la moneta. Alomora. Alomora finito. E ne prendo tre monete. C'era un altro Alomora e prendo una quarta moneta, pardon. È perché sono troppe. Ma non hai tutti gli Alomora del Proteggo un punto vita e un fulmine. Incendio, un fulmine e pesco una carta. Oh no, aspettate, scusa. Scusate, prendo una moneta in meno. Ma gratta e netta. Ottengo un cuore. Posso esiliare una carta dalla pila degli scarti o dalla mano. Esilio, mettilo sotto la tua plancetta. Ed esilio una Lomora perché inizia a diventare un po'. Ho bisogno di carte. Sai che nella mia esperienza. Esiliare carte, a meno che non siano punizioni, non serve a niente. Nella mia esperienza. Ma perché è proprio quella base, piuttosto che preferisco con un'altra. Cioccorana, un eroe qualsiasi ottiene una moneta e un cuore. Chi è che vuole una moneta e un cuore? Beh, le monete fanno da tutti. Ciao. Poi. 3, 6. Se sconfigge un malvagio ottiene una moneta. Allora, ottengo uno. Perché? Perché è la Firebolt. Ah, la Firebolt. 3, 6, 7. Bella Trix. Sì, beh, chi se ne frega di avere. Dobbiamo far fuori perché un evento arte scuro in più ci porta rapidamente a perdere il luogo. Quindi 7 fulmini. E ho giocato tutto il mazzo. Hai giocato il mazzo. Praticamente, e 32 monete. Prendo il... Ma pensavo anche di prendere Fred. Prendi anche Fred. Prendo, pago 4 e prendo Fred. Cosa si pesca? Reparo, scegli, ottieni due monete oppure pesca una carta. Questa è una carta molto bella in early game. Adesso un po'. Adesso mi prende il libro. C'è bisogno proprio che almeno così. Sì, almeno tiri anche tu, dai. A questo punto... È uscito incendio un'altra volta. Ottieni un fulmine e pesca una carta. Bello, bello. A questo punto pesco... 3 5 carte, pesco 3 e a questo punto devo rimischiare tutto e vai. No, non con quello. Sì, giusto. Allora, devo rivelare due eventi. Primo evento. Creature grandemente fraintese, i ragni. Tirate il dado mostro dei mostri. Fulmine.
Tutti gli eroi perdono un cuore. Ah, e si bisognava curare ogni malvagio di uno. Tutti gli eroi perdono un cuore, va bene? Secondo evento. Crucio, l'eroe attivo perde uno. Rivelate un evento aggiuntivo. Ecco che cominciano le combo. Squadra di inquisizione. L'eroe attivo mette una punizione nella propria mano. Poi tutti gli eroi perdono un cuore per ogni punizione che hanno in mano. Cosa fa la punizione? La punizione è un oggetto che ti occupa spazio. Se la scart- quando- se scarti questa carta perdi due cuori. Basta. Questo è tutto quello che fa la punizione. Beh, minchia. È un rompi palle. No, guardando che su cinque carte toglie... Ogni volta che Morse Mordre... No, Morse Mordre non è uscito Crucio, è uscito grandemente Frentese. Ok. Facciamo vedere le carte. Madonna. Che brutto. Tra l'altro, questa era Sara come dormiva stanotte. Cosa? Beh, Luca, pensa se prima... Mi sa che nel prossimo piatto che ti preparerà ci metterà del lassativo. Ok, Berni. Allora, tanto li scambio sempre. 3 Alomora. Per sicurezza io tre li scambio Alomora. Sempre. 3, non 4. 3 Alomora. Ho giocato 3 incantesimi. Ok, pensavo... Pesco una carta. La. Poi, Wingardium Leviosa, una moneta e posso mettere gli oggetti in cima al mazzo che compro. Tutti gli eroi, ingorgio, tutti gli eroi tengono una moneta. Oh, grazie. Pesco 5, pesco 6 carte alla fine del mio turno anziché 5. Bernice ha preso la prima punizione. Oh. Sì. Ma non vi preoccupate, perché Tergeo ottieni una moneta. Puoi esiliare una carta dalla tua mano. Se è un oggetto, pesca una carta. Esilio la punizione, pesco una carta. È durata poco. Allora. Ho giocato 4 incantesimi, tutti gli eroi ottengono una moneta. Ragazzi, è un gioco di combo. Sì. Terribile. Ragazzi, volete esiliare una carta dalla propria mano, dalla propria pila degli scarti? Io no. Dalla mia mano? Dalla mano sì. Nox si chiama. Fanculo la Lomora. Mi dà un fulmine e anch'io via, butto via la Lomora. Esilio anch'io una Lomora prima di non giocare. A me servono. Se no devo scartare gli incantesimi buoni. No, ci sta. A te ci sta, però a me no. Poi mi stanno solo riempiendo la mano. Gira tempo, tieni una moneta, puoi mettere gli incantesimi che acquisti in cima al mazzo. Vabbè, ok, anche gli incantesimi. Fiabe di Beda il bardo, tieni due monete. Ti compri tutta la plancia. Storia di Hogwarts, io l'ho letta. Tiro il dado col cuore, quindi serve quello giallo. Cuore. Lo ritiro. Cuore. Riesci sempre alla seconda e tutti lui li sconfigge. Ma io. Una volta per turno puoi scartare una carta, se lo fai tira il dado giallo. All'inizio di ogni turno, se l'eroe attivo ha almeno un alleato, un oggetto e un incantesimo in mano, con l'eroe perde due. Aia. Ma sempre, scusa. Non è detto, 2-4 un alleato, un oggetto e un incantesimo. Guardate che cosa merdosa, non ho ucciso Bellatrix. No! Scusate. Gliene hai dati? Ah, siamo a 8, ne manca giusto uno. Ma si curano ancora? Sì. Chi è che li fa? No, aspetta, no. No, non più. Non più. No, è vero, non si curano più. Era l'orcrux. Siamo all'orcrux del diadema. Yeah, questo richiede 3 simboli. Sì. Allora, io ho 12 comunque monete. Posso dire che questo gioco glissa sul fatto che Harry è il settimo orcrux. Sì. Glissa, sì. Spoiler, però, ragazzi, oggettivamente. Spoiler. Ormai. È che prima di sconfiggere Voldemort dobbiamo ammazzare Luca. Ma Luca non è Harry, è proprio Luca. Oh, che dopo. Allora, ho 6 monete. Sorry. Sorry, but no, so sorry. Hai 6 monete. Ho 6 monete. Hai 12. Sì, scusate, ho 6 coppie di monete. Ma puriamo. Sono quelli di me e Fede. Luca. A me non vanno più. Quindi puriamo, fa cagare. Cosa sono, scusa? Scusa, non può... Costano tutte pochissimo. Prenditi prima l'attrezzatura del 15 e poi pulisci, almeno sale contento. Che cosa deve prendersi? L'attrezzatura del 15. Ma sì, ti prego. Mi serve a me per avere i fulmini. Solo per avere un fulmine, chi se ne frega? Non mi compro una carta da un fulmine. Beh, se lo chiedi a me, io non pulirei mai là sopra. Vabbè, ok. Allora, compro incendio, io lo metto in cima al mio mazzo e lo pago 4. E vedi? Gratta e netta, che non me ne può fregare di meno. Che ti fa ottenere un punto vita e ti fa esiliare una carta. Quindi,
Dai, prendiamo l'attrezzatura da bondage. È un oggetto. Tu hai la scopa? Cioè, tu hai quella roba in mano adesso? No. Non adesso. No. Quindi puoi metterlo lì. E costava 3? Ah, quello è l'attrezzatura da bondage quando giochiamo. E senza di dittamo, un eroe qualsiasi tiene due cuori. Possiamo pulire adesso, perché fa veramente schifo questa roba che c'è giù. Ah, è il turno tuo, vai, fai pure come vuoi. Fidatevi di me. Tu non puliresti mai, infatti. Erano incantesimi, piccolini. Sì, ma fanno cagare. Vediamo. Lavanda Brown, ottieni una moneta e pesca una carta. Tutti gli eroi ottengono due cuori. Libro mostro dei mostri, ottieni un fulmine e tira il dado, mostro dei mostri. Petrificus Totalus, ottieni un fulmine, scegli un malvagio, fino all'inizio del tuo prossimo turno la capacità di quel malvagio non è attiva. Questo è forte, cazzo. Anche il libro mostro è... Coppa tre maghi, ottieni un fulmine, una moneta e un cuore. Ascendio, ottieni due monete, tu e i tuoi vicini pescate una carta. E infine, attrezzatura da 15. Ah, con 5 monete... Potessi prenderti la coppa o il libro mostro dei mostri. Neanche, ma non ci penso neanche. C'è Romilda, cioè, se no c'è Lavanda Brown. Lavanda può anche lavandarsi da sola. Solo perché sei Hermione. Esatto. E abbiamo Cave Inimicum. Cave Inimicum. Un eroe qualsiasi ottiene due cuori, tutti gli altri ottengono una moneta. Allora, questo gioco è molto interessante perché le tue combo non sono solo su di te, ma influenzano tanto anche il gioco degli altri. Quindi, quindi non stai giocando, è molto interessante anche per vedere quello che rende il problema. Di solito quando ci sono giochi competitivi con così tante combo, appunto il turno degli altri, tu non sei lì che dice ti rompi coglioni. Vedi il suo turno. Che uno sì, se la vedi con i baffi. Allora, prima carta liberata. Attacco delle acromantule. Tutti gli eroi rivelano la carta di cibo al proprio mazzo. Gli eroi che rivelano una carta con nessun valore... la scartano e perdono un con nessun valore, cosa vuol dire? Che non ha valore in basso a destra, non ha un numero in basso a destra. E allora la scarto, allora, la scarto. Aspetta, perdo un punto vita ogni volta che mi fanno scartare una carta con un evento arte oscuro malvagio. Anche loro fanno perdere un punto di vita. Non preoccuparti, 1-2, ma recupero un punto vita e ottengo un fulmine. L'hai perso però anche per Goyle? Tiger Goyle? No, okay. Quindi perderò anche per Tiger Goyle. Secondo evento. Tutti questi Tarantallega. L'eroe attivo perde 1 e non può segnare. Vabbè, meno male che ne serve stato 1 e non può segnare nessuno. No, non serve 1. Più di un fulmine. Cioè, servono 2. Ah, no, non si curano più. Esatto, è vero. Ma quello ne serve solo 1 a ogni malvagio in questo turno. Quindi io più di 3 non ne posso mettere. Peccato. Allora. Ok, cominciamo. Vada. Uso il medaglione. Comunque, no, Tarantallegra per il povero Arthur Weasley che viene aggredito da Nagini è un pochettino bastarda come cosa. Non è Tarantallegra. No, no, ma poi non hai una sì, perdi due cuori. Anzi, che la sua vittima, ma non era la vittima di Tarantallegra. Sì, ho capito, però lo vuole suggerire. Vabbè. Però era allegro. No. Stavo venendo masticato da un serpente gigante. Ok, allora non credo possa allegro. No. Scarto grazie alla cosa del medaglione la ricordella e questo mi fa guadagnare 2 monete. Ok. E posso tirare il dado verde. Fulmine. Assegnalo. Ma altrimenti se non la segnasse tutti noi prenderemmo un fulmine. Ok. Allora, cioè è carino a prescindere il risultato. Anche questa è una cosa carina, nel senso non è frustrante perché qualsiasi sia il risultato del dado o è un piccolo bonus o ti aiuta per gli Horcrux. Giorgio, questa cosa non è male. Qualcuno ha in mano un Weasley in mano? Io. Allora, io non ho un mano in Weasley in mano. Tutti otteniamo una cosa in più ho giocato. Una cosa cosa? Tutti otteniamo un cuore, in più ho giocato questo, quindi tutti ottengono altri 2. Hai messo cuori? Altri 2 cuori? Sì. 1-2. Quindi ho tenuto 3 cuori. Esatto, 3 cuori. Chi ha tenuto 3 cuori in questo caso è Luca. E anche 1, 2, 3. Potete pescare una carta e in più potete scegliere di avere un altro cuore o ottenere una moneta. Nel caso di Luca solo una moneta. Cuore. E io no, perché non ho tenuto. No, questa è dell'altra cosa. Ah, quindi la carta la pesca e prescinde. Okay. No, la carta non la pesca. Io non la pesco, loro sì invece. Tira dado rosso. Ok. Pescato di Infodora.
Cuore? No, non serve, però tutti guadagniamo un cuore. Sara? Sara io. Peccato. Tu hai già guadagnato un cuore in più che sì. potevi fare in questo turno. Sì, sì. No, no, aspetta, no, io mi sono preso quello. Posso dire che ci hanno menato male all'inizio, ma adesso... guarda, credimi, cioè, è una partita fortunata. Mi devo dire, il drago è stato proprio una pippa. All'inizio la combo Fenrir, Bellatrix, cioè quando esce Fenrir, Bellatrix all'inizio, riprendi tutto e rifai tutto. Ninfadora, ottengo un... Ottengo tutti guadagnano un punto vita. Ma guarda, infatti over-healing. Comunque sì... sicuro tranne quando gli capita proprio l'evento che non può curare o c'è Ferrer che gli dice non puoi curare, no, poi ci sono delle creature che non sono uscite, tipo il troll, così, che Cresta. Sono tutti gli eroi scelgono se ottenere due punti ferita o una moneta. Sceglierò due punti ferita e comunque due cuori punti ferita vuol dire che scendi. Due hanno mora, altre due monete. Fare la saputella, sono io, Hermione. Io lo sono di nato. E Oscar tengo un fulmine. La cerimonia della mandragola inizierà tra pochissimo. La mandragola cosa fa? E un fulmine o un eroe qualsiasi per curati, due. Remus Lupin letteralmente non mi serve a nulla perché sono tutti full vita e non posso assegnare più di un fulmine questo turno per colpa dell'evento. Ok, innanzitutto quindi... aspetta, questo qua l'hai fatto? Hai perso due punti vita? Sì, l'ho fatto. Uno, due, tre. Why? Bellatrix muore. Non metterli qui che servono anche a noi. È vero, Bellatrix, cioè, aspetta, cosa faceva? Ah, la ricompensa. Tutti gli eroi possono giocare la loro pila di schetti e mettere un oggetto nella loro mano. Rimuovete due teschi dal luogo. Ok, quindi... due teschi si guarisce, ma non serve a nulla. Ah, un oggetto. Che questo posso metterlo nella mia mano, quindi giusto? Sì. Gioco la ricordella, uno volete più. Allora, dimmi, che cosa hai, Fede, nella tua mano? Niente. Perché l'hai giocata tutta. Però puoi sperare che... adesso lui pesca. Dobby non l'ha giocato, quindi potrebbe pescarlo. Sì, ma non può pescare e poi guardo che... No, potevo scegliere un solo oggetto nella mia scatola. Sì, no, è per quello che Sara deve scegliere. Ok. Beh, la testa rimpicciolita mi dà due fulmini. Il cappello... Ho 11. Io non ce l'ho la scopa in questo momento. Bernie sicuramente l'ha attrezzato da 15. Sono indecisa tra... ce l'ha negli scarti. No, l'ha pescato. La testa rimpicciolita, ho capito, però è meglio la testa rimpicciolita o la scopa. Anche perché io l'ho messa probabilmente in cima al mazzo, La testa rimpicciolita. Compro Lavanda Brown, rivelo Tergeo. Che fa? Ripeti? Ottieni una moneta, puoi esilare una carta dalla tua mano, se un oggetto pesca una carta. Mi prendo la potenziatura da 15. E paghi 3. E ne rimangono... Oh, però aspetta. Cazzo. Attacchi. Che potrei prendere un tergio, ma volevo fare la cosa senza mai comprare un incantesimo. Così come tu. Ci saranno degli obiettivi segreti automatici. Inutili. Non è che c'è un achievement che esce fuori. No, ormai l'ho rivelato, quindi non posso cambiare. Sì. Puoi spendere due per prendere quella. Puoi anche prendere le carte. Aspetta, perché magari ne esce uno da uno. Vero? No. Dean Thomas, tu e i tuoi vicino tenete una moneta, oppure due eroi qualsiasi ottengono due cuori. Mi serviva Dean Thomas prima. Ok, io ho finito. Ok, allora, quindi... No. Nuovo malvagio. Nuovo malvagio. No, è questo il nuovo malvagio. Ah, oh, scusa. È una creatura, in realtà. Adesso, Dobby. Molliccio. Il molliccio contro l'altro piton travestito. Oh, Dobby. Tirate il dado. Preso il calzino. Qual è? Mostro dei mostri. Mostro dei mostri. Tira il dado, sai. No. Dobby. Quello prima rosso. C'è l'evento arti oscure. Ah, io... Ah, cioè nel senso si attiva ogni volta. Ok, no, allora. Viene tranquilla, è vero. L'evento arti oscure. Pozione tartagliante. All'inizio di ogni turno, se l'eroe attivo ha in mano almeno un alleato, un oggetto, un incantesimo, perde due cuori. Sì. Alleato, incantesimo, oggetto. Perde due cuori. Cuore. Vai, evento arti oscure. Pozione tartagliante, non credo, perché è quella. No, infatti, scartare. Non stiamo usando l'evento pozione. Pozione obliviosa.
No. No. Ma è così brutta proprio l'espansione? Sì, credimi, è la cosa più brutta che potresti vedere. Decreto didattico, numero 98. Per ogni carta con un valore di 4 più monete in mano, l'eroe attivo perde un cuore. 1, 2, 3. 3 cuori. Tira il dado mostro dei mostri. Tira il dado mostro dei mostri. Cosa succede? Ah, si vede. Tra l'altro possiamo sconfiggere anche con le monete. Ah, sì. Carta cosa fa? Tutti gli eroi scartano una carta. Tutti due volte che scartiamo una carta perdiamo un cuore. Ma quindi monete no, e no, cuori, malvagio. O... questa è creatura, quindi non perdiamo. Aspetta. Cioccorana, se questa carta, se scarti questa carta ottieni una moneta e un cuore. Ah. Gufo della Virginia, se scarti questa carta tutti gli eroi ottengono un cuore. Qualcuno ha la scopa in mano? Qualcuno ha la scopa in mano? No. Quindi me la devo tenere l'attrezzatura da 15. Allora, come si assegnano le monete? Le monete si può assegnare solo una moneta a turno. Ah, quindi è più facile, ma è più lento. È un counter. Praticamente tre turni minimo starà in campo quella roba lì. A meno che non lo miniamo. Sì. Abbiamo già tre fulmini giù. Allora, è vero, andiamo su Molliccio o andiamo su quello Molliccio... mangia morte? La scelta. Scegliete voi. Io mi sa che andrò su cosa che ma non è così cioè solo le cose delle carte sono veramente rompipalle sole secondo me, perché alla fine ti figge un danno o togli un cioè, insomma ecco sì, questo giro io avrò solo tre carte nel mio turno perché ho esiliato una Lumora e adesso ci hanno fatto scartare una carta. Allora il mio turno posso iniziare? Ottengo un fulmine però. Perché ogni volta scartato. Che un evento arti oscure o un malvagio ti costringe a scartare una carta. Aspetta, malvagio? Non è un malvagio. Ah. Scarto due a Leomora e tutti prendono una moneta e pescano una carta. Grazie, Sara. Grazie. Ah, Leomora. Scarcaro. Vedi che inizia a rompere le palle la Romana. Io inizio a dire cosa pesco, una delle tante carte che ho comprato. No, questa è la versione cooperativa deck building di Champions. Allora ho pescato flagrante, ottieni due monete perché la non ripulisco. Ok, no, sono carine, ci sta. Poi descendo, ottieni due full, no, qui. Sì, stai sbagliando tutto, Sara. Cioè, io non ho capito il senso di fare questa cosa comunque. Due fulmini dove sono? Ecco. Probabilmente perché ci sono. Perché alcune cose ti dicono prendi la pila degli scarti, così non prendi qualcosa che hai appena giocato. O altro ti dicono. Immobilus, ottieni un fulmine. Se sconfiggi una creatura, rimuovi anche un teschio. Non c'è il teschio, ma se ci fosse stato, io lo tengo. Non avresti mai sconfitto la creatura. Perché la creatura, per essere sconfitta, ha bisogno di tre monete. Tu ne metterai al massimo una. Ma perché servono entrambi. Servono entrambe le condizioni. Non ho capito, scusa. Fisk, dobbiamo mettere... sia tre monete che... tre monete? No, una sola. Turno. Ah, mi sono... non ecco, servirebbe un piccolo simbolo per far capire una turno. Una clessidra anche. C'è scritto sul regolamento. Vaffanculo. Ma perché lo dobbiamo pagare il Molliccio? Per scusa. Mandarlo via. Non capisco. È influenza. Comunque perché sia, Craxi. Comunque sia, se, perché c'è anche questa, se sconfiggi un malvagio tu e i tuoi vicini ottenete una moneta, metti che sconfiggo quello, sì. Ma è alla fine, quindi me la tengo qui. Come fai a sconfiggerlo? Hai abbastanza fulmini? 3, 2, 5. Ovviamente puoi sconfiggere tra le mie regole, ma io le lascio. Allora sì, se ne ottieni almeno 5 fulmini potresti aver sconfitto il mangiamorte. E gli spettrocoli cosa fanno? Gli spettroccoli ottieni una moneta, puoi rivelare la carta evento. Allora, tengo una moneta. Comunque gli spettroccoli sono fortissimi. Aspetta un attimo prima di leggerla, perché se invece decidessi di scartarla, se lo faccio pesco una carta, però non ho idea di che cosa ci sia lì dentro. E non ti dà bonus scartarla, quindi. No, vabbè, allora lo faccio. Però pescare carte ti dà bonus. La prima volta che pesca una carta guarisci di due, è vero. Quindi? La scarto perché tanto non me ne frega. Grazie. La scarto e pesco una carta. 1, 2. Aleomora. Una monetina. Quindi una monetina comunque le ottengo. E una monetina, esatto. Ok. Okay. Adesso. Puoi sconfiggere il mangiamorte. Ne ho 6. Ne dai 5 e muore il mangiamorte.
Beh, direi che conviene, no? Sì, facciamolo fuori. Il mollicciolo. Sì, è meglio far fuori il mangiamorte. No, è che era l'evento oscuro, era la prima fede che non poteva segnare più. Ok, mangiamorte. Ho sconfitto un mostro, quindi togliere un teschio, ma non c'è. E tutti... Ah no, aspetta. Tu e i tuoi vicini ottenete una moneta. Quindi io... Tutti gli eroi ottengono un cuore. Tranne Bernie. Tutti gli eroi ottengono un cuore. Tutti gli eroi ottengono un cuore, non me ne frega nulla. Sarà tu... Fede ne sta per uscire una che appena la vedrai... E poi mi rimane quest'ultimo fulmine. Non può, posso curare di nuovo? No, non è quello. Le cure sono negative? Non è quello. No. Mi aspetterei quasi che le cure siano negative, certo. No. Ma perché l'hai spiata? 4, 6... Sì, vabbè, tanto... Non vi dico ho cos'è. No, scusa, 2, 4, 6, 8, 9 monete. Cosa c'è là? C'è tantissima roba. In mano, per favore. Mi stordisce sul posto. No. No, è molto peggio. Ti farà ancora più incazzare. Sarà fonte di rabbia. Non eterna. Posso pescare carte? Allora, no. Libro mostro dei mostri. Ottieni un fulmine e tira il dado, giusto? È figo. Non è affatto male, penso che lo prenderò. Non è male. Incantesimo Densangueo. Scegli, ottieni due fulmini oppure un eroe qualsiasi ottiene tre fulmini. Anche questo. Tre cuori. Sì. Coppa tre maghi, ottieni un fulmine, una moneta e un cuore. La Coppa tre maghi noi l'abbiamo ricordata, bella... la Coppa mangia e bevi. Sai tipo gelateria, la Coppa mangia e bevi, no? Petrificus totalus, ottieni un fulmine, scegli un malvagio, fino all'inizio del tuo prossimo turno la capacità di quel malvagio non si attiva. Questa figa. Usa un segno come promemoria. Non è male neanche questa, però costa 6. Potrei prendere quella da 6 e questo di Thomas, scegli tu i tuoi vicini. Ma di Thomas non costa 4? Costa 3. Ah. Ottenete una moneta oppure due eroi qualsiasi ottengono due, però io volevo il libro. Prendi il libro. Prendi il libro e un'altra. Però spreco una moneta. 3, 4, 5, 4, beh, non sai cosa esce. Perché esatto. Prendendo il libro magari esce qualcos'altro. Esatto, magari esce una carta dispari. Ok, allora facciamo così: prendo il libro pagando 5. 4 e 5. Ok, la successiva carta. Inchiostro autocorreggente, costa 5. Scegli un qualsiasi dado casatara a tirare. Puoi non spendere una moneta. Comprarlo a 4 manette. Posso comprare Dean Thomas e lo compro. Non prendere Dean Thomas, bruttissimo. Ma cosa faccio? Butto via le monete? Sì. Puoi sempre esiliarlo. Cosa esce dopo Dean Thomas? Una da uno. Dopo Dean Thomas esce Incendio, costa 4, pesca una carta e un fulmine. Ho fatto una brutta scelta, dovevo no, prendere... No, non hai fatto una brutta scelta. Allora, nuovo chi è il nuovo malvagio? Tom Riddle, per ogni alleato nella mano... Ma come Tom Riddle? C'è il giovane? Per ogni alleato nella mano l'eroe attivo sceglie, perdi due cuori oppure scarta una carta. Che mi salva questo turno, ma porca puttana. Sì, questo turno soltanto... Aspetta, quindi... Aspetta, non ho capito che cosa sta accadendo. Niente, è un malvagio, non ti preoccupare. Andiamo in ordine. Vai. No, io potrei ignorare la sua, però la sua... Tutto le fame avrebbe ucciso sul colpo. No, avresti dovuto tipo scartarli tutto. No. Però per ogni carta che scarti perdi un cuore. Vabbè, però... Ma stai zitto, Tom. Allora, pesco una... Tom ride. Imperio! Comunque si chiama Tom Indovinello. L'eroe attivo sceglie un altro eroe che perda due cuori. Chissà... Faccio io che sono quello dopo, dai. Ma sennò in realtà no, Fede, scusa, perché era così lui triggerà le sue va bene, abilità. Fede. E poi, rivelato un evento arti oscuro aggiuntivo. Ah, trasformazione. Trasformazione. L'eroe attivo scarta una carta e mette poi una punizione nella propria mano. Fantastico. Quindi scarto un... Alla buona. Perdi uno, guadagni uno perché hai scartato una carta per un evento. E guadagno un fulmine. Guadagno un fulmine, guadagno un punto vita, ma non li ho ancora persi. Mannaggia. No, è che quello te lo faceva perdere, e quello te lo fa riguadagnare. Sì, è vero. Ah, giusto, Luca, all'inizio del tuo turno avevi un oggetto, un alleato e un incantesimo in mano. Questo non sì, bisogna avere. Del tuo turno? Hai un oggetto, un alleato e un incantesimo in mano. Sì, 1-2. Okay. E questo non bisogna ritirarlo? No, aspetta. Aspetta, però, cos'era questo qua? Sì. La mia non vale contro l'Horcrux, giusto? No. Cioè, il mantello? No. Non credo. Cosa dice? Ogni evento arti oscuro non è un evento. Va bene? Andiamo in ordine. Okay. Questo malvagio...
Cos'è il fulmine? Tutti gli eroi perdono un cuore. Ah. Questo? Una volta le carte scure, no, per ogni alliato in mano. Ne ho uno, perderai due. Scegli, ma in realtà perdi due oppure scarti una carta. Ho il mantello, perdo solo un punto vita. Uno. Vai Luca, è il tuo turno. E la cosa che mi dà fastidio è che tutte le mie abilità funzionano prima dell'inizio del turno. La cosa un po' mi dispiace perché le devo sempre usare un po', sai, tipo a buffo, cioè a proprio... Boh, chissà se questa volta andrà bene. Si chiama plottato. No, questa l'ho scelto. Però non sapendo ancora com'è il gioco. Allora, se scarti questa carta perdi due punti vita. Non perdi due cuori quando collochi questa carta nella tua pila degli scarti alla fine del turno. Quindi in realtà se me la tengo in mano semplicemente... Esatto. Vabbè, allora, se ne frega. Cazzo te ne frega, vero? Allora, Fred Weasley... Qualcuno a Giorgio, un altro Weasley. Ottieni un fulmine. Se un altro eroe ha in mano un Weasley, tutti gli eroi tengono una moneta. Nessuno? No. Ho un Karkaroff se vuoi. No. Tira il dado rosso. L'ho usato prima, quindi non posso avere in mano. Moneta. Tutti una moneta. A questo punto, Alomora, ottengo una moneta. Guarda, mantello dell'invisibilità. Beh, in effetti è ricco, moneta. Quindi. Questa qua me la terrò e quindi non... A fine turno vanno gli scatti easy. Vabbè. E a questo punto assegno una di qua. Così non c'è pensiero. Sì, potremmo eliminare immediatamente Tiger e Goyle, però non so se ci conviene. Forse è meglio Tom Riddle. E ne assegno 4 allora a Tom Riddle. Cosa dai. Fa Tom Riddle? Per ogni alliato che hai in mano perdi due o scarti una carta. In questo momento non mi fa male, se poi rimesso la mano. Vabbè, però io ho appena assegnato 4. No, hai fatto a poi. Questo punto. A questo punto avevo sputacchiato. A questo punto io mi sa che mi piglio. Mi prendo per Pietrificus Totalus, che è figo. È un'ottima scelta. È uscito Neville Pachok, ma visto che c'è in gioco, lo togliamo. No, cosa faceva Neville? Ottieni due cuori, due eroi qualsiasi ottengono tre cuori. Perché lo togliamo? È una regola? Sì, è una regola. Quando giochi un personaggio, c'è anche il suo alleato. Nel mazzo si toglie. Kingsley. Fantastico. Ma hai tre monete, quindi non puoi. Silente, ottieni due fuori. È morto. Otto. Ma è morto? No, non è ancora morto in questo gioco. Ma è morto. Cioè. Ottieni due fulmini e un cuore. Rimuovi un teschio dal luogo. Ah. E ne ho ancora tre. Potrei quindi acquistare. Niente. No, beata com'è minchia. Che arrivano i teschi sul no. luogo? No. E se cancello tutto, mi odiate. Non puoi. Si può fare una sola volta per partita, a meno che non hai una carta che te lo può fare. Ah, e allora mi inculo. Sì, bravo. E godi soprattutto. Bene. Solo a metà. Perché non ti lecchi le dita? Oh. 3, 4, 5. Ma basta, Lomora, ma basta! Luca, io perdo 2 innanzitutto. Per il Lockwood. Che cosa hai fatto di evento? Non l'ho fatto. Pietrificazione, questo è quello che non piace a Fede. Tutti gli eroi perdono un cuore, non possono pescare carte extra in questo turno. Tutti gli eroi? Mm-mm. Ok. Ok. Beh, io contando che avevo 4 carte, mi facevo pescare carte extra. Teschio! Aggiungete un teschio al luogo. Vabbè, questo ci sta, almeno il mio top. Allora, un alleato in mano, qualcosa. Posso scegliere, o scarto una carta o perdo due cuori, perdo due cuori. Però vabbè. Cosa? Vabbè. Perdo due cuori perché ho un alleato in mano. Posso scartare in realtà. Perché allora, una Lomora. Una Money. Ottieni due monete con Ascendio. Non possiamo pescare una carta. Quindi che sfiga. Ottieni due monete con Ascendio. No, ma sarebbe stato fantastico, vero, come turno. Vero? Ma non ho finito. Sono 3? Sì. Cazzo, mi devo giocare il quarto. Vabbè. Incendio. Ottieni un fulmine. Ci sarebbe anche pesca una carta, ma non posso utilizzarlo. Ma che sfiga. Scegli il dado casata. Cosa manca? Quel simbolo. No, lo ritiro. Sì, sconfitto l'Horcrux. Madonna santa! Comunque Hermione è un migliore. Ah, il secondo, giusto? Sì, però che Horcrux è... Cosa ci dà come ricompensa? Ah no, la dà solo... La dà solo a me, mi spiace. Nagini! Quello è peggio, mi sa. Cosa dice? Allora, prima di tutto, che bocca larga che hai. All'inizio di ogni turno l'eroe attivo perde un cuore e non può ottenere cuori in questo turno.
Puttana. Quindi quando distruggere è il tuo turno non puoi curare. Un fulmine, una carta e un cuore. Ok, okay, forse prevedevo che tenevi quello. Cominciamo subito. Forse prevedevo che tenevo l'altro, almeno facevo le cure. Inchiostro a G. Ma tu puoi comunque farle a noi, non a te stesso. Sì, sì, esatto. Ma non inchiostro autoscorreggiante. Tira un qualsiasi dado casata. Non mi piace, lo ritiro. E niente, me lo devo tenere. La moneta non c'è. Tutti prendiamo la moneta. Speravo di ottenere una. Ah, paga il tipo. Allora, tu paga, a me non lo dici. Attrezzatura da bondage. Prendo un fulmine e un cuore. Non riesci posso? A avere più fulmini, no? Sì, ottieni due fulmini. No, aspetta, non puoi. E all'inizio di ogni turno l'eroe attivo perde un cuore e non può ottenere in questo turno. Ok, niente. Però all'inizio del turno. No, no, ma non puoi ottenere cuori nel turno. Altri. Sì, è morto il molliccio. Ma anche. Oppure, meglio, oppure Tom Riddle. Dai, quello che ride. Ancora uno. E poi. Non mettere uno alla volta. Tutti gli eroi scelgono ottenere due cuori oppure cercare una propria degli scarti un alleato e metterselo nell'ano. Quindi, tutti noi possiamo guarire tranne tre. Esatto. Di quanto uno, guariscono? Due. Di due? Oppure. Negli scarti cerca un alleato e lo metti in mano. No. Non gli scarti. Preferisco fare così. Non ho alleato. Tu non puoi guarire e cercare gli scarti. Però effettivamente. Com'è? Cioè, o guarire o cercare gli scarti. No, ti prendo un alleato dagli scarti. Allora, se giochi 4 più incantesimi, tutti gli eroi ottengono una moneta. Se giochi, ok. Tutti gli eroi, quindi. Se hai giocato almeno 3 incantesimi in questo turno, pesca una moneta. Okay. Se hai giocato almeno 3 incantesimi in questo turno, pesca una carta. Fiero Becco. Pesca due carte e poi scarta una carta. Non si può. Perché? Perché non non potevi neanche pescare Fiero Becco, quindi. Vero, Fiero Becco giusto, rimane giusto, qua. Rimane qui. Rimane nel culo. Basta? Sì. 2, 4, 6, 8, 9 monete. Vai, compra Kingsley. Ma che schifo. Io qua ho una domanda, Bernie. Ho una carta che dice, se scarti questa carta, esilia l'evento Arti Oscure in cima al mazzo. Sì. Qual è? Questo. E a che serve farlo se non so cosa c'è? Beh, perché ci sono altre carte che permettono di scoprirlo, tipo sì, i tuoi spettracoli. I miei spettracoli dicono, puoi rivelare la carta evento e scegliere se rimetterla in cima oppure scartarla. No, ne serve un altro. Ci servirebbe un altro oggetto per vedere gli eventi oscuri. Qualcuno ha qualcosa per vedere gli eventi oscuri? No. Inutile carte. Non è inutile. Gli eventi arti oscure sono comunque sempre negativi. Eh sì, però non è che esauriamo il mazzo, ne scarto uno a caso. Esauriamo il mazzo? Qualche volta è successo. Porco Giuda. Comunque non ci mancano tanti mostri, ma ci manca solo un orco. Quindi appena arriva Voldemort, carichiamo. Ah, aspetta, ma dobbiamo sconfiggere tutti i malvagi o basta sconfiggere Voldemort? No, dobbiamo sconfiggere tutti i malvagi e aver distrutto tutti gli Horcrux per sconfiggere Voldemort. Per dare delle cose a Voldemort, quindi icone, che due coglioni. Fermo, Fede, no. Ah, prima il mostro. Gli eroi non possono tenere fulmine o monete dagli alleati. Cazzo. Questa sirena. Gli eroi non possono ottenere fulmine o soldi dagli alleati. Questa è proprio bersagliata per prima. E quanti alleati in mano adesso? 3. Porca miseria. Che senso? Quanti alleati? E ho altri alleati in mano, quindi non potrò tenere un cazzo dagli alleati. Gira. Allora. Comunque siamo rimasti solo sul primo. Siamo stati fortunati. Squadra dell'Inquisizione. L'allettivo mette una punizione nella propria mano, poi tutti gli eroi prendono uno per ogni punizione nella propria mano. Tutti gli eroi? Tutti. Quindi solo te perdi un punto vita. Sì, perché io non ho punizione. Io potrò ottenere 3 fulmini dopo. Ma dagli alleati non puoi. Non puoi. Non sono. No, sì. Più che altro non puoi perché vuole le monete la sirena. Solo monete. E una turno. Che palle. Tiro questa carta. Tutti. Hai perso un punto vita per Nagini? Tutti gli eroi scartano una carta. Grazie, Fede. Che posso fare? Scarto una carta. Se scarti questa carta, tutti gli eroi pescano una carta. Adesso puoi. Sì. Pescate una carta. Tu scarto l'alleato se tanto non si possono usare. Aspetta, chi è che te l'ha fatto fare? L'evento? Sì, l'evento. Ah, io tengo un cuore. No, aspetta, no. Era attivo, poi tutti gli eroi perdono uno. No, è questo. Ah, allora no. Ma quindi si perde un cuore per via dei due tipi oppure no? Ogni volta che un evento ti oscura e il malvagio ti costringe a scattare una carta. No, è una creatura che ci ha costretto. Giusto, è vero, è una creatura. Quindi non partiamo. Ma che cazzo. Come se fossimo in difficoltà, eh.
Allora, rispondete o no? Guarda, tu hai tanto bisogno di recuperare vita? Io, vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, non particolarmente, hai? Però... Lassù ti è rimasto Voldemort. Scusa, tu non sei... Però, scusa, le tue combo sono sul... Sì, no, no, lascia perdere che sto pensando un'altra cosa. Ok, allora... La sirena finanziaria mi mancava. Effettivamente sì, dobbiamo pagarla, dobbiamo pagare le tasse. Ma è bizzarro. Sto giocando Dobby che tolgo un coso dal luogo. Tutti guadagnano punto vita. Io non posso guadagnare punti vita in questo turno, giusto? Perché? Per Nagini. Non può tenere... No, tu non puoi. Esatto, io sono bloccato questo turno. Per punti vita, però ricordo che dato che avete ottenuto un cuore nel mio turno, potete scegliere se prendere una vita in più o una moneta. Non possiamo, no, una vita in più o una moneta? Sì, vero, soltanto vita, perché non potete ottenere. No, gli eroi non possono ottenere dagli alleati, dai propri alleati, sì. dalle carte alleate, non da noi. Dagli alleati, ok. Mi sa che mi piglio una moneta. Ah, cazzo, non l'avevo capito. Ok, allora quindi tutta la cosa mia è una mano inutile perché. Sì, Fede. Perché hai tutti alleati. Dai una moneta a quello. Allora, George Weasley, qualcuno ha Weasley in mano? Sì. Allora, tutti gli eroi tengono più io, no? Tutti gli eroi tengono? Un cuore. Dillo, di soggetti, per amore del cielo. Fra l'altro, dato che ho giocato un alleato e sono in questa fascia, voi due recuperate altri due. Altri due punti. Quindi abbiamo fatto almeno tre, peschiamo una carta. Esatto. E tu quanto mi hai curato prima? Quanto ti sei curata in totale? Non me lo ricordo. Perché l'avevo detto di tenerlo... So che sicuramente due li ho curati. Se sono due non basta. Sono rimasto fregato anch'io. Devi tirare il dado. Se esce moneta o fulmine non lo possiamo prendere. Giusto? Sì, non avevo curato. Non possiamo tenere monete... Dagli alleati? Esatto. Da un dado? No, ma è fatto da un alleato. No, che sfiga. Pulsione polisucco. E faccio la cosa di Fred, quindi puoi prendere, potete prendere ancora un punto vita. Un punto vita. Sì. Ma sono pieno. Carta. Tutti peschiamo una carta. No. Lo metti là. Sì, hai ragione. Stranagini è un po' rompicoglione. Poi, scarto una lomora per tirare il dado verde. Un fulmine. Ok. E lo mettiamo a Nagini. Io purtroppo non... minchia. Sì, purtroppo io non farò nulla per ferirli perché... Beh, puoi mettere una moneta. Sì, dai, che ottengo tutti i fulmini dei miei alleati. Aberford, due eroi possono ottenere fulmini, no. Se non li dai a te e scegli noi, i fulmini noi li prendiamo. Gli eroi non possono ottenere eroi. Dagli alleati. Gli eroi, punto. Però posso darvi a scegliere voi due e prendete un cuore. Un cuore. Sì, vabbè. Avendo preso un cuore, attivo la cosa da tre e quindi pesco una carta. Sì, ma non se non l'hai già attivata. Non avevo. Tu non puoi prendere il cuore dei vicini. No, quello era per prima, era per questo potere. Sì, puoi pescare una carta. Grazie. Ok, e poi, storia di Hogwarts, posso tirare, scegliere un dato casata. Allora, manca questo. Manca il cuore. Il cuore. Chi è questo cuore? Questo, vai Fede che avrai ammazzato una... Neville deve uccidere Nagini! Dai! È in character! Oh, Neville uccide Nagini! Peccato che dopo che ho giocato tutto quello che mi faceva recuperare vita, porca miseria. Una volta per partita puoi scartare questa carta per rimuovere tre teschi dal luogo. Minchia! Ok. Cioè, non è difficile. Sì. Cazzo, avrei dovuto giocare Storia di Hogwarts prima. Cazzo, non mi Ma non potevi sapere. Sì. Infatti, il fatto che sono riuscito a fare tre simboli. No, l'hai fatto te il primo. No, l'hai fatti tutti e tre. Tutti tu, Fede. Cioè, proprio me. Sei arrivato con la spada di Grifondoro ed è capitato una Proprio Neville l'ha ammazzato una Gimmi malissimo. Questo poi lo giocherò, però. Okay. Quattro monete? Con quattro monete non ci faccio molto. Sono questi due. Tergeo ti può liberare dalla punizione. Va bene. Due, e vediamo, magari... Pomo una sprite, quindi c'è Gratenetta che ti libera a sua volta. Questa la volevo, però ho fatto un tiro. Gratenetta dai cuori. Ottieni una moneta, un eroe qualsiasi ottiene due cuori, tira il dado giallo. Minchia, forte. Dai. Infatti lo volevo. L'arpa è come il Petrificus Totalus, ma funziona sulle creature. Addormenta le creature per un turno. È forte. Ok. E niente, quindi io il mio turno l'ho fatto. Allora, l'evento. Tutti gli eroi perdono tre cuori. Ma che palla, a sto punto della partita al demonio, tutti gli eroi perdono tre cuori. Fede, hai appena perso tre cuori. Ah, uno.
Sì, ma poi a sto punto della partita, tre allo morale il prossimo. Infatti. Dai tre cuori. Ma poi tre cuori. Tira il dado. Rimuovete un fulmine e o monete da tutte le creature. Che due coglioni. Uno, due, tre, quattro. No, aspetta, perché hai fatto e o? Da tutte le appunto, è o. Quindi e. Se però le creature non da Goyle. Da tutte le creature e i malvagi. E i malvagi. Tutte creature e malvagi. Tu vuoi spiegare a me come funziona sto gioco? Devi stare La sirena di merda. La sirena ci sta rallentando in una maniera assurda. Ok. Cos'è che fa la sirena? E non ci permette di ottenere dagli alleati fulmini e monete. Vabbè, voi siete andati più sugli incantesimi. Però no. Io in realtà... Hai fatto io sono un mix. Io scarto queste due per... tutti prendono una moneta e pescano... una carta. Grazie. Cosa che cura? Please. Aspetta, ho pescato una carta, quindi posso curare due cuori di chiunque. Ti curo due cuori. Grazie. E non posso fare molto più di questo, però. Ma l'importante è che non muoio per un danno a cazzo, cioè. Poi. Oddio, in realtà cosa no, sono a 7? Una volta almeno puoi scartare una carta, se lo fai pesco una carta. Una carta vale anche, cioè qualunque cosa è una carta, no? Sì, sì. Scarto un aleomora per pescare una carta. È un aleomora. Hai fatto girare il mazzo, va bene lo stesso. Sì, sì. Beh, aspetta, questo... la prima volta che peschi una carta extra, la tua non la tiro. Ok. E beh, mi rimangono aleomora, prendo una moneta. No. Descendo, ottieni due fulmini. Già, metteli su quella merda del molliccio. E spettroccoli, ottieni una moneta e posso rivelare la cosa. La successiva è io il decreto didattico. Per ogni carta con un valore di 4 o più in mano, l'eroe attivo perde un cuore. Perderei tre cuori io. Ma tanto io non lo perdo. Decreto. Allora te lo lascio. Con un valore di 4 in sì, più. Sì, ma in è mano. Solo per Luca. Bernie, tu come sei messo? Ne ho due. Quindi ti va bene come evento? Ma boh, è che c'è di peggio, ragazzi. Esatto. Ma lasciamo. Posso mettere una moneta però su ciascuno, no? Sì. E puoi mettere due fulmini. E due fulmini? E molliccio. Perché non viene a metterli qua piuttosto che là? Perché là non metterli. È inutile, non ha vita. Ah, solo monete, ok. Hai 5 e monete. Poi... puoi comprare queste tre. Grazie. Cave inimicum. Un eroe... scusa, vai. Un eroe qualsiasi ottiene due cuori. Tutti gli altri eroi ottengono una moneta. È carina. È proprio aiuta per del tutti. Del sangue. Scegli due fulmini oppure un eroe tre cuori. Questa mi piace di più. E coppa tre... mi piace di più questa. Del sangue. Quindi spendi quello e... ok, ha preso l'incantesimo del sangue. Tu non hai e esce fuori. Ron! E visto che non c'è, lui vale. Esatto. Ottieni due aspetta, fulmini. Se sconfiggi un malvagio, tutti gli eroi ottengono un cuore. Ron! Ed è un Weasley. Mio amichetto! Ma è un Weasley, ti manca soltanto te. È un colibrì. È un colibrì. No, mi sa che era un insettazzo. Era un insettazzo? Non lo so, un camion con le ali. Ci sono cresciuti un sacco, dobbiamo raccoglierli. Luca, tocca a te, credo. Sì, allora. Tu ignori le ventate oscure. Tocca a te. Io faccio così. Scarto, visto che sono qua, per iniziare il tuo turno, scarto una carta per pescare un evento arti oscure in meno. Quindi pescheremo 0. Bene. Cioccorana, scarto la cioccorana. Se scarti questa carta ottieni una moneta e un cuore. C'è un po' di risentimento. E tira a questo dado. Punto tira il dado del molliccio. Si curano di nuovo. Porca troia. Pezzo di merda. Lui niente. E non puoi tenere fulmini monete dagli alleati. È solo una rottura di palle quello là. Senti. Uno e uno così per cominciare. Poi. Scusa, non gliel'avevamo... ma perché si sta curando? Perché si sta curando? Oddio. Due eroi qualsiasi ottengono un cuore. Una grazie. Fede e una Bernie, perché qua. Grazie. Poi.
Gratta e netta, ottieni un cuore, puoi esiliare una carta. Cosa esilierò mai? Alomora! No, la punizione. Preferisci la punizione ad Alomora? Sì, no. Esilia la punizione. Il signor Bellini. Aspetta, no, posso? Tanto. Dal tuo scarti, sì. Sì, sì, una qualsiasi. Punizione, signor Potter! Poi, vabbè. Sono tutti uguali. Alomora. Voi non avete mai provato l'ebbrezza di pescare dal vostro mazzo 5 punizioni. Fred Weasley, pescavi gli eventi, scarta una carta, scarta una Fred carta. Fred Weasley, ottengo un fulmine, ma non lo qualcuno ottengo. Weasley? Se un altro ha in mano un Weasley, tutti gli eroi ottengono una moneta. No, davvero, no. Tanto non possiamo ottenerlo dagli alleati. Lancio il dado rosso. Dagli alleati non possiamo tenerla. Perché? Perché c'è... Non c'è più l'arco. Questo. No, no, c'è... Fulmine. Ma non lo ottengo, porca troia. Ah, beh, che conto come arrivato io alleati. Ottieni uno... Oh, non lo riusciamo a uccidere il molliccio? Ah no, sì. Incendio, ottieni un fulmine. No, ma perché sei curato? Proteggo. Sì, ottieni un fulmine e un cuore. Mi cuore un la fulmine. Sofferenza di Luca. Marca pu... Tira il dado mostro dei mostri, ricompensa. Vai, sconfitto. Tutti teniamo un cuore. Valenta. Tutti teniamo un cuore. Poi, storia di Hogwarts, lancia un dado qualsiasi. No, un dado casata da tirare. Quello, okay. Quello di questi. Fulmini. Sai qual è il casino? È che se arriva a volte. Pesca carte e fulmine è quello verde. Pesca carte per tutti, ragazzi. Lo so, sì, è più bello. Una moneta per tutti. No, sì, possiamo. A questo punto, moneta l'avevo già messa lì. Sì. Io mi prendo il mio amico. Ron Weasley. Aspetta, però. Scusa Ron, ma forse c'è... La Coppa Tre Maghi? No, Harry... la professoressa. Questo costa 6, eh? Io ho 6. Ah, 6? Vai. Scusate la professoressa. Pomona, sei tu, Pomona. Ottieni una moneta, un eroe qualsiasi ottiene due cuori, tira il dado. Dai. Gufo della dai. Scuola, bello, 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 bello. I gufi con gli occhiali, due. Che pippe si fa. 4. Ok, Allora, è già l'una e 20, ragazzi. Tra l'altro, sì. Nuovo malvagio. Beh, siamo quasi alla fine. In realtà, nuovo malvagio Dolores Jane Umbridge. Cosa fa? Ogni volta che un eroe acquisisce una carta con un valore di 4 o più, quell'eroe perde un cuore. Beh, abbastanza irrilevante. 7 punti vita, la meniamo lei. Cioè, scusa, la sirena la dobbiamo convincere. Mentre... esatto, bisogna pestarla. Decreto didattico numero 98. Per ogni carta con un valore di 4 più in mano, l'eroe attivo perde 1. Ah, solo perde 2. Sì, perché ne ho 2. Poi, ogni volta che lo acquisisce, ogni volta che scarto, gli eroi non possono tenere fulmine o monete dagli alleati. Quindi facciamo subito gli acquisisce alleati. Acquisisce vuol dire che la compra? Sì. Ah, minchia, ok. Allora, pesca 2 carte e poi scarta una carta qualsiasi. Facciamo vedere Dolores Umbridge. La simpaticissima Dolores. Hanno visto il allora, io scarterei... Ah, potrei anche... Scarto una Alomora. Quindi ho pescato 2 cose, vabbè. Poi gioco Gratta Stinky che non può darmi fulmini ma può darmi cuori. Mi perché conviene... non può darti fulmini? Ah, è vero, sì. Allora, prima di giocare Gratta Stinky, scusa. Comunque, il molliccio e la sirena in combo. Ma anche tu sono stato. Gli hai messo il. Certo. Ma era zero, io gli ho messo uno. 3 all'umore. Era zero. No, io si era guarito. Scusa, si era guarito. Si era guarito. Ma come si guarisce? Tirando il dado, si è guarito con te e si è guarita con me. Gioco 3 all'umore. Ho giocato 3 incantesimi. Pesco una carta. Perché l'hai messa? Non lo so, perché l'ho messa qui. 2 monete. Cos'è che ebbe del bardo? 2 monete a me o uno a tutti. Tu giustamente pensi solo a te stesso. Esatto. 2 cuori. Beh, c'è solo roba abbastanza costosa. Però comunque l'arpa potrebbe essere interessante da recuperare, eh? Perché così... Scarto questa carta. Eliminiamo il problema della sirena. Tiro il dado corvo nero. Con un'arpa. Con un'arpa. Tutti peschiamo una carta. Sì, cozzo. No! Mi ero dimenticato che era la Lomora. Scarto un'altra carta. Tiro il dado. Tasso rosso. Ah, ho giocato 2 o più alleati. Un eroe qualsiasi. Un eroe qualsiasi ottiene 2 cuori. Fede, ottieni 2 cuori. Perché è giallo? Non era Grifondoro. Era tasso frasso, tra l'altro. È così. Non mi piace, lo ritiro. Mi piace, tutti peschiamo una carta. A tutti. Alomora. Scegli un qualsiasi. La ricordella che è come una Alomora.
Scegli un qualsiasi. Però anche se la scarti. Scegli un qualsiasi dado casata da tirare. Cosa tirerò mai? Il blu. Ci piace. Pestiamo un'altra carta. Carta. Alomora. Cazzino, dimmi che hai il dado. Dimmi che non hai i hobby. E che non lo pescherai dopo. No, no, no. Attrezzatura da 15. Dov'è, ottengo un fulmine e un cuore. E Dolores già in troia. Non lo posso pescare. Alomora, ottengo una moneta. Ho giocato 4 incantesimi, tutti gli eroi ottengono una moneta. Non puoi, l'avevi già messo una moneta, Bernie. No, ho preso una moneta per... Bernie, non puoi, io gli avevo messo una moneta, tocca a te, gliel'avevi già data. Ok. Tutti gli eroi ottengono una moneta perché ho giocato 4 più incantesimi. E poi ottieni un fulmine e pesca una carta. Ottieni due monete, tu e tutti i tuoi vicini pescate una carta. Oh, quindi no, no tu Sara no. Sì, ah, è vero, Luca e Fede. Papà vero. Scegli un qualsiasi dado casata da tirare, cosa tireremo? Il blu! Ci piace, sì, pescare una carta! Alomora! Li odio, odio l'amore! Luca, non hai il mazzo in mano? Qua, sto tornando ad avere il mazzo in mano. 11 carte, voglio il gufo della scuola. 11 monete vorrei dire. 11 monete, sì. Dopodiché si pesca il Immobilus. Ottieni un fulmine, se sconfiggi una creatura rimuovi anche un task dal luogo. Che oggettivamente in questa partita... Sì, okay. Siamo stati molto fortunati. Sì. 2, 4, 6, 8. Erano Podrick Sollow, la Gringot, la stanza delle necessità. Ma sono ogni volta diverse? Mi giro dalle palle. No, no, sono... Hai finito, scusa? Non ho finito. Mi gira una nuova carta. Cos'è che blocca la sirena? Kit di pozioni. Si scarta? Sì. Tergeo. Tergeo. Costa 2 purtroppo, niente, a posto. Ok. Ok. Che sforzo. Oh. Arti oscure, tira il dado, creatura grandemente fraintese, tutti gli eroi perdono un cuore. Vabbè, vabbè. Ci sta perché ho un sacco di cure che non sapevo dove mettere. Oh, feritemi. Guarda che ti sei tolto i punti per l'Umbridge. Dolores Umbridge è ovvero quella che è diventata la Ronin in questi anni. Oh, effettivamente sì. Si è autodescritta, solo allora, l'ha fatto prima del previsto. Grazie, l'ha fatta inconsapevolmente. Grazie, grazie, ma forse non così tanto. Grazie al medaglione, hai scritto una carta, ma ho visto che la ricordella. Grazie a che cosa? Al medaglione. Al medaglione. E tiri il dado, sempre verde. Verde. Vai, Fede. Fulmine, sì. Un fulmine. Tutti un fulmine. Sì, perché non è, uno, non è un alleato, quindi. No. Metti una moneta, sì, Mettete una moneta su, metti una moneta sulla sirena, ti prego. Sì, sì. Cioè, la sirena e lui le monete in testa, no? Cazzo! Pagala, pagala, pagala! No, perché se ne metti abbastanza la fondi e torna. Cos'è un cappa? Attrezzatura da 15. Questo è... L'attrezzatura da 15 ti fa guadagnare un fulmine e un cuore. E un cuore. Sì, già fatto. Allora, poi... Prendo io. Cosa? Mi fai pescare altre carte, Fede? Per favore. No, mi spiace, il allora, tutto è finito. Tutti gli alleati... In realtà posso... No, non potrò farlo con te. Tutti gli alleati possono scegliere di ottenere tutti gli eroi ottengono monete che non possiamo, cuori. Cuori, esatto. Quindi due cuori, posso ottenerne tre, pesco una carta. Due cuori? Sì, due cuori, posso potete ottenere due cuori, più uno eventuale perché, per la mia cosa, o una moneta se volete, però se arrivate a tre vi ricordo che potete pescare la una moneta in questo caso va bene perché non ve la fa ottenere lui, ma ve la fa ottenere Neville. Via dalla mia hai ragione. Sì, però almeno io con il cuore pesco una carta in più. Comunque, io immagino un po' altre. No, la moneta del che dice. La moneta. Ma ancora Luca, la moneta tu la puoi ottenere. Cazzo! La moneta tu la puoi ottenere perché te la faccio avere tramite Neville, non tramite. Ma non guadagnava tre cuori, Luca. Mi ma non, non conta, questa funziona. Sono voluto arrivare a 10. Una carta in più. Sono voluto arrivare a 10. No, sì, è se vieni curato. Ok, quando vieni no, vero, rimando 9, ma mi prendo una moneta, dai. Sì. Una moneta o un non cuore? Non hai pescato la carta? Io non posso. Dato che partivo da 7, tu avevi massimizzato perché guarisci gli altri due. Aspetta, ma no, guarisci di 2 e prendo una moneta, quindi sono così. Ok, quindi io ho pescato un'altra carta. Allora, Tergeo. Cosa fa? Quanti malvagi mancano? Tengo uno, una moneta tre malvagi. E forse si dà una carta alla mia mano.
culo alla barra. Ricordati la moneta. L'ho già messa. L'ho già messa, purtroppo. Già sarò io a mettere l'ultima moneta. Ma davvero l'hai già messa? Scusa, sì, non ce n'erano tre con me. L'ha già messa. Io ho messo la prima, bene, la seconda, Fede la terza. No, è vero, con gli alleati non posso ottenere. Tu non lo uccidi. Tu con gli alleati non posso ottenere il fulmine, con gli alleati fare una strage. E niente, Oscar è inutile, perché siamo tutti full vita. Sì. Linfadora è inutile, perché non ci sono luoghi, ma ci faccio tre monete. Non quindi puoi tenere monete dagli alleati. Cereo, amore. Luca ora può scassinare tutto Hogwarts. Ecco, tutta la roba che ho. Ma poi ho il mantello dell'invisibilità. Il quindi turno posso, di Luca durerà 32. Posso entrare con regole. E finalmente questa mi fa fare una cosa. Quindi questi vanno. È quasi un alleato la mandragola, però. No, perché pensa, io ti voglio bene. No, non sei un alleato, se no non posso usarti. Ah, cazzo. Ok, allora l'arpa mi piacerebbe, però cacchio, è veramente situazionale. Eh sì. C'è il tuo amico Ron. Più che altro da quando ce l'avrai in mano la sirena. Che sirena Ron non è male. Sì. Ron. Ron Ron. C'è la banda marrone. La banda ma marrone. Il migliore, quello che odiamo di più, che ci fa più schifo, è Oliviero Bastone. Ma scusa, Ron non è meglio cioè, che lo prende qualcun Oliver altro? Oliver Bastone. Sì, allora, teoricamente sarebbe meglio che lo prenda qualcun altro, Ron. Sì, lo prendo io non ho un Weasley. Allora, io prenderò la coppa. La coppa. Non la è vero, sto mentendo, non lo prenderò io. Allora, dillo, sei un bastard. Oliviero Bastone. Quindi cosa hai preso? La coppa e? E vediamo cosa. E Locomotor. Locomotor. Tu e i tuoi vicini, tenete uno, puoi mettere una carta dalla tua mano nella pila di. Dalla tua pila di scarti la mano in qualsiasi ora. Potresti rifilarci poi a Lomora. No, una carta della tua vera. Grazie! No, Fede. Fede, è un gioco cooperativo, te lo faccio presente. Se allora, se ti fanno proprio schifo, dalle a me, io ne scarto due a turno. Prendo un Immobilus. No, cerchiamo di non mischiare le carte base di Bazzo di Garfino! Un reparo! Reparo! Repara il reparo. Reparo, scegli due monete oppure pesco una carta. Carina. Diciamo che all'inizio è molto molto adesso bella. Adesso ci servirebbe un bel Avada Kedavra. E non c'è. Non è un incantesimo, è una maledizione. Un filipendo, un reducto. Sarà c'è. Passato. Un filipendo è inventato nei videogiochi, credo. Eh sì, in realtà Strillettera. L'eroe attivo, i suoi vicini scelgono perdere tre cuori oppure scartare tutti gli oggetti nella propria mano. Col cazzo. Cuori. No, ma tanto io non puoi perdere più di un cuore, quindi solo un cuore perdo. Ma questo ti funziona e senza scartarlo? Finché se ce l'hai in mano. Ok. Cioè, sì. io no, quindi. Sì, i vicini. I vicini. Che carte hai comprato? Quanto costavano? Gli oggetti per 4 più uno e la ma quando li acquisisco? Sì. Hai scartato una carta, volta Sara? Che un eroe acquisisce una carta, quindi anche tu hai acquistato una carta? Sì, hai già fatto, giusto. Hai scartato adesso per l'evento Arti Oscure. Sto finendo di vedere cosa pesco. Hai scartato per l'evento Arti Oscure, no, poi hai perso il cuore. Cuore. Ok, a posto. Sai cosa? Io mi scelgo di scartare tutti gli oggetti che ho in mano, problema. Guarda che perdi un punto vita per ogni. Allora. E Aranya Ex Umai è inventato nel film. Posso iniziare? È vero. Sì, vai, allora, ti ferma. Scarto due carte, due incantesimi e tutti prendono una moneta e pescano una carta. Ho finito il mazzo. Metti subito. Ah, peschiamo una carta? Sì. Poi per. Puoi mettere una moneta là sopra, per favore. Se no, sì. Luca impazzisce. Leviosa! È più difficile la sirena del drago. Ho pescato il libro mostro dei mostri. Ottieni un fulmine. E tira il dado dei mostri. Qual è il dado dei mostri? Quello bianco. Cioè, tu pensa sembra questa a me, ma Hogwarts c'è la statua di Boris il Basito. No, certo che c'è. Tutti pescano una carta. Ragazzi, il mio turno si allunga. Allora, non di tanto. Vabbè, mentre tu fai il tuo turno, noi andiamo a fare. Allora, giro. Qualcuno ha Dobby? Sì. No. Hai Dobby? Usi il vecchio calzino. Uso il vecchio calzino e ottengo due fulmini. E una moneta.
Tieni una moneta. È potente il vecchio calzino 600. Sì. Allora, lanci in faccia a Dolores e gli fai malissimo. È perché la umili. Dopo che Dolores è stata seviziata dai centauri, tra l'altro. Faccio prima questo. Che viene lasciato sottinteso nei libri. Qualsiasi dado casata da tirare. Chissà che cosa le fanno i centauri. Mai tra l'altro. Io sinceramente sarei per quello dei fulmini piuttosto. Ma secondo te, Luca, hanno usato le braccia al posto della quinta gamba? Cosa vuoi? Verde. Il dado verde da lanciare. Usa storia della magia. Storia di Hogwarts. Una carta. Ciao Romilda! Qualcuno fermi Luca! Ecco. In questo momento Tom Riddle mi avrebbe ammazzato. Faccio notare che Tiger e Gol sono lì dall'inizio della partita. Nessuno ci fa. Guarda, che se la credo. Noi siamo immortali, nessuno può sconfiggerci. Sì, sì, rimanete lì. Buco della Virginia. Scarto questa carta per il mio potere. Se scarti questa carta, tutti gli eroi guadagnano un fulmine. E facendo questo, pesco una carta. La prima volta che pesco una carta, ti guadagni due. E guadagni due. E guadagno io o chi altro? Ci ho fatto delle due fulmini. Un eroe qualsiasi. Direi che sì. Se no, Fede. Anche Luca è una due. Fede, mi guarisco io o guarisco. Fede, posso prendermi due punti vita oppure darli a te? Cosa preferisci? Forse devi darli a Fede, perché poi subirà botte. Poi quando che nel mio turno io subisco curo tutti. Esatto. Però ci sono... A meno che non peschi la carta che ti tieni tre punti vita da recuperare, perché così Federico ti dà il bonus. Vai. Ok. Poi, testa rimpicciolita, ottieni due fulmini e ricordiamoci che Tiger e Goyle. Se sconfiggo un malvaggio, io e i miei vicini una moneta. Puoi sconfiggere Dolores. Puoi sconfiggere anche Tiger e Goyle, ne ha 12. Scusate. Facciamo piazza pulita. Allora, cappello leone, qualcuno ha roba da 15? Sì, stranamente nel mio mazzo. Allora ottengo una moneta e un fulmine. Passa! Molly Weasley, tutti gli eroi, una moneta ma non si può, due cuori invece si può, vero? Sì, per assurdo io non ho perché non possiamo... Due cuori. Ah, sì. C'è sempre la sirena. Due cuori? Due cuori. Niente. Immobilius. Anche tu, Sara, hai due cuori. Tieni un fulmine. Sì, me li sono messi. Ah, li hai messi. Credo di sì. Comunque no. Immobilius, non Immobilius. Sì, sì, te ne è vero, te li sei permessi. Ottieni un fulmine, se sconfiggi una... Me l'hai preso tu? Sì. E poi potrei togliere un teschio, ma non c'è. Siamo stati sculati. Oh, flagrante, ottieni due monete. Sono un Dolores Cicciolina Umbridge. Alomora. Però lei è più per il genere delle granny. È furry, credo. Non hai detto. E Interracial sicuramente. Allora, l'utilissimo di Thomas sta o una moneta. Beh, allora, che possiamo avere. Luca, allora due re, cioè, qualsiasi ottengono due Luca, regali. Allora anche DP. Siamo allora anche DP. Perché mi allora. Sa. Vi siete trattenuti nel dire i nomi che avete tutte queste cose, i figli hanno quelle che salutiamo la monetizzazione all'ultimo. Allora, quanti gliene mancano? 1 2 3 4 5 2 e 6 e 7. Ok, ricompensa? Tutti gli eroi tengono una moneta e due cuori. Siamo full, ragazzi. E il primo è andato. Infatti, cioè, nel mio turno non so che lavoro dovrei fare. 4. Muoiono anche loro. Gli due. E questi due li posso dare. Aspetta, tutti gli eroi pescano una carta. No. Oh no, devo scollare tutto. Gratta e netta. Dimmi che posso usarli i fulmini e che cioè, ma non ci credo. Non davvero? Si allora, no. Ho gratta netta e tergeo, due che mi permettono di esiliare dalla tua mano. Sì, io esilierò una carta dalla mia mano, tutto non ne sento la mancanza. Luca, posso esiliare carta dalla mia mano? Indovina cosa, non ho pescato questo turno. Schiattoso. Ma che gratta netta fa cagare. Guarda la pena degli scacci. Sono scattoso. Ma tanti scacci. È inutile. Che puttana. Tanto non puoi tenere né i fulmini e esatto. I cuori siamo tutti qui. Davvero non posso fare così no, per il prossimo puoi. Nemico? Non puoi. Ma che... Smettila, ho detto che non puoi. Allora, fine del turno di Sara. No, devo comprare. Devo comprare. Congiunta Sara. Avevo mezzo mazzo in mano. Ah, due, quattro, ah, sei, sì? Otto, ah, nove. Sì? Ah, sì? Queste sono le carte che ho giocato, Luca. Credo che sono ancora di più. Comunque, compra, per favore. 5, 6, 7, Sara, 8, compra. 8, 9, 10, 11, 12. 11, 12, 13, 14. E magari Luca deve pescare ancora, tra l'altro.
Ah no, possiamo... 12, 13, 14 perché ci erano anche sì. 15. No, sì, ho scartato due carte qui. Allora, avvicino. Ho vinto io. Se l'eroe attivo ha due o più alleati aspetta, in mano, ma deve ancora comprare. Una carta, compra. Chi se ne frega, il turno è finito tanto. Se l'eroe attivo ha due o più alleati in mano, aggiunge un teschio al luogo. Ogni volta che un teschio viene aggiunto al luogo, l'eroe attivo perde due cuori. Draco Malfoy. Questo va in combo. Sì. Sì, sì. E Draco Malfoy. Sì, ma muoiono tutte e due facili. Sei pronto, Luca? Sì, no, aspetta, magari posso magari ti dice cura tutte le creature. Col cazzo, io... No, perché adesso sono iperguarito. Non posso, posso solo evitare... posso ignorare l'effetto di un malvagio. Ah! B! Chi se ne frega, chi se ne frega? Beh, lo uccidi immediatamente. Perché glielo puoi assegnare come... Però metti caso che per un qualsiasi motivo c'è qualcosa che... La fulmine, ma lo uccidi subito. Ma no! Blocca Malfoy! Che perché? Perché tanto... tu vai a perdere due cuori. No, uno perché ho il mantello. E quindi chi se ne... Ron Weasley lo vuoi prendere tu? Lo prenderai? Uguale, sa, perché se non lo vuoi prendere lo prendo io. Prendilo, se no tu. Prendo l'arpa. Prendilo tu, prendi Ron Weasley. Prendi una alla volta intanto. Cosa prendi per primo? È che se no posso fare 6 e 3 e arrivo a 9 precise. Se poi 6 e 3, lascia giù Ron. Allora, prendo prima quella da 6. C'è un'altra da 3, Percy Weasley. Dopo aver risolto gli effetti arti oscure ma... Cosa volevo fare? Pensavo che la sapessi tu che altro. No, questa adesso in realtà non ci sarà mai utile. Leggi. Dopo aver risolto gli effetti arti oscure e malvagio, se hai esattamente 5 carte, ottieni 3 monete, altrimenti ottieni una moneta. Questa inizio partita era fantastica, ma adesso... Ma adesso fa cagare, a spruzzo di erotico. E Vanesco, due eroi qualsiasi possono esiliare una carta dalla loro mano. E cosa li spendo? E tutti li spendo. Ah, li hai comprati quelle. Sì, sì. La mia monetina là l'ho messa prima. Sì, l'hai messa. Vabbè. Vai, Luca. Aspetta, prima di tutto... Uccidilo! Aspetta, devo decidere se scartare una di queste per evitare un effetto di un qualsiasi malvagio. Beh, se blocco... Blocco lui, tanto non me ne frega niente. Ok. Basta se... Pozione. Colui che non deve essere nominato, aggiungi un segnalino questa alla carta. Luca, hai due o più alleati in mano? Certo che c'è. Aggiungi un teschio al luogo. Lui non si attiva? Non si attiva e non... Ah, sì. A posto. A posto. Allora, prima di tutto... Morto. Ma scusa, rimuovi un teschio dal luogo. Perché è tra i malvagi. Perché lo... è tra i malvagi. Eh sì, ma non si riscatta. Sì, dopo, alla fine. Tutti gli eroi possono cercare la propria pila degli scarti. È una grande pila degli scarti. La mia. Un alleato e metterlo nella propria mano. Vai, puoi prenderti un alleato. E rimuovete un teschio. Luca, rimuovi un teschio e tutti ci curiamo di uno. Siamo tutti, siamo tutti un teschio? Full. Sì. Ragazzi, al prossimo turno ci attivo anche Voldemort. Ok. Preferi quegli oggetti. Allora... Gratta e netta, esilio la Lumora da qui, baffo al culo. Poi... E la sensazione la salutiamo. La salutiamo con un baffanculo. Sfera di cristallo. Non so se prendermi il riccio corno schiattoso o Molly Weasley. Sfera di cristallo, pesco due e ne scarto una. Molly invece posso dare una moneta e due cuori a tutti. Scarto... Valuto a tutti. Però tu curi tutti, siamo... Scarto Romilda Vane e ottengo due fulmini. No, no, già. Come osi? Dopodiché, Pomona Sprite, ottengo una moneta, un'ora qualsiasi ottiene due... No, sono tutti full. Due e tiene no. Il dado. Quindi una moneta, il dado giallo, per favore. Giallo. Una moneta a tutti. Olè. Poi... Così per gradire. Alomora, Alomora, Alomora. Ottengo tre monete. Ah, Voldemort comunque richiede 7 turni perché ha le monete. Scegli un dado qualsiasi. Che dado? Qual è quello con più fulmini? Verde. Lancio il verde. Tutti pescano una carta. Una carta. Oh, adesso ho una carta da epurare in mano per incendio. Incendio. Non ho capito, tutti pescano una carta. Sì. Tu tra l'altro dovevi pescarne 5. Ah, è vero. Sei distratta. Incendio, ottengo un fulmine e pesco una carta, non ce la farò mai. Ottengo una moneta con la mora. Dopodiché
Vabbè, il mantello, ottengo la moneta. Poi Pietrificus Totalus, ottieni un fulmine e un malvagio non sarà attivo nel prossimo turno. L'unico malvagio è lui, quindi lo blocco. Fred Weasley, qualcuno ha un Weasley? No. Non l'ho scelto proprio perché. Vabbè, dai, non era successo prima. Nessuno? No. E niente, ottengo solo un fulmine e poi lancio il dado rosso. Una carta. George Weasley! Esattamente. Protego, ottieni un fulmine e un cuore. Il cuore non me ne faccio nulla. Cioè fai fuori Draco e la... Mundungus Fletcher, pesco due carte e scarto due carte. Ok, scarto Arabella Fig e una cioccolana, ottengo due monete e i cuori, ma i cuori non me ne faccio nulla, sono un po' ricco. Beh, sei Harry. Firebolt, ottengo un fulmine e se sconfiggerò un malvagio otterrò una moneta. Tra l'altro è stato inutile fargli il petrificus. Prendi già la moneta perché lo sconfiggerai. Sì. Hai troppi fulmini per non sconfiggere. Cioccolana, ottengo una moneta e un guarisco di uno. Edvige, ottengo un fulmine. Allora. Ciao Draco, è stato bello. 4 5, 6. Morto. Io sono un bacio morto. Rimuovete un teschio dal luogo, otteniamo tutti un cuore. Quindi è inutile. E 4 fulmini sul... sull'avvicino. Non l'hai neanche ucciso. Ok. Aspetta, devo acquistare. Cosa ci sono di incantesimi, scusa? Evanesco, due ore qualsiasi possono esiliare una carta dalla loro mano. Locomotor. Aspetta, mi piace. 3, 4, 5, tieni. Guarda com'è ricco. Cosa pesco? Reveglio, guarda le prime tre carte del tuo mazzo, rimettile in cima al mazzo in ordine che preferisci, pesco una carta. A me piace moltissimo Reveglio. Reveglio non è male, peccato ti evita Vallomora. O le punizioni. Tieni due, però un malvagio, tutti i eroi ottengono. Prendo Ron. 5. Nuova carta. Gufo comune, due eroi qualsiasi ottengono ciascuno una moneta e un cuore. Se scarti questa carta, due eroi qualsiasi ottengono una moneta, un cuore e un fulmine. Costa poco. Porca. È bello il gufo comune. Gufo comune. Comunica il gufo. Comunque, è come deck building, è veramente, veramente soddisfacente. Perché peschi un sacco e giochi un sacco. E non ti senti ingolfato. Io protesto, Draco non è malvagio, è solo stronzo. È ma quello è fatto, che dicevo anch'io. A questo punto, io ho usato tutto il mio mazzo. Tutto, quindi ti ho battuto. Perché letteralmente ho usato tutto. Da quante carte è composto il tuo mazzo? 1, 2, 3, basta. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Ho vinto. Iron Belly, no! Ucraino. Se l'eroe è attivo ha almeno un alleato e un oggetto in mano, purtroppo sì, quell'eroe perde 3. Allora, evento a te scure. Intruglio diarrea. Faccio vedere a... Morso feroce. Tutti gli eroi con il valore salute più basso perdono 2, quindi tutti. Perché siamo tutti in tutti a 10. Da vada, anche Voldemort viene rivelato. Sul sì, tanto. Sì, adesso Voldemort è attivo. Aspetta, cioè, vediamo se pesco il mantello. Ma non possiamo colpirlo finché ci sono degli altri. Vediamo se pesco il mantello, perché se pesco il mantello non subisco danni. No, non ho pescato il mantello. Aspetta. Noi possiamo mettere sia la moneta che i fulmini? No. Adesso non possiamo. Quando saranno sconfitti questo, possiamo mettere sia la moneta che i fulmini? Oppure sì. Prima... Cosa fa lui? L'eroe attivo perde 2 cuori. Aggiungete uno al luogo. Ogni volta che un eroe viene stordito, aggiungete un teschio aggiuntivo al luogo. Non gli possono essere assegnati prima di. Allora. Posso dire però che a questo punto vedo perfettamente l'esito della partita e. Perché non abbiamo. Perché noi non siamo. Siamo stati molto fortunati. Siamo stati molto fortunati. Perché questa non siamo stati non ho problemi. Mazzolati troppo. Ho almeno un alleato in mano e un oggetto, perdo 3. 1, 2, 3. Perdo 2, 1, 2, aggiungi un teschio al luogo. Beh, questa combo l'ha quasi ucciso. Infatti, beh, ma è beh, ma alla finalmente. Fine. E comunque, cioè, il problema è che queste non si sono mai aggiunte. Iniziate a pescare 2 eventi oscuri o 3 eventi. Siamo stati molto fortunati. Nell'ultima partita sono 3 eventi. Nox, ottieni un fulmine.
siamo stati proprio tutti gli eroi possono esiliare una carta dalla propria mano o dalla pila degli scarti. Sì, cazzo, Alomora, ma cos'è che possiamo fare? Esiliare? Io non esilio niente. Neanch'io. Sì. Alomora, chi se ne frega se poi, la mano. Wingardium di Arreosa, una moneta, e posso mettere gli oggetti in cima al mazzo. Poi Ascendio, due una monete. Quantità di carte usate, Luca poteva battere Voldemort, Grindelwald, Silente e Pito in una botta. Due monete per Ascendio, tu e i tuoi vicini pescate una carta. Oh, io, grazie. Luca e Fede. Ho la Firebolt. Terger di nuovo, cazzo. Ma io non ho la Tergeo. Cosa prendo fai? Una moneta. E? Basta? Basta, sì. Io uso Grattatempo, una moneta e posso mettere gli incantesimi in cima al mazzo. E Ingorgio, tutti gli eroi tengono una moneta, pesca 6 carte invece che 5 alla fine del turno. Io uso Incendio, tieni un fulmine e peschi una carta. Ho giocato 4 incantesimi, tutti gli eroi tengono una moneta. Se hai giocato almeno 3 incantesimi in questo turno, tira il dado merda. Ma comunque non posso, il mio non è la nostra banca. Madonna, sì. Per non dimenticarcelo, ti ho messo una moneta. Bravo, hai fatto bene. Ma cosa? non credi, non mi sarei dimenticato. Richiede una moneta. Ottengo un fulmine e un 7 cuore. Monete. Ma non gliele puoi assegnare? Perché? No, è vero, adesso no. Vero. Cazzo, che dupa. Se hai giocato quindi almeno 7 turni a prescindere. Se hai giocato almeno 3 incantesimi in questo turno, pesca una carta. Fatto. Scegli due fulmini. Due cuori, scusate. Karkaroff, due fulmini. Se sconfiggi. Cioè, il mio è lì. Il mio momento. Prendo già perché sconfiggerò malvagio. Ah no, sono tutte e due creature. Quindi no. Niente. Dato di Arrea da tirare. Vogliamo tutti pescare una carta. Sì. Faccio notare, Luca, che hai pescato tutto il mazzo. Giocato tutto il mazzo, che ti ho fatto pescare. No, un po' tutti in realtà. Tu quello che me l'hai fatto pescare di più. Però. Allora, scarto una carta. Una volta per turno puoi scartare una carta. Se lo fai, tiri il dado Corvo Nero. Quando scarti questa carta, tutti gli eroi pescano una carta. Quindi? Pescate una carta e tiro anche il dado Corvo Nero. Mamma! Scusate. Ritiro, non mi piace. Peschiamo una carta. Peschiamo un'altra carta. Ancora? Sì. Scarto questa carta. Una volta per turno puoi scartare una carta e tirare il dado Tasso Rosso. Se scarti questa carta, due eroi qualsiasi pescano una carta, che sarò io e Fede. Chi gioca dopo di me? Non mi piace. Va bene, una moneta a tutti. E pesco la carta, quindi? Sì, peschi anche una carta. Sono 18 carte, non ti batterò, ma anche io non scherzo. Pesca una carta, poi scarta una... Pesca due carte, poi scarta una carta qualsiasi. Se scarti un alleato... Non ce l'ho! Devo scartarne una. Alomora. Poi, scegli un dato casa da tirare. Blu. Peschiamo una carta. Ho finito il mazzo. Poi, scegli un dato casa da tirare. Blu. Peschiamo una carta. Ascendio, due monete, tu e i tuoi vicini pescate una carta. Sì. 1, 2, 3 Alomora, no. Scarto due carte, rimuoviamo un teschio dal luogo. Guadagniamo tutti un cuore, è sì. Una capacità dell'Orcrux. Sì, tutti guadagniamo un cuore. Ho giocato... Quanti alleati ho giocato? 1, 2, 2 più alleati. Un eroe qualsiasi ottiene due cuori. Facciamo Sara. Ah, no, poi non ho finito. Incendio. Ah, ottengo un fulmine, pesco una carta. Ma è, si è rotto. Sì, due monete. È perché pensa a venire sordito a scartare metà del mazzo. Scusa, sei ricco, Harry. Due monete. Adesso voglio vedere quante carte ho giocato. 1, 2, 3, 4, 5. 19! E quelle scartate? Ah, beh, minchia, più quelle scartate 20, 21, 22, 23, 24. Che abbattito. Vince. Sì, vabbè, ma le ho scartate, non valgono. Ma sì che valgono. No, se no le avrei giocate, effettivamente. Allora, io ho tantissime monete. Allora. Tu glielo puoi tirare in faccia con la povertà, proprio. 4, 6, 8. Facciamo fuori prima lui. Cos'è che faceva, tra l'altro? Se l'era attiva almeno un alleato una settimana, perde 3. Tutti gli eroi ottengono due cuori, rimuovete un teschio dal luogo. Quindi tutti gli eroi. Ah, aspetta! Vabbè, se una volta più puoi scartare due carte. No, allora non le ho scartate, le ho giocate, sono altre due monete. Scusate. Scusa? Perché? Perché non serviva, c'era un solo teschio. Visto che sconfiggendolo, okay, togliamo il teschio dal luogo, è inutile che uso il potere della carta. Vabbè, siamo tutti full di vita. Anche tu hai guadagnato. Ti sei dato. Sì, mi sono dato tutte le cure necessarie. Anche ma... quello fatto da me?
un punto vita sì, per sì, il sì, sì, ho fatto tutto, okay. E poi c'ho un po' di monete. Cioè, veramente non l'hai sconfitto di due? Oh. No. Perché? Cosa fa quello? Perché finché non sconfiggiamo Voldemort, cioè finché non distruggiamo tutti gli altri, non possiamo farci. Va bene, nel prossimo turno, guarda, pronto. Proprio è questo vicino che fa 19 monete. 19 monete. C'era Luca. Uno. Sì. Nemmeno c'era la pasta al forno, ma non abbiamo neanche scongelato la pasta. No. Spada di Godric Grifondoro, 7 monete. Ah, un oggetto. Cosa? Uno. Ah, no, sto attaccato. Cosa fa la spada? Pensavo che ti desse 7 monete. Ah, beh, per me costa uno in meno. Ti leggi? Pensavo che ti desse allora, 7 monete. Ottieni due fulmini, tira il dado rosso due volte. Porco Giuda, questa due è fortissima. Due volte, nel senso che ottieni due volte il risultato? No. Lanci due volte. Ragazzi, io direi, se sconfiggiamo la vincina, poi in realtà è finita, perché Voldemort non ci riuscirà. No, è statisticamente impossibile che ci uccida. È impossibile che perdiamo. Abbiamo ancora quattro luoghi. Cioè, e... Mi stai dicendo che non posso fare il mio... Vabbè, dai, senti, vuoi, tanto vuoi, umiliamo. Dai, va bene, va bene, va bene. No, perché devo spendere ancora. Cave inimicum, il problema non sono i 25 punti ferita, sono le 7 monete da metterci sopra. Dai, prendo questa, cave finite incantate, che costa 6. Ne sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Comunque, Luca, io questo turno ho speso 20 monete. Vabbè, il libro cazzo dei cazzi, e per me... No, è un libro mostro, quindi sono 4. Ma non voglio l'essenza di Dittamo. Fa schifo. Ma Bernie, non giocherai un altro turno? Come no? Sono 7 turni a ucciderlo. Ma noi non lo facciamo, ho fame io. Effettivamente, sono a 3 ore e mezza. Vabbè, se volete non fare anche questo. E compro anche Tergeo. Fatti l'ultimo turno. Io ho comprato 72 carte. La bacchetta di Sambuco, ragazzi. La bacchetta di Sambuco. Allora, per ogni incantesimo giocato in questo turno, ottieni un fulmine e un cuore. Cioè, praticamente Voldemort è morto di default. È solo una questione di turni. Sì, effettivamente. Non possiamo sì. perdere adesso. E sarebbe terribile con me perché non ho preso per allora, vogliamo interrompere qui? O... Dai, allora, cioè, sì. Ognuno di noi in realtà. Avrei sì, anch'io. Cioè, tutti noi ormai facciamo sì. delle mega combo. Giochiamo almeno 10 carte a turno. Sì, le combo che farei io non saranno allora, più impressionanti. Mi dispiace solo che è stato molto, molto divertente, ma abbiamo avuto troppo culo. Questa non è una partita tipica. Non, e quindi, avendo avuto così tanto culo, non abbiamo sentito la pressione, perché oggettivamente... Esatto, magari... Sai cosa? Io non vorrei mai fare un'altra partita, mi dispiace, ma è bello come girano le carte, ma mi sono annoiata terribilmente, perché... Sei la pecora nera. Lo so, mi dispiace. Però avevo capito qual era il pattern, ed è solo un continuare a fare delle cose finché non esaurisci i nemici. Allora, il questione è proprio questa, che non abbiamo avuto, forse sarebbe cambiata anche la tua impressione se ci fosse stata molta più... L'avrei trovato frustrante in quel caso, perché comunque io, la mia scelta sta nel quali carte prendere, però poi quelle che mi capitano in mano, non è che ci sia così tanta scelta sulle combinazioni che posso fare, beh, o le scarto o le uso. Beh, però le combo, in realtà la quantità di cose per creare sì, delle combo è molto aleatorio, interessante. Perché beh, l'unica cosa che tu controlli è quali carte ti compri. Ma è appunto questo, comprandotele ti scegli un po' il mazzo. Ecco, building, allora. Ecco, questo deck building forse è fin troppo generoso. Beh, fai conto che questo è un gioco... anche per ragazzini. Mm-hmm. No, nel senso che è un deck building fin troppo generoso, nel senso che possiamo veramente ottenere tantissime carte, forse troppe carte, e le combo a un certo punto diventano eccessive. Quella è la parte divertente. Però a un certo punto i turni diventano improponibilmente lunghi, perché veramente io gioco a 20 carte, gioco a 20 carte, gioco a 20 carte. Cioè, il tuo turno è durato 10-15 minuti, il mio uguale, quello di Bernie uguale. È carino, però, allora, è molto figo, è molto... Cioè, ti dà una marea di robe. Mi piacciono che i dadi ti diano sempre qualcosa. O serve per gli Horcrux, o comunque sono bonus piccoli che ottieni. I mostri creano una marea di combinazioni, che a un certo punto ero lì già, aspetta, questa roba che adesso si incastra con questa, con quella... Forse anche troppe, però in realtà crea quella varietà che ci sta. Veramente, forse che a un certo punto hai troppe carte tra questo gioco che combano, forse fin troppo. Nel senso che
è uno dei deck building più soddisfacenti che ho fatto, nel senso che non hai mai la frustrazione di avere carte che non potrai usare, perché tu le puoi giocare tutte. Yeah, a meno che non hai proprio la carta che ti blocca le tue, ma avrei odiato una roba tipo puoi giocare massimo 3 carte dalla mano. L'avrei, ma non si presterebbe per il tipo di gioco e né per il pubblico a cui si rivolge, vero? Però a un certo punto è troppo stroppia effettivamente, perché è diventato eccessivo a un certo punto. Allora io quello non l'ho trovato fatto male, cioè comunque il gioco non è fatto male, no, è non bello, è, non, esatto, e tra l'altro è anche un gioco brandizzato, non è piaciuto a me. Fosse stato già competitivo avrebbe avuto un altro sapore, però ovviamente c'era da cambiare tutto, perché cioè competitivo è un po' come fare Talisman di Harry Potter, che non lo compri perché dici vaffanculo, c'è Harry, Ron e Hermione, non compri. No, no, beh, ma sì, io sì, parlo della meccanica ma separata dall'ambientazione. Sì. Però che prima che altro competitivo rischiava di diventare una cosa, la Everdale si chiamava quello con l'albero, giusto? Sì. Dove il turno di uno dura un bordello, ma non ti riguarda, non dici neanche qualcosa che stiamo andando a fare insieme, ti è prendi vero bene, quindi uno fa il suo quarto d'ora fatto da un avversario dove tu non hai proprio nessuna, e però nessuna quando cosa. Lo stavamo giocando io ci mettevo tre quarti d'ora a decidere cosa fare nel mio turno, quindi io mi sono annoiato a morire. Anche me, a me stava piacendo, però mi rendevo conto di quanto era noioso nel turno degli altri. Porco Giuda, cioè odiavo che arrivassero i vostri turni, perché soprattutto quelli di fede, perché avevi fatto una marea di combo. Sì. Duravano una marea. E lì la cosa era noiosa, perché le combo te le ricreate poco alla volta, quindi sicuramente avvenivano. E Madmat, quindi la partita rimane incompiuta? Esattamente come Animali Fantastici. Tatum. Sì, cattivo, ma ci sta. Allora non è incompiuta, è matematico, è matematico, è proprio, siamo messi troppo bene. Ovviamente ad avere anche una mano di 18 carte, però scartare 9 perché arrivi a 0, diventa pesante. Mi dispiace che non siamo mai arrivati ai luoghi dopo, perché comunque va bene. Peschi più eventi. L'ultimo però è interessante, perché non devi farlo finire la battaglia di Hogwarts. E in più, quando questo luogo viene rivelato, tutti gli eroi perdono 2 punti vita. L'eroe attivo può scartare 5 fulmini per rimuovere un simbolo teschio, e ne peschi 3. Cavolo, ok, diventa. Ne peschi 3 in che senso? Peschi 3 eventi oscuri. Okay. Insomma, sono una marea di robe che accadono, che magari ti fanno pescare ulteriori. È veramente pressante. È vero però che a un certo punto, forse sì, ho sentito un po' la stanchezza del gioco, perché è diventato solo. Ecco, le monete le odiate. È che io perché è stato proprio un ti rallento. Sì. Ho percepito questa cosa di dire oh. Cioè, piuttosto quando hai visto come si posizionavano i mostri e che dovevamo esaurire il mazzetto, ho detto no. Cioè, piuttosto avrei preferito che le quantità di monete da mettere sui mostri fossero altissime, 20, 30 monete. Però ne posso mettere tutte quelle che voglio. Perché tutte quelle che voglio. Ah, ok, tra l'altro non acquisto carte. Quindi, però ci butto dentro tutte. Avrei preferito forse invece che, no, c'è la sirena. Adesso stai fermo 5 turni qua ad aspettare di riuscire a sconfiggerla, anche se siamo iper pieni di roba. Quella roba mi ha un po' ammazzato da quel punto di vista. La qualità del gioco, come carte e il resto, difficile notare perché sono tutte immagini dai film, quindi va bene, alcuni sono carucce, però diciamo che l'unica cosa magari qualche incantesimo, qualche oggetto che magari non si vede nei film. Però allora, graficamente, non è che dici che è brutto, perché sono le immagini del film, è solo che a me le immagini dei film sui giochi hanno non piacciono. Hanno fatto il loro lavoro, ma l'hanno fatto in... La scatola è carina. La scatola è veramente funzionale, c'è quello che, cioè nel senso, nulla di che. Tra l'altro nella scatola ci stanno tutte le espansioni. Ed è una cosa non da poco. Il tabellone è abbastanza anonimo perché è solo uno slot delle carte. E a carte. Me queste cose un po' uccidono, perché non c'è nessuna mappa, sono solo delle carte messe sul tavolo che potresti farlo anche è senza un gioco tabellone. Di carte. Lo so. Allora, col fatto che ci sono più location, potete fare così, però sarebbe stato bello avere sotto il castello con le varie aule dove invece mettevi sopra le carte, che non avrebbe avuto senso, però sì, va in un'altra direzione. Qui chiaramente hanno voluto fare un deck building molto libero, è come tanto cuore, ecco, se questo oddio gioco... tanto cuore è molto più blindato, no, nel senso a livello di plancia non c'è una plancia, cioè non c'è nessuno le zone della casa. Se questa meccanica del deck building, la vita eccetera, fosse stata applicata su una mappa su cui ti puoi anche muovere, fare le cose, già
mi sarebbe interessato. Però forse sarebbe appesantita ancora di più. Beh sì, ovviamente. Bella la composizione del proprio personaggio tra carta del personaggio, competenza specializzata e i propri incantesimi. Molto carina combinazione. Ho scelto una delle più noiose e me ne pento perché funzionava solo appunto prima del lancio. Chissà, tra l'altro, se era utile. Però veramente carino, mi piace questa composizione. I dadi belli perché li lanci e ottieni sempre qualcosa. Gli Horcrux sono stati carini. Gli Horcrux sono un po' una rottura. È carino che però poi li tieni e fanno un effetto extra che ti rimane. Tra le Nagini che la scarterai. Sì, poi se vuoi puoi scartarla, togli tre teschi dal luogo. Che probabilmente se sei a Hogwarts e magari sei con l'acqua alla gola perché continui a subire teschi, lo vuoi togliere. Ecco, probabilmente visto che Voldemort ti fa avere un teschio in più sulla location e tutto il resto, se fossi stato un po' più pressante sarebbe stato forse più frustrante, però sarebbe stata bella, bella proprio tesa. Ecco, mi dispiace che può capitare che la partita sia o troppo facile, come è stata noi, o impossibile, sì. Perché ce l'hai detto te che alcune partite... Cioè all'inizio ti escono tipo Bellatrix, il drago, che ti fanno rivelare tutti e due un evento a trascura in più, e Fenrir, che non puoi guarire, hai perso. Questo si potrebbe risolvere, però diventerebbe Legacy, penso, mettendo i mostri in un dato ordine. Guarda, ci sono... Vabbè, poi adesso io che più esperienza vi parlerò di difetti del gioco. E mi fa dire che, scusate, mi lodo, mi imbrodo, noi sono un nostro certo gioco, Crime, oggettivamente abbiamo fatto un aumento della... Non mi viene l'escalation. Abbiamo gestito un'escalation migliore. Perché quando arriva il finale, secondo me il problema è che... Cioè, in tutte le partite sei che fai... Comunque ci arrivo stretto. Sì. All'inizio hai tre mostri casuali, più l'Horcrux, più la carta delle arti oscure, che sono tante cose per un giocatore che magari si affaccia e dice qualcosa, sono già un sacco di cose, e per assoluto più si va verso il finale meno c'è. Cioè alla fine proprio ti dice Voldemort, tu affronterai Voldemort da sola. Sì, ci sarà la carta effetto, ma non è detto che ce ne saranno più di una. Sì, per gli Horcrux sono finiti, si riduce. Gli altri tizi devono essere tutti sconfitti. Per assurdo non aumenta la roba che ti arriva, ma diminuisce. Esatto, manca un timer. Cioè il timer in realtà sono i teschietti sul luogo. E solo che potendoli rimuovere, è un po' così. Ci sono un po' troppe cose che rimuovono i teschietti, secondo me. Cioè io... No, è che ci sono capitate tutte per culo. Sono partite in cui non ne vedi uno o due al massimo. E quindi al secondo terzo. Cioè, considera anche solo questo. Se l'ero attivo a due o più alleati in mano, aggiungete uno. Questo qua in mid game, ma anche in early, considerando come stavi montando tu il mazzo, come anche Yesara, alla fine abbiamo preso alleati quasi subito. Questo qua ne avrebbe caricati tantissimo. E nei primi turni di fulmini non ne avevamo, Cioè, abbiamo impiegato un giro intero a eliminare il primo. No, anzi, quasi più di un giro intero a eliminare il primo. Al primo giro il primo ho messo malvagio. Io due fulmini. E poi basta, perché è rimasto lì per un sacco. E comunque non è stato un inizio super super easy, perché comunque c'era il dissenatore che toglie due cuori, sì. Li toglie. Tagliare i gol però compensavano, perché in realtà erano dei faciloni. Sì, ti facevano perdere un cuore ogni tanto, però... Più che altro all'inizio pensavo, oh mio Dio, guardo i gol come li recupero. Poi però, cavolo. Okay, Federico poi cura Buffo. Neville è il curatore della... Sì, poi ho beccato proprio la combo che era schifosamente potente. Ecco, vorrei capire a rimischiare quelle carte, a vedere appunto combo meno performanti, se sarebbe comunque soddisfacente o sarebbe frustrante. Cioè, perché erano di isteria lì, sicuri tre o più un alleato nel suo turno pesca una carta. Figa, non è facilissimo curare tre o più finché non sei late game per uno a caso, per dire. Ma non farete questa prova con me? Ma proprio ti ha... Non mi piace. Mi spiace. Non è il suo gioco. Beh, allora c'è da dire che... Non lo trovo un brutto gioco, non mi piace a me. Non è il suo gioco. Allora, a me invece è piaciuto tanto, vabbè, si era capito. Stiamo andando... Poi sarai tu l'ultimo. Okay, sì. Scusa, mi è piaciuto tanto, penso che si fosse comunque capito. Ho trovato forse... Allora, il mercato mi è piaciuto come in certi momenti... mi sembrava del... All'umora. Esatto.
Oh, io continuavo a scartare la Romora, però continuavo. Io intanto separate. Io ne ho espulse 4. Separate tra le carte che avete in mano, le punizioni le mettete da parte. Separate le carte base che hanno il nome del vostro personaggio in basso dalle altre. Vai, scusa, Fede. E in genere dei momenti era bello perché comunque collaborativo vuol dire che le carte magari non piacciono, uno se le prende comunque o comunque si collabora, non ce le si ciula. Mm-hmm. Però in certi momenti dicevo appunto compro roba solo perché ho soldi, altrimenti vanno persi. Cioè mi mancava forse un secondo modo di usare i soldi, che appunto avrei preferito molto di più dei mostri che gli devi dare i big money per gestirli. Voldemort, tieni questa. Vabbè, è influenza, usi tanta influenza. E quello ho un dubbio su questi qua. Se sono divertenti anche senza beccare delle combo interessanti, cioè se prendi a caso le competenze. Ah, tu dici. Sì, metti che vengono proprio prese a caso. Cioè, io ho preso con quella di. No, beh, questa si basava sugli alleati, questa era un'altra, quindi poteva anche starci. Però per esempio, boh, è da capire. Cosa che stavo pensando? Ah sì, mancava il problema dell'escalation perché mi è piaciuta, secondo me la parte più interessante è stata sono stati dal quarto turno in poi più o meno, appunto a un certo punto quando sono rimasto stordito, comunque sentivi un po' l'ansia dell'essere bloccato, poi semplicemente ci siamo stabilizzati, serve assolutamente un tetto del ok, più di 12 carte in mano non puoi avere, cioè... Secondo me però ci vuole tutto un bilanciamento lì, perché se ci sono tante carte che ti fanno pescare e tu non puoi mai pescarle. Quello sì, però dipende, perché non puoi, se ne puoi avere più di 12 in mano, magari non puoi ottenerne troppo grazie ai turni degli altri, che è bello, però appunto magari ti bilanci su altro. Nel senso, puoi anche mettere, puoi portarlo a 15 carte, però veramente più di 15 carte diventa un turno troppo lungo. In generale mi è piaciuto, sì, ci sono delle cose che liberai, bisognerebbe vederlo con altre mostre e tutto quanto. È un gioco che ha un attimino appunto che dici, ok, ma è divertente, però è divertente, ma dipende dalla combinazione, dal culo che ti arriva, il che è molto da capire, perché se ci arriva una partita, appunto come diceva lui, con la combo infamissima, come lo giudichi questo gioco su una partita dove praticamente vini? Ma comunque in realtà abbiamo visto comunque l'abbiamo visto comportarsi male perché è stata troppo facile a un certo punto la nostra, quindi comunque abbiamo visto uno dei problemi. Guarda, io dico solo che non aggiungo molto altro a quello che ho detto prima, perché appunto è stato divertente ma un po' ripetitivo a un certo punto, il pattern è stato un po' troppo chiaro di quello che stavo andando a fare. Sì, a un certo punto quasi non avevo più bisogno di curare, cioè... E quindi, vabbè, ovviamente non abbiamo avuto l'escalation che serviva, però il pattern si vede in realtà, quindi puoi vedere sia in positivo sia in negativo, sia in sì, dai, ho sicuramente vinto, e in minchia ragazzi qua, cioè anche volendo non ci siamo, soprattutto se capita all'inizio della partita. E no, beh, non ho nient'altro da aggiungere. Ho una domanda, si può definire un American o un German? No, non è un German. Io poi ho una domanda per te. L'America. L'America. Come cambia il gioco secondo dei giocatori che aumentano? Come cambia? Il gioco secondo dei giocatori che aumentano. Cioè perché noi... Secondo me sopra i 2-3, in 2 è più punitivo, perché è vero che giochi più spesso, però ti mancano certi personaggi. Certo. Quindi se nessuno fa Neville, curare è molto più difficile. Sì, anche perché ci sono... O curare bene, comunque. Ci sono un tot di carte che ti dicono... Tutti quanti tengono cose. Dipende dalla combinazione che è. Ah, perché secondo me in 6 teoricamente... Okay. No, si può giocare in 6. Ah, ok. Massimo 5. Ok, però il 5 secondo me... Ok, è vero, escono più volte le cose oscure, puoi essere colpito più volte dai bersagli dei mostri, però comunque è una persona in più che ti gioca tutte le sue carte, mi sembra che... E non ho visto nulla che ribilancia il numero di giocatori. Cioè non capisco. Allora c'è il bilanciamento base perché i mostri agiscono in tutti i turni dei giocatori. Sì. È il classico bilanciamento base, che in realtà è un ottimo modo per farli girare, perché agiranno sempre. Sì, però non tutti. Se sono molto potenti, ovviamente il problema è che agiscono ogni cazzo di turno. Sì, però non tutti sono
fanno paura. Tipo quella cosa. Chi era? Avrebbe avuto bisogno di una cosa tipo. La schitera. Sì, ma avrebbe avuto bisogno di qualcosa tipo di. Veramente di escalation delle parti da mostro più semplice di quella categoria, tipo il mangiamorte, tipo il Ghermidori. Inizio il Ghermidori. Una volta che sconfigge il Ghermidori arriva il sì, mangiamorte. Arriva Bellatrix. Cioè, o anche se pescarne uno da ciascuno. O anche semplicemente del parte con due mostri. Arriva a un certo punto della parte, magari dopo che inizi tutto tre Orcus, sono tre di mostri. E alla fine ci sono quattro di mostri. Cioè. Non lo so, o comunque cercare la roba che più va avanti, più è un mazzo figo, più difficile la roba, perché letteralmente è diventato una mano più facile. Esatto. Ah, e comunque che è capitato. Che se rimani all'acqua alla gola, perché noi abbiamo visto purtroppo una partita facile, appunto, magari una partita dove sei tutto il tempo con l'acqua alla gola, dove letteralmente stai rincorrendo. È lento il gioco. Cosa? È lento il gioco. Cioè, comunque sarebbe forse più interessante partire da un settaggio del gioco difficile, che però si risolve in fretta. Magari sei nella situazione, hai un mazzo già un pochino più preparato, però va contro il concetto di deck building, purtroppo, ed è un concetto proprio base strutturato, che se lo rompi ti sei bruciato tutta la gente che ama i deck building. Perché io amo i deck building che ti permettono di pescare, perché era una rottura di coglioni partire con 5 carte, magari non sono le 5 carte che volevi, non si incastrano e il tuo turno non la fai quello. Cioè, infatti io ho avuto turni, dicevo, ah ok, non farò nulla, e grazie a voi invece, oh no, ok, posso fare finalmente qualcosa. E quello è bello, però in effetti bisogna metterci un limite di qualche tipo, perché poi bene la stava per tu, sei andato volontariamente mi sembra sulle carte che ti facevano pescare, sul tirare questo dadi. Gioco, se non prendi case che fanno pescare, hai perso. Devi prendere carte che pesca, diciamo, o devi far pescare gli altri. Berni, dai, allora, considerando che sei tu l'esperto del gioco, perché hai giocato allora questo volte. Gioco ha base più due espansioni. Il base tutto sommato funziona. Il base non ha questi, non ha gli incanti, ha soltanto le capacità, non ha nemmeno i patronus, ha solo le competenze, il personaggio e la tua plancetta. Non abbiamo provato i patronus, cosa cambiava? I patronus sono tipo delle competenze, ma si chiamano patronus alla fine, ne ha chiamate okay. Così ricordi, è un gioco brandizzato, massimo guadagno col minor sforzo. e tutto sommato era più difficile di questo, di questa partita in media, però aveva la combinazione che se ti capitavano certi malvagi avevi perso. È una cosa che avevo fissato con tutte le volte che perdi un luogo puoi prendere una carta a tua scelta dal mercato. Così è vero, stai prendendo il luogo, una regola homemade. Sì, una regola che ho fatto io, perché in realtà tutte altre cose del tipo ti costruisci il mazzetto per ordine di difficoltà crescente in realtà lo rendono molto più noioso, perché le carte con la stessa difficoltà non sono tantissime, quindi dici ah ok c'è questo, poi probabilmente c'è questo poi, e fa cagare. Beh, l'ho provato. Facendo questa cosa non te lo puoi fare tu. Chi ha fatto il gioco dovrebbe fare più carte diverse. Sono già una cinquantina. Comunque, io l'avevo provato. Non era. Cioè, il bello è che non sai che cazzo ti arriva. Può arrivarti il palo nel culo. È il suo bello, però è anche quello che poi ti uccide. Il vero. Vabbè, questo con. Quindi il gioco base è tutto sommato con questa home rule. L'espansione Mostro dei Mostri lo ha reso molto più difficile. L'espansione qual è? La prima espansione, che si chiama Libro Mostro dei Mostri, l'ha reso molto più difficile. Cioè, veniamo fuori certi mostri che, cioè, primo turno morivi, cioè, era una roba devastante. E quello neanche il fix di quando per il luogo persi la carta era abbastanza per compensare. Se ne sono accorti, evidentemente, hanno fatto incanti e pozioni, che ha aggiunto poteri ai personaggi. Questi cambiano totalmente la partita, cioè senza questi è molto più difficile. Questi la cambiano molto, cioè radicalmente. Riesci a prendere ai primi turni, riesci a prendere anche 10-11 monete con cui fai un bel po' di acquisti, cosa che con l'espansione Libro Mostro dei Mostri non è possibile. Io questo potere l'avrò usato 2-3 volte nel corso della partita e ci ho pescato una carta. Io ho usato tutti i turni, pescavo una carta, prendevo due monete, tiravo il dado. Sembra poco, ma fa un sacco. Io ho curato parecchio. L'espansione però Incanti e Pozioni aggiunge questa, infatti non ve l'ho fatta giocare perché
conoscendo il gioco sapevo. Questa praticamente ci sono dei componenti che continuano a scendere, con questi componenti fai le pozioni. Le pozioni sono carte che ti danno degli effetti, cioè come avere un secondo mercato con la tediosità che ti devi ricordare di far scendere gli ingredienti in base alle condizioni che hai di fianco. È una rottura di palle. Ok. È una roba... sembra un po' troppo lungo. È troppo macchinoso, appesantisce e non ti dà niente. Ma come meccanica principale... Sì, non so, togli un'altra cosa e metti quella. Quello sì. Funziona. Se no, così in più proprio... Si allunga ancora più. È proprio una roba in più che... Poi ti dimentichi. Perché dici, ah, ma l'abbiamo fatta la roba delle pozioni, proprio... Il peggio del peggio. Sì. Okay. Qualcos'altro sul... I luoghi sono un problema perché parti che riveli poco, però se non hai un mazzo decente arrivato al secondo o terzo luogo rischi fottutamente di perdere. Quindi non c'è... Ma la differenza è solo pesca uno o pesca due? Sì, pesca due o pesca tre. Però è una batosta o due ogni giocatore. La cosa... è proprio così in diretta il superpotere di Fede. La cosa si tamponava un pochino pescando, prendendo una carta dal mercato tutte le volte che si perde un luogo, però comunque questo è secondo me di fatto l'unico vero errore del gioco. Quando si arriva a Hogwarts effettivamente no che questo ha una progressione che è scorrelata totalmente con il tipo di mazzo che hai. Quindi tu rischi di arrivare al terzo luogo che è un mazzo che ancora non è performante. Vuol dire che hai perso. Perché continui a pescarne due. Perché continui a peschi due, continui a subire, continui a morire, continui ad aggiungere teschi. Quindi non c'è... E secondo me il vero sbilanciamento è questo. E Hogwarts poi è... sono bot da Orbis. Sì, e non cioè tre, quando arrivi qui, molla. Cioè il punto è questo. Quando arrivi al quarto luogo dici forse non ha più nemmeno senso. E questo secondo me è l'unico vero errore, perché per il resto sì, è un po' di difetti, no? E magari cattivi un po' casuali. Ma se ci fosse solo la prima carta, se arrivi in fondo hai perso. Eh no, perché in certe situazioni è molto facile arrivare subito in fondo. Cioè, e secondo me i veri errori sono questi. Se questi fossero fatti in modo un po' diverso, tipo magari non ne peschi due, ne peschi uno, lo applichi due volte, non lo so. Cioè non ci ho mai pensato, perché in realtà... Noi lo giochiamo anche se ci frustriamo, non ce ne frega niente, ci divertiamo. Okay. Però, okay. Secondo me, il vero difetto è questa roba qua. 4 ore quasi di live, direi che possiamo chiudere qui. E beh, spero che se siete arrivati fino a questo cosa, punto, una cosa. Noi abbiamo giocato gli Horcrux, ci sono anche gli eventi legati alle espansioni, che sono o gli eventi legati al libro Mostro dei Mostri, o gli eventi legati alle pozioni, che ti costringono a mettere... 3-4 mostri legati agli eventi nel mazzetto. Okay. Forse è questo che lo rende fottutamente difficile. Ma nel senso proprio che è una roba di extra. Sono altri eventi. Ma funzionano come gli Horcrux? Sì, più o meno. Devi sconfiggerli facendo cose o comprando certi oggetti in un certo ordine. C'è tantissima varietà, quindi uno può comporlo in modo. Quindi non sei per forza fare gli Horcrux. No, io ho fatto fare gli Horcrux. Arrivare a sconfiggere Voldemort perché sei stato un bravo. Magizologo o mostrologo. Magizologo. Comunque è fottutamente vario da quel punto di vista, la varietà. No, quello si vede comunque che è bello vario. Forse le combinazioni sono leggermente meno varie, perché alcune sono chiaramente un più performanti di altre, come tipo di combinazione tra queste personaggi e specializzazioni. Però diciamo che ovviamente si creano per forza delle combo più fighe. Dipende, ci sono le combo super performanti, per esempio Neville, se non poteva guarire non aveva nulla da fare praticamente. Va bene, quindi direi che facciamo il nostro polishum e vediamo un pochettino come valutiamo. Quindi Hogwarts Battle, Harry Potter Hogwarts Battle, un gioco collaborativo di deck building, lo dicono chiaramente in un titolo molto esplicito. Noi lo valutiamo 3, 2, 1, go. Ale Andre, faccio per loro anche. Perché l'hanno apprezzato anche loro. Allora, io lo voto positivo, però effettivamente sento la stessa pesantezza di Sara. Non so se lo rigiocherei, perché il pattern mi ammazza un po'. Però guarda, è ammirevole nella sua qualità. Secondo me, se vari questi, lo rigiocheresti. Cambia molto. Uff,
boh, forse, non lo so. Comunque, detto questo, grazie mille per averci seguito. Sono state 4 ore di live. Come al solito, noi facciamo i format giusti per ottenere il massimo proprio di risposte. Iscrivetevi al canale, mettete mi piace, condividete. Non lo dici mai. Tanto non c'è rimasto nessuno questo. Dai, scrivete qua sotto se veramente no, io sono rimasto fino alla fine, ha ragione Bernie. Scrivete questo, se non lo scrivete, alla prossima live io do le... No, lo devi dire prima. Cosa? No, lo devo dire alla fine, devono arrivare fino alla quando fine. Quando dici buonasera, buonasera a tutti quanti, dici iscrivetevi, sì, iscrivetevi, ma tanto non... Condividete sulla fiducia, mettete mi piace sulla fiducia. Dai, noi ci vediamo alla prossima, grazie mille per averci seguito, fateci sapere se vi è piaciuto il gioco, se l'avete recuperato, se vi piace, eccetera, eccetera, eccetera. Ciao! Alla prossima, oddio, vibra tutto! Ciao, magari!